Ma buonasera, ben ritrovati. Buonasera. Oggi abbiamo il nostro ospite che ci porta il Mac. Con il nuovissimo codex di pacca. Sì, stupefacente codex. Sconvolgente. Vediamo quanto performa meglio al torneo. Ha performato bene, appunto. Quindi vediamo non se... Non era l'index il torneo. Appunto, era l'index. Adesso vediamo se è migliorato. Stupefacente quasi quanto il nostro sponsor. La regia. Infatti dobbiamo ringraziare il negozio Fantasylandia che ci ha fornito il codex, così possiamo portarvelo sul canale. In sede impressione abbiamo i contatti del negozio, il loro indirizzo e tutti i loro social. Quindi direi che possiamo passare a parlarvi un po' di quest'oggi. Eccoci. Cosa giochiamo oggi? Allora, io ho portato uno dei nuovissimi Exploratori di Hatchment e abbiamo come missioni, abbiamo missione primaria The Ritual con schieramento Sweeping Engagement e abbiamo pescato di secondaria, la terza missione, abbiamo Scrambler Fields. No, non l'abbiamo pescata perché sì, il pacchetto Leviathan, la missione C. Guarda, ci ha messo anche in sovrappressione, grandissima regia, quindi potete vedere le regole. La regola importante è non possiamo infiltrare, esplorare o mettere in iniziare con unità sugli obiettivi. Che piacerà molto al giocatore di Grey Knights. Quasi fatto apposta per i Grey Knights missione. E soprattutto così. Possiamo aggiungere obiettivi così io riduco ancora più la mia zona di Deep Strike possibile. Quindi se me la gioco bene ci saranno così tanti obiettivi verso la fine della partita che se ci sono ancora unità sul campo non potranno più entrare, non si potranno spostare solo a piedi. Sì, potrò usare però i miei bellissimi stratagemmi per spostarmi di più. Già. Bene, dai, direi che possiamo parlare un po' delle liste partendo dal codex nuovo. Yes, eccoci qua, questo lo metto qua. Sì. Allora, come lista abbiamo? Come faccio? Vengo... Voglio andare qua, tranquillo, quindi cade... Ok, va bene, top, perfetto. Tranquillo. Allora, come personaggi abbiamo il simpaticissimo signor Cole, quindi Belisarius, farà il nostro warlord, ha una bolla di 6 pollici nel quale attiva i suoi cantici e preghiere. E oltre a lui abbiamo due tecnopreti ingegneri che riparano e danno fino pain ai veicoli e ai loro adiacenti. Un datasmith che deve stare con i robottoni e non gioco senza i robottoni, quindi lo devo portare. E serve per cambiare i protocolli, adesso può farlo anche senza fare un test di disciplina. Quindi è migliorato molto, non sono dei tiri che facevo io con questa cosa. E un tecnoprete Dominus che stiamo provando con un paio dei enhancement nuovi. E appunto tutto questo, non so se vogliamo, diciamo subito anche tutti gli enhancement e le cose. Ok, allora lui chiaramente non è a uno. E il signor ingegnere qua darà al 4 più ogni turno, sperabilmente mi darà un CP, se sta sul acquisition target, che è l'obiettivo che io seleziono ogni turno, che contro cui sono più forte. E lui, finché la sua unità di Castellan spara a un'unità su un acquisition target, avrà più uno a colpire e infine il Dominus, che è il tecnoprete più grande, darà alla sua unità un'invulnerabile al 4 finché sta sulla position target. E considerando che lui di base dà un fino pain al 5 più alla sua unità, potrebbe rendere questa unità di schitari abbastanza fastidiosa da levare o da gestire. Assolutamente. Almeno ci speriamo, insomma. Poi, abbiamo parlato di personaggi, abbiamo 4 unità di schitari stupidissimi per esigenze di punti. Oggi ne giochiamo 3 di avanguardia, che secondo me sono più scarsi, ma hanno comunque le stesse armi, e una singola unità qua di ranger, che hanno scout e hanno obiettivo, si tengono l'obiettivo con oggetti secured, che è sempre bello da avere. E il Avanguard come unica regola ha, che non mi è mai capitato di utilizzare, ma potrebbe essere utile, e finché stanno entro 3 pollici da unità non veicolo, quell'unità ha meno 1 di OC. Ok. E può essere utile, vedremo, lo scopriremo vivendo. Se loro effettivamente sono abbastanza tankosi con questi potenziamenti, se piazzano su un obiettivo e tu neanche venendo in melee riesci a prendere quell'obiettivo, potrebbe essere carino. Assolutamente. E tutti questi hanno appunto un trio di armi speciali che sono un fucile a cecchino, un plasma e un arc rifle, quindi un po' di tutto, fanno un po' tutto quanto. E dopo di loro abbiamo, passando sempre per la fanteria, 10 Sicari da Stalker, loro hanno solo spadine, quindi non hanno armi da tiro, ma fanno
un pochino male in melee, vediamo se lo fanno contro i Grey Knights, potrebbe essere Devastating Wounds, potrebbe essere utile. E poi abbiamo i Castellan, di cui abbiamo parlato, loro sono grossi, sono resistenti, hanno paura di, del Dread Knight là in fondo, ma ne riparleremo dopo. E appunto hanno tre protocolli che vengono cambiati dal Datasmith, e iniziano con più uno di resistenza, che è uno dei tre, poi potranno avere più due attacchi a tutte le armi melee, quindi i pugni, oppure più due attacchi a tutte le armi ranged, quindi entrambi i Phosphor Blaster, che sono reso uguali, per fortuna, perché prima avevano due armi diverse, e quindi avrebbero con quello più quattro attacchi a testa, che non è male da tiro, anche se le loro armi non sono fortissime. Dopo di loro abbiamo un singolo tacchino, quindi un singolo Sidonian Dragoons, con una Taser Lance. Adesso hanno separato i due profili, con la Taser Lance e con la Radium Jezzail. E lui ha stealth, ha anti-walker, quindi il suo bersaglio è già là, è già puntato. Sì, sì. Può avanzare e caricare, se tira bene con i 6 e fa 2 sustain hits, quindi ci prova. Ma tu sai che periodo questi in America? E ringraziamento. Ah sì, eccolo, ci siamo. Speriamo di no, perché lui vuole vivere, ma dopo tutto non penso che quelli in America non abbiano questa fortuna. E dopodiché abbiamo due granchi anticarro, questi qua hanno entrambi laser a neutroni, quindi è un'arma forza 16, blast, che nel caso voglio sparare un'unità di Grey Knights anche blast, quindi magari facciamo i colpi in più, e un paio di stabber. Adesso hanno cambiato una regola loro, che secondo me è molto carina questa cosa, perché quella di prima faceva schifo. Prima potevano camminare sopra gli edifici che fossero alti al massimo 4 pollici, mentre adesso danno una bolla di 6 pollici di invulnerabilità e 4 per le unità di fanteria, di schitari. Quindi questo dovrebbe essere carino. Dopodiché abbiamo un volante, questo è uno Stratoraptor, che è il caccia da tiro. Una volta giocavo il fusile perché il bombardiere, ma da quando hanno cambiato le regole dei volanti secondo me fa un po' schifo, quindi gioco questo. E costa tanto, non è fortissimo perché ha un cannone laser, quindi un singolo colpo di cannone laser, ha un po' di colpi di Phosphor Blaster anche lui, quindi antifanteria e un paio di stabber. Non ha fatto schifo, anche perché si muove tanto e fa delle cose. Considerando che lo gioco in over, può anche fare un paio di missioni, può anche contare per un po' di obiettivi, perché non è un aircraft. Okay. Perde la keyword certo, aircraft, certo. E quindi per fare cose come engage on all fronts, eccetera, può essere utile perché va in giro. E l'ultima cosa che penso che non ho detto è questo simpaticissimo Disintegrator. Lui costa un po' tanto per quello che fa, perché 180 punti, si porta dietro un'arma anticarro, un'arma antifanteria pesante o carro leggero, perché ha forza 9 i razzetti davanti, e un paio di stabber. Il suo problema normalmente è il fatto anche che non ha un invulnerabile di nessun tipo. Quindi è opinabile, però mi piace, quindi lo porto. E penso che sia tutto quello che avevo da dire. Il distaccamento che uso è che il Explorator Manipole, e li voglio provare tutti quanti, sì, adesso torno di qua, ma questo è quello che ho portato oggi. Chiaramente per il mio amore per i Castellan prima o poi porterò anche quello dei Castellan, che secondo me è carino anche se non è pazzesco, ma oggi è questo qua, e quindi l'abilità di questo distaccamento fa sì che io all'inizio delle fasi di fase comando scelgo un obiettivo, essere il mio acquisition target. Su questo obiettivo io posso rerollare tutti i tiri per ferire pari a 1. E ho anche uno stratagemma per prendere un altro acquisition target, ho degli shenanigans, avete sentito appunto che ho appunto invulnerabile al 4 con unità, con i Castellan ho più uno a colpire contro unità su acquisition target. Quindi ci sono un po' di cose da fare. Secondo me è carino e vediamo come performa. Bene. Invece, d'altra parte, abbiamo una cosa estremamente semplice, una lista molto standard Grey Knight. Abbiamo due unità da 20 terminetta, 20 terminette in due unità da 10, entrambe le unità hanno lo standard, l'apotecario e il Dupsay Cannon. Unità ha un inquisitore liscio che ci permette di generare, di recuperare al 3 o più il CP se li uso quell'unità lì, e in più mi permette di avere un Filling Pen al 5 contro le mortali, che tu non fai, ma sarà... Tutti e se esplode un Dread Knight a fianco loro. Se spari sui Castellan, se ti... potrebbero riflettere i colpi. Esatto, è 6. Abbiamo un Gran Maestro Dread Knight che costa un disastro e fa poco, con un lanciafiamme, il suo bellissimo incinerator pesante che fa 2 di 6 colpi, forza 6, meno 1-1 no cover, 18 pollici.
un Psyche non pesante, che è l'unica arma decente in questo esercito a tiro, perché sono 6 colpi forza 10 meno 1, 3 danni. Ok, ok. Due unità da 5 stare squad, una all'interno di questo edificio qua, una lì. Okay, okay. Tutte le due unità hanno uno Psyche non. Ricordiamoci che hanno uno scout di 6 che non posso fare sugli obiettivi in questa missione, e in più possono stickare gli obiettivi. Un'assassina Calidus. Poi in riserva abbiamo due singoli bibliotecari Terminator, il buon Draigo aggregato a 5 Terminator con standard apotecario e Psychenon. È veramente poca roba rispetto a quello che hai tu in lista, però ci permette di fare molte cose carine, non fosse questa missione secondaria che mi legherà molto le mani nei Sembra miei giochetti. Sembra fatta apposta. Bene. Allora, gli obiettivi ti bloccano il movimento. Per caso ci arrivassi sugli obiettivi, lui ti riduce di uno, lo ci sembra proprio... E in più ha tanta bua contro il mio unico veicolo. Sì, fatto apposta, sembra che io sto targetando quel Dreadnought con tutto quello che ho. Quindi. Ti avvisiamo, non è una marchettata, non vogliamo far vincere il Mac perché è un codex nuovo, ma... No, sono pronto a riprendere le botte che non ho preso al torneo questa domenica, quindi oggi Bene. Mi sa che tirerò peggio. Quindi... Allora, vediamo per chi inizia. Bene, inizio io. Tutto tuo. Ma io inizio con i momenti esploratori. Sì, e dopo ci sono anche i miei. I momenti esploratori prima della pre-partita, quindi semplicemente... Ok. Sì, in partita della grafica, io mi danno secondo la top, muovo questa unità qua e poi faccio la mia fase comando. E okay. Già che ci sei, vuoi che faccio io contemporaneamente la mia? Ma fai tanto, non cambiamo niente in questo esatto, caso. Esatto, siamo dall'altra parte del campo. Ma allora non toccano l'obiettivo. Non dovrebbero esserci problemi. Anch'io li metterò farlo. Che saranno adiacenti all'obiettivo. Sì, sono circa mezzo pollice, devo arrivare con i 6 pollici di prepartita. Anzi, non sai cosa faccio? Li lascio abbastanza più vicini, così si prenderanno il tiro invulnerabilità fornito dal loro granchio di fiducia, che sicuramente ci arriverò lì a... In realtà mi andava meglio partire per secondo, sai? Perché posso giocare molti più che i miei shenanigans strani con portare un secondo. Mi stavo giusto chiedendo cosa avrei preferito io, ma non ho fatto tempo a rispondermi che hai vinto tu, quindi... sì, diciamo che col Green Knight partire per secondo mi permette di uscire a fine primo turno dal campo avversario certo. E entrare già in Hipster nel primo turno tuo. Beh. Che mi cambierebbe molte cose, in realtà non tanto in questa partita, perché mi sono limitato agli obiettivi, però, bene. Ok, la mia fase comando è semplice. Questo obiettivo sarà stickato, quindi dopo metterò un segnalino qualcosa, ce lo ricordiamo, e la fase comando è finita. Ok. Bene. Io devo dichiarare un paio di cose in realtà all'inizio della partita, okay. E ho la mia regola di area di esercito, che devo decidere quale delle due... Esatto. Dottrine. Devo decidere quale delle due dottrine attivare. Di solito, dato che parto secondo, di solito prendo il protettore e mi sa che lo farò anche stavolta perché tu non resterai tanto nella zona di schieramento. Quindi sarò in protettore, significa che quasi tutte le armi del mio esercito vanno pesante e se tu mi spari a unità nella mia zona di schieramento, tu hai meno uno alla penetrazione. Perfetto. E inoltre devo decidere... Sai qual è il mio VP più alto? Meno uno. Il cannone pesante suo? È meno uno. Vabbè, contro i caster. Ah, no, la dottrina, quindi niente. Ce l'hanno quel codex? Solo con lo stratagemma. Ah, devi pagare. Scusa, col detachment. Con il detachment dei Castellan guadagnano la dottrina. Ah, ok. È l'unica cosa che fa il detachment. Ah, è vero, l'ho sentito. Sì, e sì. Inoltre, io dovrò dichiarare il cantico, cosa sta cantilenando Cole in questo turno. E direi che, dato che cover, non penso che me ne farò troppo questo turno. Penso che andremo al. E reroll degli 1 per colpire a tutte le unità entro 6 pollici da lui. Cioè, anche tutta la partita da cover non ti servirà perché tanto io VP non ce l'ho, quindi... E allora siamo a posto. No, in realtà ti ho mentito, ho un VP meno 2 sull'attacco psionico di Draigo. Ok, non so cosa dirti a questo riguardo. Ma... Sì, molto terribile. Sì, ragazzi, mi spiace dirlo, i Grey Knights sono uno dei tacci più belli al momento a livello di regole, perché hanno questo giochetto bellissimo, mi rischiero, ma hanno un piccolo problema. Hanno dei profili... I melee fanno, perché comunque fanno molti attacchi, però in tiro è abbastanza una miseria. Bene. Mettila così, abbiamo passato tanto tempo a parlare del tiro invulnerabilità, per esempio di quell'unità che di Schitari con il Tecnoprete, hanno un'armatura al 4, invulnerabilità al 4, che significa che non è che cambi molto. Beh no, posso avere l'armatura. Bene, sì, direi possiamo partire con... Sì, il turno, adesso è il senso. Sì, hai ragione, devo partire col turno. Tanto parto con te. Sì, lo so, devo pescare le carte. E mi fase comando effettivamente. Allora, pesco i miei due obiettivi secondari
Defense Stronghold che non può essere fatta al primo turno, quindi da già perfetto, cambio. Ne peschiamo un'altra. Boh, Deploy Teleport Omar è fattibilissima. Devo se arrivare al centro, è fattibile. Sì. Non, penso che non puoi fare quella nella mia zona di schieramento questo turno, però... No. Engage All Fronts. Bene. Ok. Andiamo molto bene. Quindi potevo posso iniziare a capire come muovermi. Bene. Bene. L'ho già detto? Allora, quello che potrò fare è giocare un po' con i miei avanzamenti. Facciami solo controllare un attimo un po' di misure. Io devo controllare un po' di cose. Sì, in realtà 11 posso arrivare al centro, però tu potresti tranquillamente caricare il primo turno, così ti arriverai una carica al primo turno per fare 3 punti vittoria. Potrebbe non essere una buona idea. I Castellan sono là apposta, stanno solo aspettando di menare le mani. Devo essere io del centro? Entro 6 al centro, in realtà. Basta arrivare entro 6 al centro. Non devo neanche avanzare, forse. Entro 6 al centro, devi arrivare qua. Arrivare qua. Devi oltre... essere Holy Within o ti basta essere Within? Non mi ricordo, ti chiedo per... non lo so. Entro le... entro 6 dal centro. Allora, perfetto, basta che lo tocchi. Mm-hmm. Esatto, quindi se potrei fare il Dreadmite, effettivamente, si può mettere a 6 dal centro e far l'azione. Se obbedire a regalarti, diciamo che credo che devo essere a 6, quindi a 18. Si conta che i Castellan si muovono solo di 6, sono 20. Sì, sì, sì. Beh, in realtà sarei a 18 del Castellan, quindi sembra una carica molto rischiata. Una carica di 12 e ci però provo. Il tacchino potrebbe arrivarci, dipende da quello che farò il tacchino. Allora, direi che intanto il Drainite si metterà qui. Quanto hai paura del tacchino? Non tanto in realtà, però mi interessa piuttosto fare... Cos'è che posso spararti meglio con un Drainite o come potrei spararti meglio con... Allora, dipende anche da a cosa vuoi sparare, perché ti ricordo perché questo turno, stavolta c'è questa cosa, i caster hanno resistenza 10, perché partono col protocollo di Aegis. Quindi adesso. Quindi io avrei forza 10 col Drainite. Quindi feriresti al 4. Posso piuttosto shottare il tacchino, magari, ma non credo che ne hai visto il tacchino. So. E ti ricordo che ho stealth col tacchino. Ah, giustamente. Non te lo vedo, quindi Drainite fa un'azione. I miei Terminator invece quello che faranno sarà avanzare. Venghino. Quindi avrò 11 pollici di gioco. Hanno 6 pollici incantiti. Esatto. Faremo un bel lavoretto, ovvero ci metteremo in modo da toccare l'obiettivo con 3 modelli. Per avere un minimo di OC sopra. Sia mai per soltanto mi capitano secondarie facili. Oppure... Vuol dire queste prime pescate non sono state fantastiche. No, assolutamente no. Anche perché il teleportform è chiaramente fattibile, ma... Non è fattibile la parte ghiotta che sono quelle della zona di schieramento avversaria che tu, tra l'altro, potresti fare abbastanza facilmente, ma non questo turno. E quello è il problema maggiore, esattamente. Allora, questo è il metodo di edificio. Non questo turno, giocando per primo. Giocando, sì, per primo. Giocando per primo. Forse in qualche modo riuscivo a fare qualche cosa carina, ma questo abbiamo stickato, quindi posso muovere questi anconi fuori dall'obiettivo, o meglio, fuori dal turno di vista, sia mai che un certo volante ci... Muore di 20, detto? Muore di 20. Boh, non ci arriva esattamente dentro il terreno, quindi non potrà vederli. Mm-hmm. Non ti regalo del fuoco, diciamo. Loro si muovono sull'obiettivo, dietro il muro. Quanto muovono loro? Loro muovono di 8 pollici. E avanzano a carica, hanno... hanno uno stratagemma per farlo, ma è l'altro detachment. Okay. E hanno più 1 a caricare, che diventa più 2 se finiscono la carica entro 6 pollici, mi pare, da un'unità di battle line. Da unità di schitari, quindi. Ah, ok. Tua. Esatto, mia. Sì. Quanto ci hanno? Hanno OC 1. Ok, quindi se io metto 5 modelli, ho 10 OC, se non muoiono modelli. Esatto. Facciamo così, guarda. Tac. Diciamo che io tocco l'obiettivo con 5 modelli, tutti i 5 modelli, sia mai il tuo turno. Ok, quello non è stickato, questo è stickato. Quindi hai detto quanto sei di distanza? 15 sì. Pollici, 16 pollici. È una carica di 8 circa, dovrebbe essere. Ci proverò magari. Esattamente. Allora, anche questi qua avanzeranno, quindi faremo un altro movimento di 11 pollici. Il turno è quasi finito. Mi piace perché il mio durerà almeno la fase di movimento e poi anche il tiro, ma anche se non avrò tutti i target che voglio, durerà penso il triplo di così probabilmente. Oh, facciamo così, tanto... Cosa puoi farmi? Puoi caricarmi quei Castellan? Sì, potresti arrivarci. Vedremo. Se caricare quei Castellan. Ok. Allora, il mio turno direi che è finito qua, perché non ho altre cose da fare, perché ho fatto i miei movimenti.
Lì ho fatto l'azione. Quindi ho fatto deploy teleport armor per ben 3 punti. La Kalidus è rimasta ferma? La Kalidus è rimasta ferma, non credo si muoverà perché non deve fare niente. Ok. Potrebbe andarsene a fine turno. E engage, non riesco a farlo comunque questo turno. Potrei quasi decidere di scartarlo per un CP. Vediamo un secondo, fai per calcolare. Posso turno nel secondo, quindi ho le riserve potenzialmente. No, tengo engage. Quindi il mio turno è finito. Molto bene. Allora, io ho un paio di cose da dichiarare in fase di comando, penso. Cambierò subito il protocollo dei Castellan, perché mi piace l'idea di venire a menare le mani. Quindi i Castellan andranno in modalità melee, schiaffi e botte, e quindi avranno più 2 attacchi con tutti i loro pugni. Certamente. E inoltre, devo dichiarare, il mio tecnoprete ingegnere, quello vicino ai Castellan, riparerà loro, tra virgolette, non vogliono essere riparati, ma dà a uno solo di loro, perché deve farlo al modello e non all'unità, okay. Deve dare un Feel No Pain al 5+. Ok, perfetto. E inoltre l'altro darà questa stessa cosa, questo Feel No Pain, al granchio accanto a cui è piazzato. Inoltre dovrò dichiarare un acquisition target. Che immagino sarà quello centrale. Cioè, c'è un'unità di Terminator, il punto è che puoi spostarla tu, se mi avvicino. Esattamente, questo è un tuo rischio. Se mi avvicino entro? 9 no, pollici? Devi stare a 9,1, quindi... usare una carica di 9, se tu vuoi caricarmi con l'unità. E se io sparassi e basta? Potrebbe essere un'opzione, comunque avresti il bonus. Sarebbe interessante. Magari potremmo fare così. Invece di dare il più 2 attacchi melee ai Castellan, gli daremo più 2 attacchi ranged. Ok. E cercheremo di sparare il più possibile su quello che sarà il mio obiettivo di acquisizione, quindi sarà quello centrale. Perfetto. Quindi il mio tecnoprete là dietro non farà il suo CP bonus, perché quello non è il suo obiettivo di acquisizione, è triste e va bene così, è la vita. Ce lo siamo giocati. Va bene, non è un problema. Bene. A questo punto potremmo passare alla fase di... Le carte. Le carte, perché sì. Chiaramente mi dimentico sempre di questa cosa. Quindi peschiamo Assassination. Ho 2 personaggi in campo in questo momento. Opinabile. Uno è un Dreadknight. E Defense Stronghold, che devo mettere via. Esattamente, perché giustamente non può non capitare ogni volta il mio turno. Engage, guarda. Anch'io! Io ho il volante che potrebbe fare questa cosa. È un po' difficile, perché... controllo. Perché dovrei avanzare, mi sa, per farlo. Diciamo sì, perché ho calcolato il 20 pollici e li ho avvicinati qua. Se sono 22 pollici al centro del tavolo, ogni metà di tavolo. Adesso appena andiamo in fase di movimento te lo controllo, te lo dico. Secondo me non posso farlo facilmente. Verifico subito. Allora, basta che tu sia a 22 da quel bordo lì, quindi 26 da questo. 26 da questo bordo. No, 20... 28? 28. Deve essere a 20. 6 pollici dal centro. Sì, 28. Devi arrivare lì. Se avanza, guarda, se avanzi ce la fai, perché fa un sei bel a 23 tiro. Da qua, devi fare almeno un 3. No, scusa. Sei a 28 esatti, quindi fare. No, non ce la fai. Impossibile. Perché rimessi la mia unità, dovresti andare in diagonale. E. Ah, ok, guarda, la regia ci aiuta. Ah, ok, perfetto. Ah, bellissimo così. Bordo in te... Guarda. No, no, 26, mi sa che è difficile. Diciamo così, sai com'è possibile questa cosa? Se ti entro con questa carica qua. Sì. Comunque carica lì, ce fai. Faccio 3 quadranti, 4 non li faccio, ma 3 quadranti posso sperare di farli. E va bene, quindi queste Assassination, e uno, il tuo personaggio è in questa... Io ho l'Inquisitore nell'unità. Sì, che è in questa unità qua, e c'è la Kalidus là dietro, che... E il Dreadnought è un personaggio. Ah, il Dreadnought è giusto, è un gran maestro. Sì, vabbè, la Kalidus non la posso fare, penso, è impossibile. Ti metto un piccolo token per segnare. L'Inquisitore, se tiro da Dio veramente sul tiro, ma mi sembra difficile. E il Dreadknight la vedo dura. Quindi mi sa che Assassination se ne andrà, perché è un po', è un po' dura. GP, no? Differente. Perché non solo uno, e volevo usare i nuovi stratagemmi. Due ne hai. Giusto, è vero. Dai, usiamo un CP allora. Facciamo un CP e ci scartiamo Assassination. Ah, adesso devo ripescare questa, ma tanto verrebbe scartata di nuovo. Vai un po' al mazzo. Ok. Questa Ascension metti da parte, così non ci siamo. Sì, giusto, grazie. L'avrei messa al contrario nel mazzo. Ma... No Prisoners! E questa è un po' più dura, perché potresti fare lì, a quel punto, e forse col Drain qualcosa riesci a farlo. Forse sì, vediamo. Va bene, ok, interessante. Allora, questo è fatto. Io appunto il mio dottrine cantico l'ho già dichiarato nel tuo turno, e quindi siamo a posto così. Bene, questo possiamo le mettiamo qua. Possiamo iniziare con movimento, quindi io verrò di là
e comincerò a muovere un po' di unità. A questo punto la domanda è: se io vengo qua, se io vengo, entrano i pollici da questi. Questi sì. Si ritireranno? Potrei farlo. È una domanda. Io lo farò comunque. Quindi loro si muovono di 8 pollici e finisco sicuramente entro 9 pollici da te, perché finisco, abbiamo detto che erano 16 pollici circa, sarebbe una carica da 8, quindi se vuoi... No, resteranno. Resteranno. Immaginavo, perché altrimenti io avrei potuto sufficiente caricare da sul centro, sarebbe stato interessante. Allora. Una cosa di questo tipo. Va bene, quindi loro si sono mossi, non hanno avanzato né niente. Questi ragazzi qua andranno sull'obiettivo e potranno sparare qualcosa sul centro, no? Su quei Terminator là direi di sì. Quindi proveranno a sparare qualcosina e vediamo cosa riescono a colpire. Si metteranno qua sopra, magari possono, che uno potrebbero fare il plunging fire. Ricordami, si possono mettere in unità un po' sopra, un po' sotto? Sì, perché la coesione verticale è di 5 pollici. Perfetto. Allora fare perché ho iniziato a fare efficienti di 5 pollici, quindi hanno cambiato da 3 a 5 verticale. Molto bello. Quindi loro se ne stanno sull'obiettivo, loro sono unità di Rangers, quindi avranno sticky sull'obiettivo, anche se questo turno ci sono sopra, quindi se lo... Restano da sopra. Viene di qua anche il signor Doomcrawler, perché vuole sparare. Mi piace l'idea. Mi sa che ho fatto una gigantesca... Dovresti andare al massimo da qui circa qua. Cerifica qua circa? No, mi sa di no. Ma non ti posso sparare in quell'edificio? Non tocco l'edificio, là, tocco l'altro. Ah, no, non ho il Dreadnought, non ho il Dreadnought, pensavo di terminare. No, sì, assolutamente, li vedi. No, solo il Dreadnought. No, il Dreadnought lo davo per scontato che non potevo farlo. Stavo okay. Pensando proprio che avevo fatto un errore, perché avrei dovuto mettermi in dottrina di protettore per avere assalto. Perché avrei potuto muovermi un po' di più. Però non sapevo esattamente tu cosa avresti voluto fare questo turno. E quindi non ho fatto questo rischio. Loro potranno sparare un pochino a quei Terminator là dietro. Con il plasma possono fare qualche danno, magari si vede anche il cecchino, sì, ci possiamo stare, dai. Vediamo cosa combinano. Il tacchino purtroppo non caricherà questo turno, perché appunto abbiamo detto di non farti ritirare le unità. Quindi lo faremo avanzare un pochino lateralmente. Se tu vuoi spostare questi, lo potrai fare. Non può muoversi circa di quanto vuole. Facciamo una cosa così. Non devo muovermi entro 9 da questi, quindi teniamo un punto. Questo qua si muoverà anche un pochino, andrà tipo qua. No, tranquillo, stavo pensando tra me e me. Lui ha 18 pollici di range, quindi potrà sparare, potrà anche sparare potenzialmente. Tanto, approfittiamo di noi upgrade, così mostriamo un po' questi modelli fantastici del Mac. Dai, oggi abbiamo un bel matchup, perché comunque i tuoi questi Green Knights sono bellissimi, veramente. Purtroppo, mi devi spiegare come hai fatto a farli così cromati, sono veramente... Ah, ok. È abbastanza semplice. Interessante. Vado anche a... guardare un po' gli altri mezzi finché tu muovi. Certo, tanto se abbiamo qualcosa di diverso finché c'è questa fase un po' di transizione visiva. Come dicevo, tra l'altro, questa mia fase di movimento durerà abbastanza, perché sì. Sì, diciamo che è tutto un vecchio Horde il Mac, con questi ultimi codex. Sì, vabbè, lasciamo stare. No, in realtà, a quanto ho capito, se vuoi giocarlo meta player, appunto, giochi abbastanza pochi modelli, perché giochi Catafron. I tacchini anche. O i tacchini, se vogliamo, sì, però dai. Solo che diventa un agito che prende e paghi euro... Appunto. Esatto, praticamente conversione 1-1, che non è una cosa che molti giocatori vogliono fare. Già Warhammer è un hobby costoso, ma... O peggio, può diventare anche 2-1 se sei in Australia. Non voglio sentire queste cose. Costa, mi pare, 75-85 dollari un tacchino in Australia.
Non ho parole per tutto questo. Lui si muoverà un pochino, anzi, dove starà qua? Perché in caso voglio dare acquisizione a quello. Non te faccio notare che alcuni pezzi sono convertiti dai pezzi rosersi per dargli un po' più di carattere. Invece i castella sono convertiti, giusto? No, non sono pezzi rossi, queste sono le teste, sono altre parti, Ah, perché ok. sono, non mi ricordo neanche di Sono che molto più sito. belli, A me la sì. testa di base di Castellan proprio non piace, e Madonna. quindi vabbè, penso che sia una cosa abbastanza comune. Sai cosa? Invece loro li muoverò un Madonna, pochino sono più in tanti. basso. Loro li muovevo un pochino più giù. Verifico subito. Non dovrebbe, ma verifico subito. Ah, quindi tu finisci muovere contro una cosa tecnica. Sì. Adesso sto sbattendo per terra tutti gli edifici. Mi sono ricordato che voglio muovere anche l'altra unità di fanteria. Ok, si è attivato forse. Ok, non so se è attivato, ma non oggi. Ah, si è attivato per ore 3 Mi volte. si Ok, muoveva come un di solito. pochino più in Signori, qua. abbiamo una chat attiva, scusateci. Bene. Sto Poi magari muovendo. quando avremo momenti un po' più interessanti, faremo anche altri primo piano. Magari quando quei Cataphron arriveranno in faccia al Draenite. Sì, oppure il Dreadnought arriverà in faccia ai Castellan, appunto, è una cosa. Sì, Vediamo chi chi arriva arriverà primo, prima, eh? esatto. Entrambi vogliono menare le mani, mi sembra giusto, insomma. Li lasceremo fare. Non penso che nessuno dei due verrà cancellato da tiro, perché appunto sono entrambi abbastanza resistenti, mi sa. Non ti ho chiesto le caratteristiche difensive del Allora, Dreadnought, ma. dico tutto tranne i popolani sfigati Sì? sono armatura al 2 e armatura al 4, quindi anche il Draenite. Popolani non sono armatura al 2, solo. Sono. E Draenite ha 13 ferite e resistenza 8. È una presa in giro, lo so. E costa quello che costa, sì. E capisci quando uno legge Objective Draenite, achieved. quando legge il profilo del suo Ok, modello a sì. 220 punti che fa 5 partite per 4. Sì, ok. È un po' triste perché. Vabbè, non puoi neanche dire di base perché il modello è così bello e almeno voglio dare giustizia. Il tuo è molto bello e quindi vorresti dare giustizia e invece non si Dopo può. lo mostreremo in primo piano così Ecco, si vede si vede la tristezza in tutto e in, completamente per vedere quanto ci dispiace che non sia molto forte. Ok, va bene. Io ho. 22, nel frattempo si è unito al capitolo e ci dà buonasera. Buonasera a tutti. Bene, il tuo momento è Buonasera. finito, quindi possiamo passare a una fase che mi farà piangere lacrime Ci cromate. speriamo. va bene, cominciamo dalle cose ovvie, che sono le unità che non hanno molte unità a cui sparare. E Ah, non quindi, hai mosso Volante. ah sì, magari il volante può fare delle cose. Non farà engage on the fronts, abbiamo Ma detto, sparerà ma qualcosa. sparerà comunque e penso che lo manderò in questa direzione perché tanto il Dreadknight non vorrà venire da me, quindi sparerò un pochino al Dreadknight, dai, facciamo così. Sì, effettivamente. Quindi lui farà un movimento di questo tipo. Non penso che entro 9 pollici da niente, perché non voglio farlo. Neanche da loro, perché loro in effetti tanto l'obiettivo erano già sticcato, quindi Esatto, magari loro volevano sono lì giusto andarsene. per. Loro volevano andarsene, magari. E tra l'altro, stupidaggine, perché è l'ultima cosa a muoversi, quindi magari uno dice, lo fai prima così, magari. Vabbè. ok, questo l'abbiamo fatto. E adesso davvero ho mosso tutto. Bene. E quindi possiamo sparare qualcosa. Dicevamo. Beh, intanto iniziamo il volante allora, dato che si è appena mosso. Il volante sparerà il suo cannone laser su questo bellissimo Dreadknight Sì. e i suoi Phosphor Blaster che ignorano cover sui Terminator. Terminator che E. useranno il Armor of Contempt. Sì, quindi mi diminuisce di uno il VP. Altero più recupero il CP. No, sì, lo recupero, Sì, scusa, scherzavo. recuperato. Recupero, quindi non spendo il CP. Certamente. E quindi questo Phosphor Blaster andrà a VP nullo perché sarebbe VP1. Ah, solo E. VP1? Sì. Ah, aspetta, e cos'altro hai che. Adesso devo Ah, controllare perché hanno perché cambiato il forse ero tu su profilo. Draenite a sto punto. Beh, comunque. Hanno cambiato il profilo del Phosphor Pensavo Blaster. fosse VP2, per questo. No, non è comunque VP2. E VP1 danno 2. Boh, avrei comunque cover. E anche da Ignorano quello. cover Ah, questo ignora Phosphor cover. No, allora tengo sui loro. Blaster. Secondo me Perfetto, ci sta perfetto. perché tanto non li sparerò solo con questo probabilmente. Assolutamente. Quindi. Bene. Va bene, allora cominciamo con questi colpi qua che appunto saranno inutili e sempre gli stabber saranno sempre su quelli anche Sì, se non faranno certamente. niente, però Però sei a 18, possiamo quindi spari un tirare. botto di colpi. Va Sono bene. anti-fly i stabber suoi? Cosa? Sono anti-fly? No, è tutto quanto è, dicevamo, più uno a Sei un colpire tutto no-fly. quello che non vola, non ha Quindi niente ad hai più uno a antivolante. colpire il Draenite, perché il Draenite ha solo mosso, loro hanno Sì. avanzato, quindi hanno fly. Perfetto, Va bene, e allora contro di loro no, però loro sono il mio obiettivo secondario, tra virgolette, quindi siamo a ovviamente. posto. Yay.
Iniziamo a sparare i primi colpi della partita. Per prima sui loro. E prima sui Terminator, che sono colpi meno importanti. Perfetto. Sono questi 6, quindi hai 4. Sì. E facciamo così. E sono questi 2 al 3, perché porta 6. Ok. E vediamo 0-6. Benissimo. Cominciamo benissimo. Stabberini sono 2. Sono 2 stabber, che quindi diventano 12 colpi. 4, 6, 9 e 12. Ce la possiamo fare. E 12 colpi. 12 colpi al 4 sempre. E i 6 sono sustained, ma non ci facciamo questo problema perché non ci sono sustained. Mi pare molto non ci sono onesto. 6. Quindi abbiamo questi bellissimi 5 tiri colpiti. Ah! Dimmi, tu dimmi, Cato. L'acquisition target, giusto. Loro sono solo sul bersaglio. Sì, ripeti gli 1 per colpire. Ripeto gli 1 per ferire, mi pare. È un po' strano, quindi devo rileggerlo, scusate, ma... Appunto, codex nuovo. Allora, acquisition target, rirollo lì, ferire di 1. Quindi sono questi 5, ferisco al 4 rollando gli 1. Scusa, resistenza 4, giusto? 5. 5, ok. Quindi mi fermo al 5, ma sono 2 save al meno 0 sui Terminator. 2 save al 2. No, volevo subito un 1 per cominciare col botto. Il cannone laser, quindi con più 1 a colpire al 3. Male, malissimo. Ha risolto molto facile. Questo non è l'obiettivo, quindi non rirò l'1. Esatto, ma comunque è solo per ferire. Ah, scusa, per ferire, solo sì, dire. Sì, sì, no, ma mi sono sbagliato l'1. Esatto, col far rollare l'1 per colpire la gente entro 6 pollici. In teoria mi sono messo in modo da toccare anche un'unità, però dopo ricontrollo. Ma basta che sia un modello sotto, risolviamo, così sei sicuro. A tale proposito, cominciamo a sparare con i Castellan, che spareranno tutti quanti su quest'unità qua. Totalmente. Perché non vedono bene questa. E questa purtroppo Armor of Contempt, anche loro ignorano le cover, però compensi. Quindi avrei un bel po' di save forse al 2. Non hanno blast, niente. Non hanno blast, ma anche loro ignorano cover. Sono 11 per il blast, loro in questo momento. Sì, ok, quindi forse... Vediamo un attimo a cosa sparare con le armi anticarro, perché quelle hanno blast. Allora, dicevamo, perché hanno cambiato i profili anche di queste armi, quindi devo ricontrollarle. Comunque dopo risponderò al Monprimar che mi ha chiesto la ricetta della lava, dopo ti faccio un piccolo sguardo, ti faccio vedere il modello nel dettaglio, così vi dico come faccio queste basette. Assolutamente, abbiamo anche i pistacchi, sai? Raccolta dal campo. Che cerchi? Avevo fatto così delle basette vecchie di Warhammer Fantasy, dei nani, ma non mi sono venute così bene, ma era anche parecchio tempo fa. Allora, sono questi 20 colpi, sono con... questa sarà l'arma ad anno 1 e hanno un'altra arma ad anno 2. Quindi effettivamente no, non sono due armi diverse, cioè non sono la stessa arma adesso, però vabbè. Ah, sono separate. Okay. Sì, scusa. Questi qua erano gli 1 per colpire e ho più 1 a colpire perché sei sull'acquisition target e loro sono con col datasmith. Okay. Quindi loro colpiscono al 3 invece che al 4 come sarebbe normalmente. Okay. Quindi questi li rollo, questi qua li togliamo via subito, perfetto. Questi li rolliamo è a posto. E facciamo un po' di non ci sono nessun altro buff. Per fortuna. Questi feriscono al 3 rollando gli 1. Quindi abbiamo 1, 2 e 3. Grazie. Meno male per Armor of Contempt, perché qua altrimenti mi sa che ti facevo male. Sì, fanno 2, giusto questi? No, questi sono quelli danno 1, gli altri che tirerò dopo okay. Sono stessi numero di colpi, ma danno 2. Quindi sono 3, 6, 9, 12, 13, 6, va meno 0. 4, 8 e 5. Ogni uno mi da burra. Ricordiamo che il prossimo turno posso resuscitare un Terminator, ma... Un morto. Beh, se tiri così anche per il secondo tiro, ne faccio altri 2 di morti. Speriamo. No, uno solo, scherzavo, perché allora, sono 2 danni l'uno. Un modello qua. 9. Andrà via. 12. Tu non puoi essere termica, giusto? No, non ti posso caricare con niente. Perfetto. Beh, qui Castellan se faccio un tiro improbabile. No, appunto, allora rimuovo giusto un modello su obiettivo, così più o meno così, dai, caricarlo. Ah sì, ho perso il conto. Allora, dicevamo... 4, 5, 6, 7, 8. Dunque, ci scusiamo, ma non ci siamo accorti. Si è attivata la metà solo sub della chat. E ci siamo fatto notare solo tardi questa cosa qua. Quindi adesso potete commentare tutti di nuovo. Ah. Eh sì, a caso c'è. Allora, questi colpi qua, sempre al 3, rerollando gli 1 per Cole. Questi qua ne ritireremo questi 3. Vedo un po' di 2, anche questo sì. Devo rollare in realtà. Ma va bene così. Non ci lamentiamo perché sono... Comunque non sono tiri importantissimi.
perché appunto questi li salvi comunque al 2. Cioè, questi sono sempre al 3 rollando gli 1. Ma sono danno 2. Sono danno 2. Quindi rerolliamo questi 1 e ci sono anche un paio di 2 là dentro, credo. Ma ci siamo convertiti molto bene qua. Sì. Quindi sono 8, 10. 10 save almeno 0. Meno 1 che diventa meno 0. Questo potrebbe essere molto doloroso. No, due ferite subito. Poteva andare molto peggio. Poteva andare peggio, va bene così. Non mi posso lamentare neanche io. Metto una ferita qua segnata a lui. Spararai Terminator, purtroppo la vita è così, insomma. Non ci puoi fare molto. Questa lista è Ops, all Terminator. Ops, all 2 più per armatura. Allora, niente, sì. Il Data no, scherziamo, c'è l'Inquisitore che è il 3 più del Calidus. La Calidus anche. 4. 4. Sì. E loro hanno armatura dell'artefice. No, 6, cioè, il Mulabia è 4, armatura del 6. Okay. Il Mulabia è 4, compensa. Io è 5. Loro hanno armatura dell'artefice, giusto? O no? Armatura del 2. Ah, sì, ok. Esattamente, sì. E allora, il Datasmith non è neanche tirato perché è a più di 12 pollici, ha solo la pistolina, okay. Lui sta a posto così. Possiamo tirare altre cose. Questi qua. Non vedono quelli dentro perché c'è è chiuso davanti. E allora spareranno ai Terminator con... Io do subito un laser. Grazie. Il cecchino forse vede? Mi prende batterie nuove. Allora, il cecchino sì, direi che vede, assolutamente. Vedono i primi tre, quindi armi speciali. E questo no? Sì, li vede. Ok, va bene. E allora le armi speciali che avevo messo davanti apposta, sperabilmente. Armi speciali, uno normale. Cominciamo dal fuciletto normale, che sono... è una Vanguard, giusto? Quindi sono entro 18, quindi ci siamo a posto. Sono 3 colpi al 4, normalissimo. A posto, ce li togliamo subito. Sono 2 colpi, perché sono in rapid fire sicuramente. Ricorda che siamo nella 10ª edizione, già ho detto, ma perché dare AB3 più al Mac quando può sparare come una guardia? È un esercito da tiro? Sì. Allora, B4 dai, va bene così. Oh. E la guardia, in teoria, dovrebbe essere la versione elite della guardia, ma in realtà tutti i modelli costano uno sputo, quindi vedete che gioco 5.000 modelli e infatti, vabbè. Sì, adesso il fatto che sia di tenersi Horda inutilmente. Sì, vabbè. Perché a me piacciono gli schitari, però il fatto di doverne di giocarne 40 perché ti costano solo 80 punti in unità, e cioè chiaramente li giochi a questo punto qua, fai non li giochi, certo, però. Vuoi giocare un Sergi con quel punto, sì, esatto. Dai, andiamo avanti. 2 colpi di Arc Rifle, che sono i Rapid Fire, quindi 2 colpi appunto, al 4. L'anticarro, giusto? Niente da fare, sì, esatto, l'anticarro. 2 colpi di sovraccaricato, chiaramente, perché sì, è a fucile plasma. Quindi 2 colpi, colpiscono entrambi questi, forza 8, ferirò al 3. E feriscono entrambi, 2 save almeno 3. Quindi almeno 2 persone in cover, quindi al 4. Ignoro cover. Vulnerabile al 4. Sì, vulnerabile al 4. 2 danni. 2 danni. 2 danni, ci riprendiamo. E infine, un colpo di fucile da cecchino. Sempre al 4. Manca, anche lui. Bene. Tutto a posto. Il tacchino sparerà sempre a lui, penso che dovrebbe vederlo. Sì, sì, il tacchino lo vedeva. Quindi ha un colpo di pistolina, al 4, colpisce. Forza 6, penso. Pensavo di... saperla, ma invece mi è venuto il dubbio. Il tacchino l'ho skippato, non ce la posso fare. Eccolo qua, il tacchino ha forza 5, quindi ha 4. Oh, colpisce. Ignora cover, quindi meno 1. Hai ferito? Ok, sì, sì. Ferire, allora al 3. Ok, quindi quelli hanno fatto, loro non possono sparare. Ho ancora un potente carro là, ma me lo sto tenendo per dopo perché sì. Sappiamo già su cui spareranno. In realtà anche sparare i Terminator in questo momento mi fa abbastanza gola, sinceramente. Scusate, devo controllare un attimo un paio di misure perché Cole può sparare là, ma questi tizi qua che sono Vanguard possono sparare là. Beh, in realtà hanno VP0 contro tutto, quindi questi qua tutti quanti arrivano con l'unità di Terminator, quindi spareranno tutte le loro armi antifanteria su, certo, quell'unità di Terminator. E spareranno la loro arma anticarro sul Dread Knight. So che dovrò vederla. Fammi vedere un attimo, ti rubo il laser. Assolutamente, tieni qua, lo tuo. Perché non ho controllato questa cosa prima, in effetti. Quella è l'arma anticarro, quindi non vedo bene l'angolo là dietro perché è sotto un Terminator. Forse sei che no, proprio un pelo. E allora va bene, sparerà. E quello sul bordo proprio? No, mi sa proprio un pelo no. Va bene, allora dovevo mettere un po' meglio. E allora semplicemente facciamo così, sparano tutto quello che hanno. Però mi peggiori di uno. No, allora facciamo così. Tutte le armi antifanteria che sono a VP0 sparano qua, perché? Sì? Perché possono.
E il plasma spara qua perché comunque gli manderanno in vulnerabilità. Il arc rifle invece sparerà a questi se okay. sono entro 15 pollici. Un dia di sia occhio. No, non ci sto. E allora sparerò anche con il qua. E invece il fucile a cecchino sparerà qua semplicemente perché anche loro possono rianimarsi in un modello? Sì, tutti i Terminator. E allora niente, sparo con tutto qua semplicemente. In realtà ti dico tutti questi calcoli. Il cecchino sul mio inquisitore. Sì, sull'inquisitore, infatti male e tocca il terreno. Ah, ok. Non ci avevo neanche pensato. Vabbè, vediamo se colpiscono, non ha senso farsi queste domande. 3 6 9 12 15 18 e 21 colpi di carabine, quindi questi colpiscono al 4 e rollano gli 1 perché dovrei essere in questo 6 pollici da Cole. Famosa edizione in cui si tireranno meno dadi. Sì, ci saranno meno reroll, esatto. Io non ne ho neanche uno in questo esercizio strano sul Draenite col potere psionico. Tu li hai perché se uccidi un personaggio, hai più reroll di me. Per l'Admech qualsiasi... Ma... Qualsiasi cosa faccia l'Admech, hanno detto, sì, fategli rollare il tiro per ferire, e poi il tiro per colpire, sì, e poi, già che ci siamo, questi qua hanno anti-infantry al 4, e avrei un più, sì, anti-infantry al 4, e rollo gli 1 perché... Ah, di base anti-infantry al 4? Sì, le carabine sì, quindi tutte le armi della Vanguard. Bellissimo. Quindi questi anti-infantry al 4 e rollerò questi 1 perché sei il mio acquisition target. Interessantissimo, contro unità tipo i nani che hanno resistenza 6. Esatto. Scusa, gli incubi dei nani dopo l'ultima partita contro di loro. Infatti mi sembrano molto contento. Sono 5-6 a meno 0 sui Terminator là. 5-6 a meno 0, uno con una ferita rimasta. Non vedo subito sulla ferita. E rimarrà vivo, tutto a posto. A questo punto... Io mi spato con il plasma, quindi ho una ferita rimasta. Il segno è giusto. Sì, ok, restiamo coerenti. E due colpi di Arc Rifle al 4, rollo gli 1, rollo questo 1. Niente da fare. No, non ce la facciamo. Non ce la possiamo fare. Un colpo di cecchino. Questo è il potere. Rerolla questo uno. Dall'altra parte forse? No, niente da questo fare. Questo è il potere della corazza cromata che splende e ti acceca. Esatto, esatto. Altro che i tuoi catafron, io ti acceco. È proprio vero. A questo punto possiamo sparare il... ho ancora il plasma, ma me lo terrei per dopo perché vorrei prima sparare il colpo del Dominus. A danno 2 se sei entro 12 pollici, che penso che tu non sarai. Da chi? Dai... Dal tecnoprete. Penso che sei subito, subito oltre. 12? Sa che sei subito oltre, sai? Sì, sono subito oltre. E allora sparerò il corpo dissipato invece di quello normale, cioè di quello concentrato. Mm-hmm. Qui il corpo dissipato sono di 3 colpi. Sono 3 colpi, fortissimo, però, che colpiscono al 3, rerollando gli 1, rerollando questo 1. Quindi due colpi entrano, forza 6 ferirò al 3. Quindi questo lo rollo perché sei messo su target. Quindi due save al meno 1 che diventa meno 0. Al 2. Sì! E muore il secondo. Non vuoi CP rerollarlo questo per impedire di... No. Farti morire il terminato? Ho già ricordato il CP turno, quindi non posso farne altri. Ok, se, devo finire di attaccare con lui perché devo. Abbiamo una Phosphor Serpenta, quindi un colpo. Al 3, rollo gli 1, niente da fare. E abbiamo. Lui ha fatto e devo ancora tirare i colpi di plasma. Okay. Quindi due colpi di plasma, sovraccarica. Ah, non ho fatto il. La Hazardous, lo facciamo subito perché mi dimentico. Sì, giustamente, però. È morto. Giustamente. È andato. E dopo cos'altro è l'Hazardous? No, quello è il. No, solo. Il plasma, ok. Sì, questo è il plasma. Ok, sono simili armi. Sono simili. Dovrei dipingere diverse, mi piacciono così. E quel plasma là. Non c'è collisione di colore armata. Puoi fare le cose diverse, tipo in Horus Heresy, puoi fare le cose che sono. Viola, che riprende un po' il dama. Siamo un colore in più, brutto. Oppure un verde, ma non lo so. No, il verde no. Quel plasma là, dicevamo, sempre sovraccaricato su questi Terminator qua. Quindi due colpi al 4 rollo gli 1. Colpiscono entrambi molto forti, niente sustain purtroppo. Al 3 rollo gli 1, perché forza 8. Sì. Due ferite al meno 3 che diventa invulnerabile al 4. Quindi un altro morto. Questo è stato un bel tiro, un brutto tiro da parte tua più che altro. Morirà lui, no. Non l'apotecario, muore a lui. Ah, perché deve essere quello con l'artecium che è di fare resuscitare. Se togli l'apotecario potrei avere un problema. A questo punto... Deve essere qua adesso. Vabbè.
Con quell'unità ho finito, devo tirare Hazard su quell'unità là, perché ho sovraccaricato anche quello. Muore anche lui. Però ha fatto un Terminator morto, lui ha fatto il suo. Lui ha fatto il suo. Chi altro ha ferito? L'altro ha fatto due ferite a un Terminator, poi è morto, pensando che costano 9 punti l'uno. Certo, è l'arma speciale, quindi non può contare la stessa cosa. Costano 40 e passa. Diciamo che... Ok. E poi, quell'unità ha fatto, quell'unità là vede entrambe queste, ma sì, sparirà a questa qua. Che ormai vedremo, è smizzata. Perché a sto punto, dato che è il apotecario, cerco di fare più danni possibile. Okay. Ma devo vedere, quindi verrò un attimo di là. Di muro lui, sì, così non perdo la coesione. Ci sta, ha senso. Cioè, perché ho rimosso quello? Ho rimosso quello... Sto venendo di qua perché devo controllare un attimo la range, sì, dei... Sì, tu lo controlli tutto. Ok, no, ci sto con tutti, con le carabine. E... sono in rapid fire, dovrebbe essere questo tizio qua che a 15 pollici c'è in rapid fire. Quindi perfetto, posso sparare con tutto senza timore e con allegria. Facciamo 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 colpi. Loro non rerollano perché non sono vicini a Cole. Sì. Mi piacerebbe, ma niente da fare. Colpiscono al 4, rerollando niente. Ho tirato, non riesco a capire se è un bel tiro, ma mi sembra un bel tiro. Pardon. La regia fa segni da scimmia primordiale. Pardon. Per indicarci che mostriamo la nostra capoccia ai teatrali. Allora, sto dicendo per chi è a casa che non può vedere la regia. Una spiegazione. La prossima volta tolgo il cappellino e faccio il taglio alla attacca. Bellissimo. Questi qua, quindi sono questi 12, al infanteria 4 rollando gli 1. Sempre acquisition target. Quindi rolliamo questi due, uno, e sono al 4 in anti-infantry. E sono questi 6, 6 va almeno 0. Sono 6 male. Fantastico. E è stato neanche un nuovo ferito, quindi sono due colpi di Arc Rifle, al 4 rollando nulla. Entrano entrambi, molto forte. Veramente. Molto forte. Soprattutto. Questi hanno antibiotici 4+, ma hanno Devastating Wounds, che potrebbe essere interessante. Quindi sì, questi con forza 7... però non sono più mortali, quindi niente. No, non sono mortali. Esattamente, sono Devastating. Al 3... Perdo tutto. Vedi, al 3... Cioè, gli Eldar mi nerfano a me. Rerollando gli 1. Rerollando questo 1. E una devastante. Una devastante e una ferita, giusto? Esatto, sono di 3 danni questo. Ok, fai 2 di 3 danni. Quindi sono una 2 volta perché... sì, giusto, perché potrebbe. Quindi di 3 2 sono 2 danni e, basta. E non rerollo niente e basta, siamo a posto. E a questo punto c'è il plasma, quindi 2 colpi di plasma, sempre sovraccaricato perché certo, non siamo qua a fare altro, che non colpisce. Non colpisce e forse muore? Agitata del no, no, non sono agitato del sotto. E vediamo se muore. Beh, è morto. 3 su 3, mi pare un ottimo numero. Cosa succede? Non è così, lo tolgo adesso. Fatto sì, prima, finisco di sparare. Ok, grazie. Dovrebbe essere... E quello in nero, perché non ho un altro plasma. Ok, perfetto. Eccolo là. E a questo punto, un colpo di cecchino mi è rimasto. Il 4, e lo manca. Grazie. Mettiamo. Non è che avrà fatto bene anche le armature, le corazze, ma sti fucili plasma... I plasma non gli sono riusciti. ...di una partita fallata. Sì, sì, ma infatti, non riesco a capire. Questa... Beh, almeno gli altri hanno fatto ferite, questo qua proprio non è anche riuscito a colpire. Esatto. Proprio fallato suo. Bene, quindi una terza unità ha fatto il suo lavoro. A questo punto c'è quella quarta unità là, che sempre vede solo questi ragazzi qua. No, muro davanti, no, ok, aperto. Dovrei... l'altro qualcosa, scusa, no. Sì, sì, abbiamo sì, un set chiuso, un set aperto, quindi non okay, qua è. Mi pareva che fosse aperto, quindi... però devo vedere con cosa riesco a capire. Quelli invece sono ranger, quindi possono sparare da più lontano. Sono sempre di qua. Quindi per colpire, tutti quanti a 30 pollici riescono a colpire, ma le armi speciali, che sono queste qua sopra, non sono in rapid fire. Okay. Quindi non sparerò 2 colpi di Arc Rifle e va bene così, insomma. Ce lo faremo andare bene. Quindi spariamo le armi normali, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 colpi di fucile. Quindi questi 14 colpi al 4. Ho fatto una cosa molto interessante. Vai. La regola di missione mi invita ad entrare in deep strike, cioè in riserva in generale, sull'obiettivo, anzi nessuno, oppure nella zona di schieramento avversaria. Però posso arrivare sul mio in deep strike, quindi metti caso tu entri nel mio obiettivo, posso arrivare in deep strike sul mio obiettivo. Interessante. No, è giusto una... No, c'è scritto. C'è scritto zona nessuno o schieramento avversaria. Obiettivi della zona o obiettivi, virgola, zona schieramento avversaria? No.
Obiettivi, obiettivi. Non è stimata? Sì, no, no, è giusto. Di schieramento avversaria. Obiettivi di schieramento avversaria. No, no, era interessante. Quindi, però posso entrare nel mio. Posso Metti che io arrivo da te e poi... Vedi che non è così infame. Questi 8 colpi hanno ferito, no, scusa, hanno colpito, 2, 4, no, sono 7 colpi, scherzavo, forza 4, quindi al 5. Quindi hai due bellissimi save, almeno, ah, scusa, sempre a Acquisition Target. 4 save a meno 0. Una ferita. Grandi fucili galvanici. Devo dire, per ora... L'acquisition target sta facendo il suo, è comunque. Un ottimo distaccamento. In realtà, non prende scatole, è che ti obbliga. E soprattutto lo scegli all'inizio della fase di comando. Nella fase di comando, quindi l'altro non, l'altro non ci può giocare contro, bene se o male. Se gioca per secondo, sì. Se gioca per primo, no. Sì, però, cioè, in senso, puoi giocarci intorno alle cose che riguardano il combattimento melee. Sì, sì, certo. Però in ranged, bene o male, comunque io faccio quello che voglio. Beh. L'unica cosa, l'unico che ci può fare qualcosa sei tu, perché puoi cavare la gente all'obiettivo. Esatto. Però in questo qua, appunto, siamo riusciti a giocarci intorno. Sì, sì. Allora, un singolo colpo di Arc Rifle al 4. Entra, forza 7 al 3. Entra, un save al tuo invulnerabile. Salvo. A posto. Tra l'altro forse non era neanche invulnerabile, perché aveva meno 2 che diventava meno 1. E a questo punto un colpo di fucile a cecchino al 4, entra al 3. Non è devastato in volto troppo. E non credo veda il mio personaggio. No, non penso. Perché ha tipo più di torno. Ma quanto ha VP? VP meno 2 che diventa meno 1. E ignoro cover. E quindi un'altra ferita. Una? È di 3. Vai, tira. Una ferita rimasta. Peccato. Dietro. A questo punto la domanda, per la prima volta nella partita, che non mi faccio molto spesso, è: devo sovraccaricare questo plasma? La risposta è sì. No! Vabbè, si è scollato, non però. Dio, questi ciuffi. Io giocavo una volta a Elder Oscuri e su queste cose. Quando dipingendo Elder Oscuri adesso è... Diciamo, avevo dei modelli una volta che sono rotti una quantità di volte che alla fine erano in piedi, erano mostri di Frankenstein, tipo. Li sovraccarico comunque, perché vabbè, in caso si deve morire, almeno abbiamo un bel memino del fatto che sono morti 4 plasma su 4. Guarda, sarebbe un bel record. Quindi questi 4 colpi, questi 2 colpi al 4, uno colpisce, feriscono al 3, rollando gli 1, ma non ci sono 1, vediamo se muore. No, peccato. Potevo, ci speravo a questo punto. Avrei tipo. Fatto il meme sovraccarico per lo sticker per la chat. Sovraccarico? Ci sarebbe stato abbastanza, però. Ok, allora loro l'hanno fatto. Ci serve lui, sì, che sparerà tutto quello che ha qua. Sì, perché sì. Altro. Quindi sparerà entro 18, penso. Quindi sparerà i suoi, sì, la piena potenza dei suoi stabber. Sì, sì. 3, 6, 9 e 12 colpi di stabber che colpiscono al 4. Rollando il nulla con sustain hits 1, quindi di questi ne torna dentro 1 e questi qua feriranno al 5 rollando gli 1, che vedo 2 e 1 già. 3 save almeno 0. Salve. A posto. E infine il cannone che avevo dovuto tirare molto prima, ora che ci penso perché ho blast, però va bene così. Sono 2 colpi che diventano 3. Sono 7, esatto. Cambia poco in realtà, un colpo. Avrei fatto un colpo in più, però comunque un colpo in più è al suo perché. 3 colpi che colpiscono al 4. Lo sparo primo, tipo. Va bene così. E ferirà al 2. Forza 16. E andrà in vulnerabile. Al 4! Uff, sì. C'era quel 3, c'era quasi! C'era quasi! Va bene così. Quindi anche il granchio numero 1 ha fatto. Prendo adesso, prendete la notifica. Fantastico. Stiamo aspettando ancora la cena, no? Quindi a un certo punto muteremo un microfono a testa e mangeremo col microfono mutato mentre l'altro gioca. Lui non è in range chiaramente di Melta di niente, perché è messo apposta, e quindi sparerà il suo atomizzatore solare. E qui mi tengo i CP per un reroll, ci sia mai che tocca di rollare. Ma sai cosa? Mi dica. Perché ha Blast, quindi quasi quasi lo sparo sui Terminator comunque. Sui Terminator? Perché sono solo di 3 colpi. Sì, dai, io lo sparo sui Terminator. Sono di 3 più 1 colpi per Blast. Ok, va bene così. Sì, no, cioè, due colpi, sì. Due colpi. Di 3 più 1. Due colpi che colpiscono al 3 rollando l'1, perché Cole è se stesso e si fa rollare da solo. Cole, non l'altro manager. Esatto. Okay. Quindi entrano entrambi. Sì. Questi qua hanno forza 14, quindi feriranno al 2. E feriscono entrambi. Non c'è devastating wounds, non c'è niente, ma nessuno invulnerabile. Danno 1 è morto, perché la ferita si basta.
Ok, sono tre danni secchi, avrei dovuto tirarlo diversamente, ma va bene così. Altre armi lui? No, no. Allora comunque non potevi fare No, non avevi potuto prima tirare, un pochino delle altre cose là dietro. A questo punto il disintegrato sparerà su di lui. Ma perché... ancora munizioni? Dove stai sparando? Sai che lui sia il record per il primo turno più lungo del... No. Qualcuno che porta guardia, dai. Qualcuno che porta guardia avrà fatto un turno ottimo. Stiamo lavorando la guardia, così. Prima o poi arriveranno guardia. O due guardie anche, arriveranno tre, chissà. Allora, lui aveva detto che resistenza... Mi pigliano dei casi che li metallo di qualcuno, io. Alleluia! La resistenza, lui hai detto? 8. E allora risparmierò anche con i lanciarazzi, mentre gli stabber spareranno su di loro, perché certo. Sì. E non sono entro 18, secondo me, e quindi sparerò... Prima gli stabberini... Hai una cover con lui? No. Voglio comunque una cover, tra una bella altra, ok. 2, 4, 6 e 9 colpi di Bolter di Stabber che colpiranno al. Cos'è caduto? 4 Orlando. Ah, si è staccato il telefono dal polo a telefono. Ah, ok. Sì, no. Sì, dopo lo sono io. Non preoccuparti, Dio. Ma no, che tiro! Questo sì che è un bel tiro. Cos'è? Sono. Questi sono gli stabberini. Sono 3 sustained. Non rerollo questo perché erano 2. Quindi sono 3 sustained. Sì. 6, 9, 11. Ti okay. Sì, tranquillo, stavo aspettando. Quindi questi colpi qua feriranno al 5 rollando gli 1. Quindi abbiamo questi 2 e ho 3 1. Questi là. È un po' il telefono scomodo. Ehi là, che bello. Cos'è sto tiro? Scusi, questi 4 salvezza cosa sono? È meno 0. Sì, no, una ferita. Sì, vedi se sparavo lui prima di Cole, avrei fatto un morto in più. Un morto secco in più, porca miseria, vedete? Se perdo per un Terminator sapete a cosa dare la colpa. Pessime scelte tattiche. Sono i modelli speciali ormai. No, aspettavo anche un Terminator col maglio, che però è l'obiettivo, quindi... 3 colpi di lanciarazzi su di lui, cominciamo sì. Da quelli piccoli. Quindi 3 colpi che colpiscono al 4 questi, sì. Rollando gli 1. Facciamo un 1 per te. Ma non basta. Niente da fare. Forza 9 Twin Linked, quindi okay. Al 3 Twin Linked. Oh! Un 6 va almeno 2. Sì, almeno 1 al 3. Quanti danni fa? Di 6. Sai dopo ancora il resto. 3 colpi di cannone ferrumite che colpiscono al 3 e sempre sono forza 12 e di 6 danni l'1. Ti confermo adesso il VP di entrambe le armi che penso che sia uguale. Ah no, il cannone ferrumite ha VP meno 3. Ho fatto 1. No, no, mentre do l'altro. Il cannone dopo ha più VP di così. Ha VP meno 3. Fammi danni, dai. Ok, di 6 danni. Vediamolo. 5. Questo era grosso, sì. Fa malissimo. Confermo. A questo punto i 3 colpi di cannone ferrumite. Vai, vai, via. Questi qua colpiranno al 3 rollando gli 1. Sono sì. I polsi da call, sì. Sì, sì, sì. Vabbè, un bel triplo 1. Non apposta, tiro. L'uno scorre potente in questo esercito. E colpiscono tutti e 3 questa volta. Esattamente. Feriscono al 3 senza rollare l'1 perché non sei in acquisition target. Ma quindi, fai 2 e 3. Quindi 2 invulnerabili, penso. Fammi danni. No, questo lo rirollo. Ci sta. Cos'hai dopo ancora il... Ho ancora il Lunager. Lunager che profilo ha? È una forza 16 meno 4 di 6 più 1. 16 meno 4 di 6 più 1. Rirollo questo, dai. Sono il cipino, sono il segno. Salvo. A posto. Almeno, okay. Almeno è servito posta. A qualcosa. Attacco con l'Onager perché è l'unica cosa che mi è rimasta, direi. Quindi è di nuovo... Il cipino consumato appena Perfetto. Vai. Tutti gli stabber di nuovo su quei ragazzi là, sì, che sì, saranno sì. Sempre non rapid fire. Quindi sono 6 colpi al 4, rollando gli 1. Sono sempre 4-1 comunque. Sono sempre sulla telecamera dell'altra. Ah, adesso è difficile abituarsi. Penso di sporgermi di meno di quello che lo sto facendo. Così, ma uno è sustained. Quindi questi qua, che feriscono al 5, rollando gli 1. E c'è un 5 e 0 1. Quindi un 6 va meno 0. Oh, scusa. Tranquillo. Salvo. Se fosse stato un 1, avrei stato la colpa alla mia mano. No. E un colpo... due colpi di neutron laser. Due... E anche blast, giusto? Sì, esatto. Due colpi di neutron laser che colpiscono al 4, rollando gli 1. Tutti e due. Stava per andare sull'1, vale? 14, forza 16, comunque. Al 2, giusto? Hai resistenza 8. Cazzo. E il primo veicolo contro cui queste armi feriscono il 2. Non mi è mai successo prima. Perché la GW ha pensato bene, dargli un profilo molto... Non rerollo quell'1. Aspetta, potrei spendere un CP su questa cosa. Me lo renderai maledetto. È un singolo CP, ricordati.
E lì è una carica da, a 9 pollici. Giusto, c'hai ragione, fallo. Io ti dico, te lo consiglio, perché quella carica lì potrebbe... Ci sta, ci sta, tutto non te l'ammazzo comunque, quindi. E le salvo. A posto. E... abbiamo scordato, anche l'altra la salvo, no, vedi? No, no, ma non, non bisogna tirare questi tiri. Va bene, io il tiro finalmente l'ho finito. Signori, finalmente abbiamo finito la fase di tiro. Ce l'abbiamo fatta. I Green Knights sono sopravvissuti alla prima fase di tiro, ma vedremo sì, la seconda. Ho subito abbastanza, direi. Oh, ottimo, è arrivato il ok, quindi cino. Adesso passiamo a una fase di carica. Quindi abbiamo una carica di 9, abbiamo detto, giusto? Questa è una carica di 8 e ho più 1 alla carica perché sono Sicarian. Allora, forse l'avevi tirato quel punto. Ah, scusa, pensavo che ci fossimo chiariti su questa no, cosa. No, sono sulla carica di 9, questo. Sorry. Se vuoi tirare quel tiro di laser, a questo punto, vuoi rischiare... No, no, ma comunque mi preferisco avere questa carica, perché okay, se vengo qua è molto più comodo. È bello. Quindi sono questa carica qua al... Sempre. Beh, il CP serviva. Quindi spenderò il mio ultimo CP per riprovare questa carica. L'admec, ragazzi, non è un esercito da tiro, da carica, quindi chiaramente fa quel che può. Però è un staccamento da mischia, praticamente, mi pare, ho visto. Sì. Lasciamo stare. E non ce non la fanno. Destino. Non ce la fanno. Quindi, sto pensando se caricare col tacchino. Col tacchino sui Terminator? Però mi sa che muore istantaneamente se fa questa cosa. Allora, ti dico, forse non il è rischio per un Terminator morto, per quello ferito. La risposta... Te lo secca, prendo che io faccio 40 colpi a forza 6, meno 6-2. Dai, i Castellan proveranno a fare questa carica, giusto per sport? Sì, ti ho dato quello davanti, quindi una carica al 10, credo. Sì. All'inizio ne avevo messi oltre i 9, quindi se sì, sono aumentati. Sono 10 e mezzo, proprio tutto qui davanti proprio. Una carica al 10, dai, questa è più fattibile. Eccola! Più fattibile. Niente da fare. Con un 5 no. Non posso rollare anche l'1 per caricare. Quindi questo è fatto, No Prisoners non è stata fatta e Engage on All Fronts non è stata fatta perché quelli sono i bastioni. Vuoi scartare uno e due? Ma sai che... Un cipino? Sai che no in realtà, ok, perché sono a posto così. Allora, a fine turno tuo io utilizzo le mie varie regole, quando in riserva la Kalidos, certo, mando in riserva l'oro. Esatto. E mando in riserva non l'oro perché devo sticcare l'obiettivo. Ed eccessi Terminator, Manocro e quello sarà tutto in campo. Quindi solo loro che entreranno nella mia fase di rinforzo insieme ad altre riserve. Ci stiamo. Quindi, turno mio. Prima di tutto pesco la mia secondaria, Extend Battle Lines, che è fatta in automatico perché ho già il mio obiettivo in zona di schieramento. E uno nella zona della terra di nessuno. Molto bene. Fase di comando, loro stico a meno che per obiettivo, qualche motivo tu non perdi quell'obiettivo la centrale in questo turno. No, no, non esiste. Non si fa. A parte che è anche questo, quindi sì, non è la zona di schieramento. Faccio 10 punti di vittoria primaria perché non posso sbagliare quell'unico... cioè non posso fare il battleshock lì, giusto, più di metà, quindi faccio 10 di primaria e basta. Quindi la cosa che mi ha fatto più male questo turno probabilmente è stato Armor of Content, perché secondo me ti ha tolto diversi sì, diversi sì, sì, mi ha salvato questo T2. Bene, bene, quindi fase di movimento, iniziamo a fare le cose interessanti. Aspetta che hai metto la top, così faccio giù il tavolo per fare misure. Sì, no, no, lo so, è che ero fermo in quella posizione tipo... Ah, prima di tutto le cose semplici. Mi metto a 8 qua, allora 8 pollici in movimento, arrivo qua. Buongiorno. E quindi credo che tanto quello sappiamo già dove va a finire, non ci sono molte opzioni. Ricordiamoci, vado a 2 CP, tu hai a 1. E qui invece faremo una cosa molto più semplice. Vado a ripassarmi i miei stratagemmi. Adesso abbiamo sticcato l'obiettivo, quindi loro sono liberi di fare anche azioni eventualmente. Mm-hmm. Però questo turno non hai azioni da fare, giusto? Posso generare un obiettivo che non farò, perché è peggio per me questa missione qui. No, a parte gli scherzi, non lo farei comunque per una questione di comodità. Allora, io sono obbligato ad andare con comunità sull'obiettivo, perché se no lo perdo quello lì e devo tenerlo per... No, beh, dopo tengo quello effettivamente per la missione. Allora, muovo l'oro. Ti sei ricordato di resuscitarti un... No, bravo, grazie Terminator. Mille, perché lì sono a 5, 10 modelli, qui sono tutti, d'altra parte ne metto uno nuovo. E qui metteremo lui, lo mettiamo anche avanti, così guadagniamo pollici come fanno i Necron. Già, la tecnica di mi resuscito il modello più avanti. 5 pollici, arrivo qua. E così poi decidiamo cosa fare. Questo è l'edificio chiuso, quindi non ho finestre per spararti. Quindi devo muoverli un po' più in qua. Sei canon. Loro hanno resistenza 9 adesso, giusto? Esatto, perché non sono più in protocollo Aegis.
ti ricordo un paio di cose di miei Grey Knight. Il Gran Maestro, sì, oltre ad avere quella regola che ti dicevo prima, che ripete tutto per colpire, ferire e i danni contro i veicoli o i mostri, sì, che è una regola che può usare un modello di questa armata a turno, lui in più ha una regola speciale che gli fa costare i stratagemmi che costerebbero più di un CP, sempre un CP. Ah, che potrebbe essere intervento interessante. Oppure interrompere anche magari. Anche interrompere. Oppure una stratagemma che ha nei Grey Knight, che con 2 CP le armi da mischia psioniche diventano devastating wounds. Ah, interessante. E quindi il suo martellino potrebbe fare devastating wounds con di 6 più danni. Beh, contro i veicoli che rirollo per ferire e i danni. Ma non hai contato che io questo turno ho il Fino Pain al 5? No, questo l'ho contato, infatti è l'unica cosa che potrebbe farmi, che poi lo ignoro con il... No, perché incontriamo... C'è con tutto il Fino Pain. Già. Allora, questo indietro qua invece cosa potrebbero fare? Io devo tenere comunque un modello indietro per tenere l'obiettivo. Ma se schiero bene Draenei tiene l'obiettivo comunque. Il profilo dell'Onager? Allora, se intendi difensivo, sono 12 ferite senza 10. Armatura al 2, invulnerabile al 4. Ferite? 12. 11. 11, scusa. E 12 in al disintegrator. No, se una carica il 5 agli 8 non mi piace. Più interessante è come inizia a prendere obiettivi. No, quando questo non fa punti, non mi serve. Fanno punti gli altri. Beh. Se noi puntiamo una carica dopo qui. O il 5. Lo potremo. Un modello qua sull'obiettivo. Lui va qua dietro e poi lutteremo. Allora, io ho finito i miei movimenti. Potrò fare... No, dove c'è un fare quegli amici di un cuore qua giù. Io non ho sticcato l'obiettivo, quindi potrebbe anche dire... Ti obbligo a venirmi avanti. Profilo loro. Loro hanno difensivamente 2 ferite, resistenza 4, armatura 4, invulnerabilità 5. Fai first? No. Ok. Nessun modo nell'esercito. Okay. Offensivamente hanno... 4 attacchi l'1. Ma invulnerabile? Invulnerabile al 5. Armatura al 4. Sì. Okay. E stealth. Ti dico quasi quasi. Loro faranno una cosa e molto inoltre ti dirò di più. Penso che tocchino ancora la mia zona di schieramento. E quindi... Sì, perché dovrebbe essere fino a metà campo. Sì, quindi dovrebbe essere... La gente dice subito quello schieramento. Sì, toccano ancora. Quindi toccano hai... ancora, quindi hai meno 1 di VP a spararmi. Con ti carico. Ma ti carico. Per la carica non ci sono facciamo due. Gli uomini. Abbiamo 30 attacchi. No, 30 no, che cazzo. 15 attacchi. Okay. Sono 3 attacchi a testa. Quando hai detto 30 attacchi mi sono un attimo... No, in realtà sono meno perché lui è il Sekeno. Sono 12 attacchi al meno 2 danno 2 anche loro. Forza 6. Ah, danno 2 è importante. Forza 6. Forza 6 che è inferiore al 3. Esatto, quindi è interessante, lo so. Ma tanto adesso avremo le riserve. E quindi ci divertiamo. Sì, loro in realtà sarebbe un po' sprecati metterli lì, ma visto che non posso fare tante cose in realtà, è una delle cose più interessanti. Allora, vediamo, io devo fare anche un engage. Effettivamente no, devono stare lì, scherzavo, perché io devo fare engage. Ah giusto, ti sei allontanato completamente da... Esatto, tanto lì non è un problema, li metto da Calidus adesso. La Calidus se n'è andata, ma torna. 19. In realtà sarebbe ancora il mio quadrante qui, ma effettivamente a questo punto non mi conviene... Dico, mi fai questo secondo te, mi metto qua e spareremo al tacchino. Con un Psy Cannon. Mi metto abbastanza più indietro, ma abbastanza per stare nel terreno. Intanto mi spari con un meno uno. Penso che non ti interesserà, ma il tacchino anche lui stealth. Non mi interessa, però potrebbe essere fastidioso. E poi vedremo in caso, potremmo fare cose buffe. No, resto sull'obiettivo, scusa. Resto obiettivo. Nessun problema. Resto obiettivo, come ero prima. Solo in modo da vederti il tacchino con lo Psy Cannon, no? Così almeno ti sparo e ti obbligo a venire avanti per prendere l'obiettivo con qualcosa. Ha più che senso. Va, mi metto qua, tiro giusto. Tanto questo turno mi arrivi in faccia, ma in caso potremmo tornare in riserva su un turno. Ora, andiamo un po' più indietro. Allora, facciamo le cose buffe. Prima di tutto, chi potrebbe subire un po' di mortali? Loro. Oh no. Un bibliotecario. Il primo. Quello che si schiatterà da solo. Un bibliotecario. Senti, io ho perso 3 plasma, tu perderai un bibliotecario, mi sembra solo che oppure giusto. Oppure farà 12 mortali. Allora. Andiamoci piano. Esatto, proprio così. Ma quasi quasi, sai che in realtà l'altro bibliotecario potrei fare una cosa più furba? A me serve la mia vista.
Se strappino da te. Ecco. 999. Linea di vista. Claw, quante ferite ha? 10. 10 ferite, 8 resistenza. 10 ferite. Sai che... Allora, la cosa divertente del bibliotecario è che il suo potere è talmente sbroccato che per come è scritto... Lui non deve essere un bersaglio leggibile. Deve può targettare anche non operative, capisco. Può targettare anche in mischia, in realtà. Anche in mischia? Perché deve essere un nemico visibile. Perché non ha attacco attiva vita. Potrei pensare di fare un po' i mortali a Crawl. Che mi rompe un po' le scatole. Se no faremo qualcos'altro, un po' di ferite. Adesso vediamo. Ti ricordo che si ripara all'inizio turno. Di 3 ferite. E questo è il rischio di fare ferite a lui. Altri si ripara oltre a lui? I tecnopreti riparano le gli ingegneri riparano i veicoli accanto a loro. Sì, beh, sì. Nessun'altra riparazione nell'esercito. Guardi. Riparamento. No, 20 linea prendi comunque. Allora, io posso mettermi qua dietro. Tanto tu potessi arrivare sull'obiettivo con 20 pollici. Ma dice se prendo l'obiettivo o prendermi... Lui ho C0. Ah, ok. Te lo dico per correttezza perché ho C0. Allora, diciamo che rischio tu mi venga a prendere a caldo con lui, in realtà. Quello è un bel rischio. Sai che mi sembra una cosa prima? Potevo farti costare il CP 2 punti. Non ci avevo pensato. Ah. Beh, lo faremo dopo. Non mancheranno le occasioni. Al prossimo reroll. Non mancheranno le occasioni. Non solo gli ultimi 5 che a questo punto andranno a prendere l'altro quadrante. Ci metteranno qua in angolino. Con il cappellino da asino, come una volta agli elementari. Nei tempi andati. Giusto per prendere il quadrante. Così abbiamo fatto engage sicura. Io poi ho il Battle Lines che viene fatto in automatico se non perdo più l'obiettivo. Quindi direi che ho finito i miei movimenti. Posso passare alla fase di tiro. Yes. Allora. Ti diverti anche tu stavolta un pochino. Sì. Allora, l'ultima cosa che farò sarà quella più facile è l'orso laggiù, così si chiama il mio bibliotecario, sui tuoi Stalker, che è tanto l'unica cosa che vedo, quindi... Era quello che stavo pensando. Allora, al 2 più sono... 2 di 3 mortali, al 6 sono 2 di 6, al 1 mi faccio solo mortali. Peccato, ho visto uno. Ho visto anche l'uno. Abbiamo la bellezza di 3 mortali. Quindi un morto e uno ferito. Perfetto, molto semplice. Togliamo un Ursarax e ci prendiamo una ferita. Allora, bolter sui loro, secchino sul tacchino. Secchino colpisce tutto. Stealth. Giusto, scusa, ragione, colpisce solo uno. Forza 8. E resistenza 7. Al 3. Perfetto, molto semplice. E i bolter sono 4 volte. Sempre stealth. Dimmi solo quanti sono in corta. Sì. Dovrebbero essere 2 in corta in teoria. Allora, entro 12. Nessuno? Uno? Entro 12 sei con tutta l'unità in realtà. Tutta l'unità? Sì. Che lusso. Lo Psy Cannon non ti interessa, ma gli altri 4 sono tutti quanti entro 12. Ok. Molto semplice e molto elegante. Allora, al 4 mi ho detto. Complimenti ragazzi. Bellissimo tiro. Il motivo per cui li chiamo popolani. Ho fatto una media che... Veramente? Al 3. Bene, un tiro armatura base. O in una becca. C'è... Sì, è armatura. Non ti devo niente. E salvo! Bravi ragazzi. anche lo stormolter bibliotecario, se ci sono. Sì, giusto, vai. Dovrebbe essere anche inghittata. Sì, sei entro 12, secondo me, sicuramente. Colpisce al 2, forse lui? Non so, effettivamente il dubbio. Quanto sono, scusa? Sei in corta, sei entro 10. A 12 giusti è fuori. A 12 giusti? Sì, signore. 12. E giusti così, giusto per non far cazzate, perché sono in basso 18. Avevi range 12 con quella con la 18. Vabbè, ma avevi 12 pollici, vuoi stare in corta. Sì, sì, mettimi a 12 giusti. Sì, qua sei a 12, preciso. Metto colpisce il 2. No, colpirà il 3, perché... No, scherzato, ti dico. Lo Stormbolter colpisce il 3, quindi è il 4. Una volta tutti i personaggi dei Marini. Sempre il 3, sai? Ok. Due armature, però. Due armature su un cover e quindi prenderò al 3. E sono a posto. E poi ti dirò che io ho un potere psionico che non ho mai usato in tipo in 6 partite, perché se devo sparo il bolter e sparo il potere psionico non lo dimentico, che un singolo colpo, altro più, quindi al 4, colpisce. Forza 6, quindi al 2. Al 3. Al 3, vabbè. Meno 2 danno 3. Meno 2, vabbè, vado sull'invulnerabile. È molto semplice. E diventa meno 1 in realtà, quindi vado comunque al 4 perché sono in cover. Quindi è al 4. No. Prendo. Danno non mi interessa perché. Ok. C'era uno Ursarax. Aspetta, questo non va bene, devo togliere questo. Allora. Threadknight.
sparerà Psy Cannon su di loro, sui tuoi Cataphron, e lancia fiamme sull'unità del Manipulus. So. No, cosa? Hanno fino penso sull'obiettivo. Esatto. Hanno fino pen sempre. Hanno l'invulnerabile al 4 solo sull'obiettivo. Fino pen al 5? Fino pen al 5. No, sull'unità sopra. Va bene. Ma ti sparo. E se colpi Psy Cannon su... sui Cataphron. No. Controllo lancia di resistenza. Il Lorna Gera è 10. E il... no, per l'antidocco comunque. Disintegrator anche lui 10. Però hanno resistenza 9. Resistenza 9. Quante ferite? 7 ferite 1. Armatura 2. Ce ne ammazzo anche uno, quindi provo sui loro, sui Cataphron. Va bene. Oh. Bel tiro questo. Sì. Al 3 questo, giusto? 3. Sì. Vi dico. No. 3 tiro armatura, almeno 1. In cover, esatto. Quindi vado a resto al 2. E tra l'altro sono in evasione di schieramento, quindi comunque sarei al 2. E 3 armature al 2. Ne fallisco una, ma ti rifletto di torno mortale. Va bene. Quanti danni? 3? 3 danni, sì. Quindi uno dei castellani. Ah, scusa, 3 fino pain. Giustamente, che fino pain al 5. Non sono fino pain. Nessun signora. Problema. 2 di 6 lanciafiammate sugli altri. Sono 7 colpi lanciafiamme. 4 al 2 sui tipi sotto, certamente. Quindi sono 5 almeno 1 no cover. 5 almeno 1 no cover. Però io sono con uno di quelli, tocco ancora mezzo di schieramento, quindi ti do meno 0. E quindi questi sono al 4 comunque. Questo è un merichino. Un morto. Ok, benissimo. Noi siamo fortissimi, noi siamo maestri dello sparo. Pardon, ne tolgo uno. Sparo. Lo dice a me che ho perso 3 plasma nel primo turno di tiro. Ci sono fatti. Allora, ci stiamo facendo gara. Allora, i miei Terminator spareranno Psy Cannon sui Cataphron, che cercherò certo. Il 4, il 5. Yes. Per la forza 8. E il resto sui tipi sotto. Psy Cannon, sì, sono Psy Cannon, sono 6 colpi. Al 3, complimenti signori. Bel tiro. Mamma mia. Al 5, 1. Quindi un save almeno. Ok. Danno 2 questo. Salvo. E poi ho... Mi sposto un secondo. Ah, forse un modello. Sì, c'è un Terminator nascosto. Oh, l'ho sposto adesso. Sono 3 bolter. Voglio combattere. Sono 3 bolter, quindi 12 colpi. 3. Qualcosa colpisce però volta. Questo intanto mi dico. Sì, vabbè. E al 3. Al 3. Questo tiro non era bellissimo. Scusa, mi sono stato con lo trovo se era giusto. 4 armature base. 4 armature, quindi vado al 3 perché ho cover. No, c'è. Sì, premo tra le 4 di base. Sì. 2 morti. 2 morti. E in più poi c'è il combi arma del... Allora, aspetto di togliere, ci sono 2 morti. Uno solo e fa una 2 devastanti. 2 devastanti? Ok, quindi 3 morti in tutto. Esatto. Sempre la stessa unità, no? Devastanti col cioè 2 danni devastanti, scusa. Quindi 2 morti. Aspetta, 1-2 con il Dolter. Non ho capito. No, erano 2 morti prima tre morti. E questo è il terzo. Sì, 3 morti. Ok. Scusate, mi sto mettendo davanti. Tanto è a top. 2-3, ah ok, perfetto. No, l'Omnispec non lo tolgo. Ah no, avevo 2 unità superiori in questa unità, perfetto. Va bene così. Ok, poi l'altra unità di Terminator farà qualcosa di simile. Tutto quello che non è uno Psy Cannon su unità sopra il Manipulus. Yes. Psy Cannon sui tuoi Cataphron di nuovo. Riuscirò a farti almeno 2 danni? Spero di no. Mi piscono ben 4 stavolta, ma devo finire al 5. È in media. E al 5-2. Però. 2 save al 2. Ehi. Poi controllo solo quanti sono in corsa. Non hanno solo i Green Knights di save al 2. Cioè lo so. Allora, siamo 3 in corsa, 2 in corsa, gli altri in lunga, quindi. Dai. Sono 4, 8 e altri 5 volte in lunga. 3, 4, 5. Vediamoli. Allora, questi Volter qua vanno a 3. Mamma mia, signori, che monnezza. Sì, scusa. Devo fissare anche questa cosa qua, se non si sposta. Al 3. Via gli 1 e 2. Buono, sono 4, 8, 9, tiriamo 2. Allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che sarebbero meno 0, ma sono in cover, quindi al 3.
vedo 4 falliti che diventano 4 film open al 5. Quindi 3 morti. Bene, è già qualcosa. È già qualcosa. Tipo io chiedo il mio tiro. Ah no, con l'altro bibliotecario. Che a questo punto farà le mortali sui Catafron. 1. Mortali sui Catafron al 2. Vediamo cosa fa. 2 di 3 mortali. Non centrare il Tiadadi. 4 mortali. È giusto abbastanza? Ah no, giusto. Ho il Fino Pain. Sì. Una. Me ne bastava una per far rimanere una ferita in quel punto. Attacco psionico su di lui. Ah, anzi no, guarda, attacco psionico. Io tiro la versione potenziata che fa Hazardous. Però è Precision. Quanti ferite ha il personaggio? Allora, il personaggio ha solo 3, penso, ferite, no, ma no, ha un Fino Pain al 4. No. Possiamo rischiare sul personaggio, dai. Rischiamo sul personaggio. Dai. Lì e tutto anche i bolter sull'unità. Allora, ci sta. Attacco psionico. Colpisce. Devo tirare 6 per colpire il Precision. No, è sempre ma devi ferire prima. Sì, beh, devo ferire quello ovvio. E forza 6 al 5 devi ho ferito. Yes. Quindi ci sono... armature? Meno 2. Lui armatura al 2 di base. In più sono nella mia zona di schieramento. Interve meno 1. Mi dai cover? Sì, sì, sì. Quindi torno al 2. Al 2, dai. 3 al 2. 1, 1. Al 2. Ah, 1, scusa. 1 al 2. Pardon. Ah. E vediamo se si esplode. No. Ok. I bolter sull'unità, dicevi? Wow, moltissimo. Sommandoli. Allora, io credo finito il mio tiro, direi, perché non ho altro, quindi non vede niente. La Callibus mi sembra indietro, si nascosta, tizio sembra in fondo. Perfetto, io finito il mio tiro. Ok. Ok, posso dichiarare le cariche, direi. Allora, cosa facile? Drainite sui Catafron. Mi sa che è entrato. Beh, mi sa che è entrato. Con un bel 11 direi che carica sicuro. Se volevi dichiarare una multicarica su quel disintegrator là in fondo potevi farlo, forse. Il Terminator su Catafron, sui Catafron e su Belisarius. Direi che ci sono. L'altro Aspetta, dovevi dichiarare, penso, anche il... C'è un ingegnere qua dietro che non stai vedendo. Non so. Sì, sì, c'è un ingegnere, penso che devi... Era compreso anche lui. Per fare una multicarica, sì, penso che devi farlo. Visto, sì. No, immaginavo. Ma... Adesso lo toglio per muoverli. Sì, sì. Loro hanno 8, 11. Dopo, l'ultima cosa... La carica dell'altro Terminator su Lonager. No. Non penso. Con 7 pollici, forse... Che... Però fosse 8, sai? Sì, no, carica di 8. Sì, sì, okay. Una carica di 8. Erano 8 e mezzo. Bene. E va bene, le cariche. Sì, c'è ancora. Sai che no? Il bibliotecario che ha 9 pollici esatti è il tuo tecnoprete. Io non credo di mettere in Terminator di Driver entrare al prossimo turno. Ah, ok, se vuoi farlo adesso. No, no, perché in realtà servono punti. Cioè, dovrei metterli dietro là e caricarli l'una. Già, l'idea era quella. Ok. Se tu vuoi lo posso fare. Se vuoi farlo, fallo. Non stiamo, giocando. No, perché l'idea era metterli qua così, a 9 pollici, e puntare una carica di 6 lì per chiuderti il fianco. Immaginavo. Quindi stai usando il loro potere una volta la partita, esatto, di avere i più 3 pollici di carica. Esatto, guarda, me li metto qua. No, tanto non sparano niente, potrei sparare loro, ma non te lo sparerò. Sono a 9 pollici esatti. Quindi una carica di 6 lì. E ho ancora il mio reroll di turno. E ho fatto 9. Ci siamo. Che vuol dire 11 pollici. 12. Bene, quindi una carica anche non sei neanche il potere, vedi? Ok, facciamo i movimenti. E il bibliotecario non era entrato, giusto, sulla... no, ingegnere. Allora, Draigo farà questo lavoro qui. Interessante. Sai che qua ti dico, ho 11 pollici, ho detto. Allora, entro in engage suo, non posso attaccartelo, ma lui potrà rispondere ed è ingaggiato. Ok, va bene. Ti ricordo che quello non c'era un Fino Pain al 5 questo turno, sì, però sì, penso che esploderà comunque. E là, il punto è lo sperare tanto nei... Nei devastanti? No, non nei devastanti, ma nei letali. Ah, letali, giusto, letali. Lui fa così, in modo toccare l'obiettivo, anche se quelli hanno fallito, comunque toccheremo l'obiettivo. Loro hanno 8 pollici di carica, quindi possono fare... Devono fare multicarica, guarda, sono... Se tutto va bene, il prossimo turno posso sfruttare un sacco il obiettivo prioritario, il mio... Dipende se lo faccio io, perché... Se mi sopravvive, cioè se muoio in Catafron, metti caso, succede. E lui consolida. Io sto su crawl e sì, sui loro, perché devo farlo multicarica qua. Se faccio, se lui consolida su crawl, per esempio, perché non muore, potrei uscire dall'obiettivo. Perché posso consolidare.
Però dipende se ammazzi tutti i Castellan, perché penso che l'unico Castellan che farò rimanere appunto sarà quello avanti per cercare di fartelo tenere sull'obiettivo. Ovvio. Ok, io credo di aver finito tutte le cariche, giusto? Movimenti sì, non ho più, dopo rimettiamo l'edificio alla fine, facciamo giusto un po' di cose, sennò... Ok, allora, tu hai un CP, giusto? Yes, un CP, non posso interrompere. Ho ancora il ruolo attivo, quindi esatto, non puoi interrompere. Facciamo quelle facili. Spendo un CP sul Gran Maestro e lui riattiva il Devastante. Certo. Partiamo da lì, 5 attacchi di Gran Maestro, colpiscono il 4, ripeto tutto per colpire e ferire e danni perché sei un veicolo, ne vanno 4 comunque. Ok. Forza 14, per più uno a ferire vado 2. Ah, più uno a ferire, giusto. Sì. Qui roll. Posso rollare. Per fortuna. Tutti. Quindi 4, 6, val... E un Devastante, intanto. Ok, un Devastante, quindi dove siamo dopo, giusto? Esatto. Sono 3 save, almeno 4, invulnerabili. 3 save invulnerabili. Sì, quanti danni sono questi? Contro forse meno 3, sai? Di 6 più un danni. Spendo un secondo. Ma comunque sono sempre invulnerabili al 4. Controllo solo i danni, ma è meno... Sì, beh, sì, invulnerabili al 4, quindi vai. Quanti hai detto, scusa, danni mi sono perso? 3, di 6 più 1. Devo comunque tirarli uno alla volta. Devo comunque tirarli tutti insieme perché esatto, il personaggio non è incluso. Insieme, poi dopo tiro io i danni una volta. Due passa. Quindi uno passa, quindi tira i danni. No, aspetta, questo è già morto, non serve neanche che tiri. Sono 6 danni. Posso tirare 6 fino a pain, ma non penso che andranno. Quindi. Perché i mortali sono devastanti sono via. Esatto, quindi questo è morto. Vedo se esplode. Vedo se esplode. È a posto. Esplode. E l'altro, danni? I devastanti sono questi. Sì. Sono 7 devastanti. Ok, e non ho più fino a pain, quindi è morto. No, questo è morto sicuro. Va su un altro, i devastanti. No, quello morto era quello dietro, era già morto, bastava una ferita. Il primo attacco è morto anche il secondo. Sono 7 sono automatiche, non ho più fino a pain. Ah, perché i fino a pain sono sull'1. Era sul singolo modello. Hai ragione. Quindi i due. Ah, aspetta, devo tirare di nuovo per l'esplosione. Vediamo se. Sì, hai ragione. È su. Mi hai anche detto, è su un modello singolo, non su un. Esatto. Ok. Quindi questi due devono morire. È fighissima sta cosa, però. Ok, adesso. Allora, console di Terminator. Yes. Così posso giocarmi un po' meglio. Lui può andare qua. Scegliere ad attaccare. Interessante. Vediamo se riesce a ammazzarmi qualche altro Castellan. Loro immagino che hanno molta più difficoltà a ammazzare Castellan perché. In realtà hanno letali. Hanno letali, ok. Sono però. Sono 40 attacchi, adesso provo a dividerli. Posso farne 4 sul Castellan. Yes. E no, 3 sul Castellan. 4 su Castellan, 3 su Castellan. 3 su Castellan, 1, 4, 5 su Crawl e 2 sul Tecnoprete. Va bene. Ok. Allora, potrebbe essere un buon split, non so se... Adesso vediamo. Vediamo. Metto il Castellan. Andiamo a vedere. E ho detto 4 sul Castellan. Yes. 2, 3, 4. Dai. Hai 3 e 6 sono 2, 3, 4 letali. Beh, vediamo gli 1 e 2. E colpisce al 4, al 3 hai detto? Forza 6 al 5. Via gli 1, 2, 3, 4. Quindi sono totale di 6 save. 7 save. Ah, 7. 7 save almeno? 2. Ok, quindi invulnerabile. Quindi 7 save danno 2, quindi li tiro tutti insieme. Comunque, 7 save sono invulnerabile. E vedo un altro morto. Ok, perfetto. Quante ferite hanno? 8? 7. Hanno 7 ferite l'1. Ok. E per vedere se esplode. No. E a 6 non esplode. O è sull'1. Ok. Su 6. Poi abbiamo 5 confusione. Quindi solo uno, non ci sono altre ferite sull'altro, giusto? Erano giuste così no, e basta. Non posso fare altri attacchi sull'altro. Poi ho 5, no, ho detto 3 sul Tecnoprete, 3 sul Crawl. Ok. Quindi 3 sul Tecnoprete. Se fai questa stessa cosa qua, hai detto 3 su Crawl. Oh, ok. Sì, però sono diventato 10. Sì, no, stavo pensando quante ferite mi fai se fai questa stessa qui sul Tecnoprete e ti dico solo, non c'è neanche uno letale. Sì, ok, ma loro feriscono molto bene il Tecnoprete, perché sì, il Tecnoprete è resistente. Ma colpito. Vabbè, sono al 3. Sì, ho resistenza 4. Tutti. Sono 7 armature. Almeno 2. Al 7 invulnerabili? 2, 4, 5, 6 e 7. Aspetta, fammi vedere un attimo. Almeno 2, no, comunque. Anche se ti diminuisco di 1 la VP, comunque così. Quindi 7 armature mi sa che è morto. Lo tiro per scaramanzia, è morto. Se tiro qui su Crawl. Sei su Belisarius. Sì. Crawl. Andato. Poi. Allora, tanto qui vedo qualche... guarda, qualche letale. Via di 1 e 2. Ci siamo. E resistenza? E senza 8. Al 5, male. Ecco, solo 4. Quindi 4, quindi è vivo. 4. Sì, perché 4 invulnerabili.
e prende 4 danni, okay, che si riparerà nel suo turno. Bene. Poi, prossima cosa è... Posso rubare un dadino diverso per... Assolutamente, posta qua. Anzi, li metto qua così ti quindi servono, li hai vicini. 4 subite, quindi ancora 6 rimaste. Pardon. Non ce la posso fare. E, ok, quindi... Tutto le 7 Terminator. Tutti su Lunacer, cioè, perché non posso fare altro. Certo. Tutto Draigo che fa i suoi 6 attacchi. Speriamo in qualche letale, perché gli fa molto male. Meno 4 danni 3. Meno 4 danni 3, va bene. Controllo solo un attimo una cosa. Lunacer mi sa che esplode. Vabbè, in senso, mi sa che... No, che esplode, vediamo, ma mi sa che muore. Ah, perché la sono sua arma... Sono curioso. Ok, vedere no. Cosa è il prossimo turno. 3. E non colpisce. Comunque, forse ha qualche abilità particolare. Ah, si è spinta fino a penale 4 contro i mortali. Lo dimenticavo. Ok, no, appunto. Mi interessa poco. Forza 8, quindi al 5. Sono in tutto 4... almeno 4. 4 invulnerabile. Quindi di questo ne prendo uno e sono 6 fino a pena. 4? Invulnerabile a 4. È per questo che beh, prima però... l'ingegnere faceva schifo. Perché gli dava invulnerabile a 4 sono che sono non già... uno solo, 3 invulnerabile. Ah, 3 fino a pena a 5. E ne prende uno. Una sola ferita. Fortissimo. Già. E poi abbiamo il resto di termini. Sono 20 attacchi. Ok, poi... non le segno ancora, me le segno qua, facciamo così. Sì, sì. Ha preso una ferita, quindi ha ancora 10 ferite. Sempre speriamo in tanti 6. Qualche 6 c'è. Sono 4 6. Via gli 1 i 2. Mm-hmm. E queste vanno al 5 sempre. Senza 10 to. Senza 10, okay, esatto. 5. Beh. Prima di tutto 6 9 attivi salvezza, non ha perché ti ho 2, quindi sono 4. 7, 8, 9, però meno 2. Aspetta, fammi controllare un attimo. Devo controllare la regola di fazione. Se anche avesse alici. Se la regola di fazione funziona. Midi. Ah, cazzo, devo dichiarare all'inizio di tutto cosa facevo. Vabbè, comunque facevo la cosa del pesante. Non sì, è sì, sì, sì. Non è... Cioè, non penso che andare in assalto mi faccia qualcosa in questo turno. Quindi, pesante probabilmente era meglio comunque. No, queste sono le cose. Eccole qua. Sì, ok, no, è solo in sono in range. Okay. E quindi questi al objective achieved. E vediamo un tiro bellissimo a sì, parte mia. Due fallite, quindi sono 4 danni, quindi sono 4 fino a pena 5. Che entrano in 3 e quindi lui rimane con 7 ferite. Ok. E io finisco di attaccare con tutto, puoi rispondermi. Aspetta che vado a mettergli le ferite. NK92 onore capitolo. Grazie di farci compagnia. Allora, cominciamo a rispondere con il Castellan. Se il Castellan vuole rispondere, dove vuole andare? Perché i Terminator ne sfascia uno a botta. Cioè, conta che uno ha già due ferite. Vabbè, una ferita su. E differisce al 2. Contemporaneamente, attaccare il Dreadknight ferisce al 3 e rolla agli 1. Che interessante. Poi gli viene anche gli attacchi. Tanto vediamo cosa fa. Vediamo cosa no, fa. Perché... Puoi vedere gli attacchi se vuoi. Sì, sì, no. Okay, ma intanto vedo cosa fa Cole perché... Ah, Cole, sì, scusa, Cole. E quindi Cole intanto sì, farà... Sì, attacchi. Sì. Fa... quello è una ferita rimasta o una ferita subita? Rimasta. E allora prima facciamo gli attacchi, quelli piccoli. Quindi 4 attacchi di Arc Claw. Questi qua colpiscono al 3, rollando gli 1. Ok, colpiscono tutti. Questi hanno forza 5, quindi feriscono al 4. E hanno devastanti. Okay. Quindi così. Quindi vedo una devastante e una ferita. Danno quindi uno. Danno uno, quindi uno è morto. Prima la salvezza. Ok, un morto e una ferita subita. A questo punto posso andare di Ascia, perché l'Ascia fa danno 2. Okay. Quindi 4 attacchi di Ascia che colpiscono al... Dal 2. Al 2. Cosa? Cosa succede? Leggevo i commenti. No, non sono Tau, non sono Tau. Il colore è bianco, dopo faremo un primo piano tra qualche minuto, vedrete che non sono Tau. Ok, questi 4, devo ferire. Al 3. Comunque uguale. Almeno 2, sì. 2 passano, quindi muore quello ferito e uno passa 2 ferite. Esatto, e a questo punto lo sciame di Mecha Dendriti, che sono 2 di 6 attacchi. Sono 7 attacchi, la media perfetta. 4, 5, 6 e 7. 7 attacchi al 3 rollando gli 1. Sì.
Bene, così. Questi 5 attacchi, forza 4 al 5. 2. 3. 3 save al meno 0. Peccato, un 1 qua sarebbe stato bello. A questo punto, il Castellan cosa vuole fare? Io attaccherò con tutto, sono grid, attaccherò con tutto il Dreadknight per vedere Dreadknight, se riesco a ammazzarlo. Perché se entrano un po' di colpi, qua lo ammazza magari. Sono 5 attacchi che colpiscono al 3. Aspetta, devo vedere se quella roba si applica solo in ranged dell'augment e dell'enhancement. Attack, quindi colpiscono al 3. Colpiscono al 3, rollo all'1. Quindi rolla questo 1. Non ci sono né lethal né sustain, purtroppo. 2-6 saranno sti carini. Questi al 3 rerollando gli 1 perché sei nel mio acquisition target. Certamente. Quindi rerollo questo. E sono 3 invulnerabili per te. E danno? 3. E ho ancora, devo consolidare, ma ho ancora questo ragazzino qua che sta arrivando con un... Sì. Con un maglio potenziato. E uso il mio reroll. Ci sta. Finisco i CP. Ne tiro uno, salvo. Ok, quindi hai preso 3 danni e vai a 4 ferite rimaste. Sì. E a questo punto, l'altro ragazzo vuole cercare di ammazzarti, sarebbe bello però. Sarebbe carino se ti riesce, se ti ammazza il Datasmith. Vabbè dai, ci proviamo. Il Datasmith ti attacca con i suoi 2 attacchi di maglio potenziato, che colpiscono al 3 e diventano al 2 perché sei sul mio acquisition target. Rollando gli 1, rollando questo 1. Entrano entrambi, forza 8, quindi al 4 rollando gli 1. Rollando questo 1. 2 vulnerabili. È morto così. Veramente, cazzo, questa è una botta di culo incredibile. E vabbè, non ho parole. Taking damage. Ok, mi tocca attaccare con il granchio, che ti tira 3 attacchi su unità di Draigo, giusto per sport, che colpiscono al 4, forse al 5. Colpiscono al 4, scherzavo. 3 attacchi colpiscono tutti, al 3. Hai 3 save almeno 0. Ok, e a questo punto c'è anche l'ingegnere là accanto. Gli è morto un veicolo accanto, quindi ha raddoppiato i suoi attacchi. E quindi sono 6 attacchi che colpiscono al 4 rollando gli 1. Sto tirando come Gesù, veramente. Questi 4 hanno forza 6, quindi ferirò al 3. Questi 5. E ci sono 4 save al meno 2. Madonna, danno? Sono danno 2. Muore uno. Ancora un attacco di servobraccio. Servobraccio che è la stessa cosa, quindi colpisce al 4 e lo manca, perfetto. Ok, ho finito. Mamma mia. Bene, direi che abbiamo subito il danno necessario per dire aia. Mi metterò il sacrificio adesso. Bene. Guarda, un viaggettino all'Urz. Ma sì, abbiamo avuto una discreta sfiga, signori. Beh, dopo rimetto l'edificio alla fine. Ok. Allora, fine turno mio, io completo entrambe le mie secondarie. Certamente. Ho 4 quadranti, quindi 5 punti e 5 punti. Yes. Allora, di punti sicuramente mi stai battendo. Io qua ho avuto molto culo, adesso forse posso... Posso... Dipende, hai ancora le secondarie, giusto? Io ho ancora le secondarie che avevo il turno scorso. No, hai completato, non ho preso. Giusto, non ho preso, sono completato perché ti ho ammazzato un'unità. Nel quindi... turno, quindi appesi comunque una secondaria. Ah, ok, quindi prenderò 2 punti vittoria io. Metti... Sì, quella va rimescolata. Ah, in sì, fondo? Sì, sì, okay. Quindi non questa la mettiamo qua, con la Assassination che era finita. E adesso inizia il mio turno e io dovrò pescare una nuova, che sarà Behind Enemy Lines. Io volevo comunque venire a zona di schieramento per fare Engage on the Fronts, quindi mi va benissimo. Esatto. E va bene, va bene. Allora, inizio turno. Intanto un paio di riparazioni. Cole si ripiglia di 3 ferite. Una ferita, quindi va a 7 ferite rimaste. Dopo le segniamo. Io aggiungo... Sì, mettilo dopo. Ma oh, guarda, è già qua. E l'ingegnere ripara l'Onager perché è ferito. E sì. Quindi di 3 ferite anche lui. Una anche lui. Quindi questo da 7 va a 8 ferite rimaste.
Quindi riparazioni sono fatte. E altre abilità nella fase di comando. E dottrina? Questa è una fase di comando. No, quello l'avevo già dichiarata nella tua, mi ero dimenticato, ma era protettore. Scusa, sì, protettore, quindi sono fermo. Che trovi un Battleshock su quel Cataphron? Yes, sicuramente. Importante. Sta a posto. Ok, e basta. Che non hai... Ah, e... no, là sotto, perché lì hai 4 modelli. Sì. Sono metà. Scherzavo, sono a metà forza anche loro e anche quelli là sopra sono a metà forza, direi. Ok, passa. E anche loro non hanno preso abbastanza danni. Va bene. Allora, vediamo cosa fare. Primaria. Primaria io ho... 5 punti. Solo quello, esatto. Perché quello non direi di no. Non conta. La pietra non conta. Sì. Conta solo zona, zona nessuno. A questo punto, il mio obiettivo prioritario quale sarà? Voglio finire di arrivare con l'unità... Però se io scelgo quello, dopo tu mi puoi abbastanza fregare semplicemente rimuovendo con unità se io mi muovo. Esatto. A parte che io devo muovermi, devo finire il movimento entro 9 da te per fare quella cosa? O anche iniziare? E qualsiasi movimento entro 9, tu inizi comunque. Sì, sì, ok, ok. No, ti chiedo perché non... In realtà se muovi lui già... Infatti, perché lui sicuramente lo muoverò. E quindi mi stavo chiedendo se muovo lui basta per tirarti questa cosa? La risposta è sì. Potrei farlo, altrimenti, altri obiettivi più prioritari. Potrei fare quello là per spararti un po' su Drive Amici. Disingaggiarti... Dovrei disingaggiare sia con Ingegnere sia con l'Onager. Esatto. L'Onager può farlo senza problemi. Non è in engage il disintegrator, giusto? No, lui no. Quindi l'Onager può disingaggiare senza problemi. Non l'avevo dichiarato perché non so se ci arrivavo. E tra l'altro se dichiaro quello al 4 più riprendo un CP perché c'è l'ingegnere là che sta facendo quello. Sì, esatto. Però devi essere... deve essere... No, sì. Dovrebbe essere semplicemente così. Non ha bisogno di fare azione o altro. Ricordami una cosa. Io con Army Blast, con un veicolo, non posso sparare in corpo a corpo... Ma se io sparo a qualcos'altro posso. Certo. Però devi sparare a loro col menu. Sì, esatto. È l'unica unità che potrebbe essere target. Perché stavo sperando, se io non disingaggio quello, posso sparare ma solo a loro con l'arma blast, che è il laser neutronico, è l'unica arma che abbia senso. Perché, cioè, vabbè, posso sparare con fucile, ma non mi frega molto. Va bene, interessante. È una scelta sicuramente. Regia, basta che riattivi là il... Sì. Ok. Okay. Il telefono deve essere automatico per questo. Dicami. No, però... Ok. No, sì, guarda, tipo... Siamo un attimo in perplessità. Io dichiarerò quello messaggio prioritario. Sì. E vediamo cosa succede. Alla fine della mia fase di comando dovrò vedere se prendo il CP, perché chiaramente se fosse entrambi all'inizio non funzionerebbe. Sì, ovviamente, sì. Ho altre cose in fase di comando? Direi di no, perché Cole ha già fatto il suo. E la sua abilità... Non cambierò il protocollo del tizio, va bene così. Quindi è quello che ha più colpi mili. Sì, esatto. E Cole se ne sta buono così perché ha già dichiarato il suo cantico. Okay. Va bene, e quindi vado alla... devo tirare per i CP, quindi al 4 più lo recupero. Sì, preso. Vado a 3 CP che potrebbe essere interessante. 3, perfetto. A questo punto, aspetta un attimo, quando dovevo dichiarare... nella mia fase di comando, quindi mi sa che ormai è passato. No, c'è ancora la fase di comando. Sono ancora in fase di comando? Sì, quindi non passi da... Allora, io proverò questa cosa, giusto per usare questo stratagemma. Renderò anche questo un obiettivo prioritario di acquisizione. Ed è un Bad Tactics questo? E questo è un War Gear. Allora, non posso farlo. E lo devo fare con un Tecnoprete che sia entro 24 pollici da quell'obiettivo e direi che ne ho, perché ho quello, quello. Quindi ci sono due obiettivi prioritari, okay. Quindi anche se teletrasporti un'unità comunque posso farci qualcosa, insomma. Okay. Non mi faccio fregare completamente così. Va bene, vediamo cosa fare allora. Allora, sicuramente loro verranno qua perché devo fare engage on the front e ti rubo anche l'obiettivo. Certamente. Quindi, e tu potrai decidere se teletrasportarti, ma intanto in realtà posso utilizzare l'abilità per fare un movimento. Anche giusto un movimento, è vero. E posso decidere di spostarle e basta. Io sto venendo qua comunque. Tanto in realtà sì, non faccio niente. Metto un pochino in cover. Non vuoi fare niente, va bene. Questa cosa qua la puoi fare solo se io faccio un movimento normale. Movimento, fallback o anche avanzamento. Quindi in realtà potrei muovere un'unità di Draigo se tu adesso ti muovi lì, fai un fallback. Certo, un quello immaginavo. Però non deve essere ingaggiata, quindi quando tu fai fallback con l'ultimo modello ingaggiato, io posso farlo. Ci sto. A questo punto...
un tasto. E questo qua? No, finché volte. Eccolo. Il mio aereo verrà qua vicino, sì, per cercare di targettare la tizia, e anche se lei se ne va, io ho altri target dall'altra parte. Lei non se ne può andare. Ah, giusto, lei non può, va bene, no, così. In realtà ero obbligato a metterla lì, perché se la mettevo qui comunque la bersagliavi. Non, sì, avevo un modo di mettere il mio schienamento che non bersagli. Devo sperare che... che non te la ammazzo. Esatto. Ok, allora, lui ha fatto questo. Loro vogliono aspettare. Io posso decidere di spostare un'unità. Adesso. Certo, certo. Una, quindi solo loro, perché è l'unica unità entro 9 pollici da lui quando si è spostato. Esattamente. Io però posso decidere loro anche di muoverli con questa abilità qui. Certamente. Perché avrei movimento normale. Ma forse fino a 6 pollici. Comunque posso vedere cosa fare. Allora. Vediamo, vediamo. Questo turno è interessante. Ho avuto sicuramente fortuna sui tiri durante quella fase di combattimento scorsa, perché non ti dovevo ammazzare quella sì, tizia. Sì, questo è molto formato. È stato... Però sai che io potrei fare il movimento, entrare in tuo engagement range e considerare in mischia. Ok. E così ti bloccherei il tuo tiro. Dovrei fare un fallback per Dovresti perderarmi. Fare un fallback con questa unità qui. Con quell'unità. Che però devi farlo nel movimento, il fallback con la fase... Quel movimento, puoi fare... È uno dei movimenti che posso sì, fare. Sì, esatto. Tutto. Potrei fare questa cosa qui per romperti molto le scatole. Certamente. Non posso farlo su lui perché sono a troppi pollici, però sui loro con 5, controllo se è 5 o 6, perché cambia abbastanza. Eh sì. Perché se è 5 posso farlo. E fammi controllare solo come è scritta. Oui. Che più o meno quello che fanno i berserker, in questa cosa qui ti entrano in mischia. Ah. Il momento gratis quando li spari. Allora, stragemmi, questo qui. E quel turno combattono normalmente o non hanno caricato e quindi non combattono? Non hanno caricato, quindi... Quindi però, in essendo questo... il tuo avversario, attaccheresti con No, sicuramente è una cosa molto figa comunque. Allora, devo solo capire quale sia... Soprattutto se parli di appunto un esercito così così tanto focussato sulla... Ok, in realtà un momento normale fino a 6 pollici. Che potrei effettivamente fare questo giochetto qua. Non c'è dubbio. Ti obbligherei a fare un fallback con loro. E però uscire l'obiettivo così. Non avessi più il priority. No, qui non ci arrivo in engagement. Questo è interessante come... Un'altra unità in engagement con il castel. sì, ti regalerei un'unità lì. Però comunque eviterei, perché lì non potrei fare fallback. Peccato, siamo a 8 pollici. Non posso farlo. Devo dire, perché effettivamente questo è molto importante. Però fare questa cosa qui ti rompe molto le scatole. Io così loro non sparerebbero. Quelle finestre là sotto sono davvero aperte? Sono aperte, sono aperte. Okay, quindi potrò sparare comunque con l'onager. Se entro dentro, sì. Ma io posso fare anche questo lavoro qui, muoverli fino a 6 pollici. Certamente. Così tu con l'onager devi... Quanto muove l'onager? 8. No, comunque tu li vedi. Sì, per vederli li vedo. No, se proprio vuoi pensare queste cose qua... Mi serve, li sono facile e vedo se recupero il CP... Anche perché in questo momento non ho niente di serve. Ah, giusto, è una stratagemma questa cosa, ovviamente. Perfetto, perfetto. Recupero il CP, quindi non è speso. Bene. Ottimo. Ah, giusto, c'era ancora l'inquisitore. Mi dà senso. Sì, sì. Allora, perché quindi... Si attiva con il CP di stratagemma, quindi non è ancora in serve. No. Avevo pensato che fosse morto il tizio, in realtà non era minimamente morto, quindi non aveva senso pensarlo. Bene, tutto tuo. Va bene, a questo punto... Sì, l'ho recuperato. Sì, l'ha recuperato. Perché se attivo il momento in cui attivo la stratagemma, quindi prima i CS mette in riserva, quindi posso farlo. Quindi in questo momento siamo, se non sbaglio, io a 2 CP, perché non ho speso un inizio turno, e tu a 1. Ok. Va bene, a questo punto tu non potrai togliere nient'altro, il che è un sollievo, perché significa che posso cominciare a agire senza cominciare a pensare a queste cose qua. Però i target non sono più tanti, perché non ho più granché roba a cui sparare. A meno che appunto non levo loro dalla... non metto loro fuori engagement range. In quel caso posso dirigere un po' di tiro su quell'unità. Che mi sa che farò. Farò un bel fallback con quell'onager. Quindi questo onager si toglierà di mezzo. E andrà tipo... qua. Sì. E l'engine sear... andrà tipo dall'altra parte, perché se non vuole essere coinvolto in corpo a corpo inutile. Ah, e lui si porta dietro. Ah, le sue ferite sono sulla sua basetta, perfetto, sta benissimo così. Lui starà fermo per tenersi heavy. Il tacchino
cioè può restare fermo, si tiene heavy e sta a posto così e caricherà questo turno. Cole, anche lui è un mostro, quindi anche lui può sparare, no? Da melee, però non può sparare a questa unità perché ha blast e quindi dovrà sparare a questa unità qua. Che gli va benissimo comunque perché sono in 5 e quindi si prende a blast comunque. Loro forse vogliono stare fermi anche se non c'è più il plasma loro. Forse vorrebbero andare, sì, è una situazione comune nel mio esercito in questo momento. Forse vorrebbero andare a prendere quell'obiettivo con una delle due unità. Però dovrei avanzare comunque per farlo. Potremmo fare un poster da mettere qua nell'antro, un no plasma zone. No plasma. No, ma io lo dico che tutte le ultime volte che ho giocato invece i plasma hanno performato benissimo, sono raramente morti e stavano benissimo al torneo. Penso che me ne sia morto in tutto il torneo un plasma e arrivo qua il primo turno e muoiono tre, la zona maledetta. Allora avanzerò con i tizi al piano di sotto. Ah scusa, un dado, cosa sto facendo? Un dado, tre penso che basti. Se non basta, devo forse avanzare con anche l'altra squadra. Penso che 9 pollici però ci dovrei essere. Sì, ci sono decisamente. Quindi loro hanno preso questo obiettivo e sono contento così. Nonostante io il fatto che io non stia sfruttando la loro abilità di entrare sull'obiettivo e prendersi tutti i bonus che possono avere. Ma lasciamo stare. E lui ha fatto quello. Tra l'altro sul priority target con lui, io sono sul priority target, quindi avrò un reroll per i tiri preferire. Loro caricheranno là, sono a posto così, sono mossi, loro stanno fermi per prendersi i heavy. Devo muovere l'onager, che purtroppo, per quanto mi dispiaccia, tornerà indietro per cercare di targettare Draigo e i suoi ragazzi. Una cosa così. Contemporaneamente i ragazzi all'interno della casa si sposteranno per mirare ai tuo Strike Force. No, Strike Force quelli là, no? Sì, Strike sì. Squad, quello che è. Una Strike, sì. E alcuni andranno di sopra, tra cui le due armi speciali. Così un bel più al DP. Esatto. Che tanto ci fa goda. Considerando quanto mi ha fatto male il turno scorso quell'Armor of Contempt, direi di sì. Sì. Ok. Direi molto probabile su Draigo. Ha molto senso. Anche se la sto sparando con tante armi che hanno VP alto, che tenono comunque, sono invulnerabile. Però, cioè... Dove sì, tanto spari con quella, dovevo vedere. Ha molto senso. Non hai più fosforo là, quindi... Sì, l'unico fosforo è là e c'è un fosforo qua. Però appunto esatto. È piccino. Va bene, penso che ho mosso tutto quello che volevo muovere. Il tacchino non si è mosso. Ha più senso caricare questi o caricare questi? Interessante. Là non, penso che non mi serva aiuto. Spero che non mi serva aiuto per ammazzare quelli. Non dovevo dirlo. E, vabbè, allora il tacchino resterà fermo e caricherà qua. Va bene, andiamo al tiro. La mia fase preferita. Questo obiettivo è comunque mio, interessante, perché tu non sì. puoi rubarlo. No, esatto, non avevo comunque modo sì, per sì, farlo, sì, sì. Quindi te okay. lo terrai tu. Cominciamo sì. con le cose obbligate. Ce ne sono? Boh, sì, circa. Sì. Questi qua che dovranno sparare. Boh, intanto cominciamo con le robe di robe belle, quindi le cose con blast. Però, questo coso qua spara certo. il suo atomizzatore solare là. Ci quindi fa, sono di 3 più 1, è di 3 attacchi, sì. forza 14... E colpisce al 2, forza 14, meno 4, 3 danni, ma melta di 3. Ok. Quindi sono... Comunque la preferita. Sì. sono... aspetta, c'è uno rimasto con una ferita. Sì. Forse è meglio sparare prima. Però prendo il blast così. È bello prendere il blast. Dai, prendo il blast, lo faccio subito. E sparo questi colpi qua, sono di 3 colpi, quindi. Sono 3, quindi sono 4 colpi. Al 2 ripete gli 1, ma... Ah no, sono o heavy... Ma ho il meno 1 perché sono in corpo a corpo, quindi resto al 2. Ok. Così, questi al 2 perché forza 14. Sì. E ripeto questi 1 perché sei sulla mia acquisition target. Sì, position. Quindi sono 3 save sull'invulnerabile. Muore quello ferito. Quello ferito, va benissimo okay. così. E a questo punto ho perso il blast. È proprio vero. A questo punto ti sparerà altre cose obbligate il disintegrator, che è là apposta. Sì. Quindi comincerà a spararti 3 colpi di lanciarazzi.
Quindi tre colpi che colpiranno al 3 e ripetono gli 1. Quindi questi tre, forza 9 al 3, ripeto gli 1, ce n'è uno. 3, 6 sono invulnerabile. Quanti danni? Di 6 l'1. Tira il primo. Vai, tira il secondo. Un morto e due morti. Morirà, resterà l'apotecario. Tiro subito, continuiamo subito sì, con il Ferrumite Cannon, quindi tre colpi, sempre al 3 rerollo gli 1. Quindi rerollo questo 1. Questi 3 al 2, questi perché forza 14. Forza o 12 o 14, ma non ha importanza. Questi save all'invulnerabile. 3? Sì. Ok, ok, sottraggono, non arrivano, sempre di 6. Ok. Quindi di 6 danni sull'apotecario. Sì. Uno. Resta due ferite. Resta due ferite. Adesso tocca gli stabber. Vediamo se gli stabber lo finiscono. 3, 6. Il primo veicolo. E il disintegrator, esatto. Il primo veicolo. L'altro Onager non potrà sparare questo turno perché ha fatto fallback. Certo. 3, 6, 9, 12, 15 e 18 colpi di stabber. E l'altro Onager non spara loro perché non li vede perché è lì in mezzo, giusto? Ah, sì, ok. Allora sparerà la Fry Squad nell'angolo. Sì. Allora, quindi questi qua al 3, rerollo gli 1. Non ci sono uno, ma ci sono lui, sei in basso. Ma ci sono un sacco di 6. 4, 6, 6. Ci sei qualche in più. Hai battuto dadi? 2, 4, 5. Ah, sai, c'è un altro qua in fondo, guarda. Quindi questi qua, che feriranno tutti quanti al 5, rollando gli 1. Sì. Vediamo se gli stabber ammazzano l'apotecario. Porca leva. Ok, ok, dai, non è... No, 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 non è tanto. Ah, ok, ho 2 1 là da ripetere. Ok, questo se ne va, questo era un 1. Quindi questi due... Ok, quindi sono 3, 6, 9 save. Almeno 0. 9 save al 2, ho 2 fuori master. Devo cannare massimo 1. Tiro una volta per ogni motivo e poi va su drive. Certo, certo, su drive. Non cambierebbe niente, in realtà. Però voglio farlo per rompere... per effetto drammatico. Oh, è vivo. Una ferita subita, va bene. Ma non una ferita più che altro. Beh, è già buono il fatto che non ti posso targetare subito Raigo con il resto delle cose che ho. Infatti manca ancora il fosforo. Ho ancora il fosfor blaster di quel sì. Castellan, tutta questa unità qua. E la gallina. Sì. Anzi, sparo subito la gallina, perché a un colpo di pistola magari ti ammazza l'apotecario. Vai, gallina. Un colpo che colpisce al 3, perché sono rimasto fermo, e ferisce al 4, perché ho forza 5. E ti ferisce con meno 1. 3. Ok, quindi il tacchino ha fatto, tocca a... Qui attende che sì, anche io sono un modello. Però se fai, lui muore e non può più restare. Bello. Sono questi qua, spareranno tutti comunque su quella squadra là, perché non ho altri buoni target da a cui sparare. E terrò per ultimi i colpi con danno alto, perché, okay. Perché sì. Quindi sono rimasti ancora tutti vivi, i tizi... Non è sparato con niente, non è? Sono 3, 6, 9. E mo sono morto solo il plasma, là. Quindi sono 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 colpi che colpiscono al 3 rollando gli 1. Questo è un bilico, direi. Ok. Questi sono reroll. Da quanti uno. Ok, così. Quindi questi qua che feriranno antinfanteria al 4 rollando gli 1 perché sei sul mio prendo, target. Ma se rimuovo... No. Quindi rerollo questi 1. E entrano... Questi 3 e 6 save, in media è morto l'apotecario, vediamolo. In media è morto. Okay. Draigo. È a posto, quello è un 2. Sì, sì, salvo. Ok, Draigo è a postissimo e adesso si prenderà in faccia un cecchino, vediamo. Cominciamo col cecchino, al 3 quindi. Fa un 1 che rerolla perché c'è colla vicino. Sì. Lo colpisce e ferisce al 3 perché forza 7. Adesso senza 6, Paolo. Draigo. E sto cercando proprio 5 dove era. Ok, comunque ha ferito questo. Sì, sì. Ha 7 ferite. Un save all'invulnerabile. Danno di 3. Cos'è il CP? Sono un secondo. Tu cos'hai ancora di bello lì mezzo?
Di danno alto direi non tanto, perché loro sono, ma ci sono ancora quelli là sopra che non hanno ancora sparato. Sì, è vero. Non ho dimenticato che c'erano ancora loro, in effetti. Allora, lo ritiro, uso okay. Un reroll. Dai, salgo. A posto. E a questo punto ci sono i due colpi di... penso che sono entro 15, no? Secondo me, sì. Dovrebbe essere... Sono io. Grazie. Per il rapid fire da questo tizio. Ok. Quindi sono due colpi... Sì. Sono 0 CP. Due colpi di arc rifle, quindi sì. Questi due al 3 rollando gli 1. Due entrano, forza 7 al 3. I 6 sono devastanti. C'è una devastante, madonna, e un save, invulnerabile. Salvo. Quindi una devastante sono di 3 danni. 2 danni. Va, 5 ferite. A questo punto cerchiamo subito di finirlo, quell'altra squadra sparerà sempre, certo, a lui. Vai. E là erano morti invece un paio di modelli, se non sbaglio, sì, quindi devo contare. Ti dico subito, sono 4-5 per cecchino. Ok, perfetto. C'è e non c'è più nessuna arma speciale perché sono morte entrambe. Perché ho tolto quelle più vicine perché cercavo di toglierti la carica prima. Certo. Quindi sono 5 più cecchino, quindi sono 15 colpi. 4, 6, 8, 10, 12 e 15 colpi che colpiscono al 3 perché sono rimasti fermi. E rollano gli 1 perché c'è Draigo. C'è il Draigo, sì, vabbè, c'è colpi. Sto confondendo tutti i nomi, già andiamo benissimo. Questi qua che feriranno antifanteria al 4. Mm-hmm. E io rollo ognuno. Yes. Quindi vedo un 1 da rollare. Quello non 3, quindi è andato sicuramente. Quindi questi qua sono. Questo è un bilico. Sì, giusto. Adesso lo vado a riprendere. È andato là in fondo. 3, 4, 5, 6, 7. Scusa. 7? 7, 6 va meno 0. Subisce 0 ferite. Ya. Yeah. Ancora il cecchino. Ha inciso sul nome sul cuore di Mortarion. Ah, è vero, è bellissimo. Un colpo di cecchino che colpisce al 3, grazie. Entra, forza 7 al 3, rerolla questo sì. Qua e ferisce. Invulnerabile, di 3 danni. Già, me li prendo. Un danno. Ma 4 ferite rimaste. Ancora, il boss sarà entro range di attacco focussato? Direi di no, per poco ma non c'è. Mamma mia, mi 3 attacchi, giusto? Ha di 3 attacchi. Di 3 attacchi, esattamente. Di 3. Sono 2 attacchi. Mamma mia, sì, ogni brutta reactions proprio. Per fortuna hanno retconnato quella cosa insieme all'olio di suora. Sì. Perché veramente era imbarazzante. Madonna. Sì, la quinta edizione era un bellissimo. Con Metal Wars e Stick Codex. Sì. Lasciamo stare. Ringraziamo lui perché grazie a lui abbiamo i Necron che hanno problemi di memoria. Due colpi al 2, rollo l'1. Sono anche i virus informatici, eh? Al 3, forza 6, e un 6 va almeno 1. A posto. Salvo. Quindi con quella unità ho finito, mi sa che Draigo se ne sta a posto con, penso, 2 ferite subite, una cosa del genere? 3 subite, quindi sì. Ancora 3? C'è 4. Ancora 4? Sì, grosso. È grosso, confermo. Quindi passiamo ad altre cose di alto calibro. C'ho ancora il Castellan, col Castellan potrei sparargli, ma... Il Castellan piacerebbe ammazzare uno di... Il Castellan è solo il PC 4, giusto? Però ha Heavy. Ah no, giusto, lui non lo prende. Perdon. Quindi sì, colpirà al 5 in realtà. Al 5 se non spara Draigo. Se spara Draigo colpisce al 4. Perché è sul priority target, sulla acquisition target. Su acquisition, ok. Buono, lo sparo a Draigo, facciamo così. 3 colpi. Solo Draigo, 3 colpi, colpisce al 4 e anche il sì, Datasmith sì, lo attacca lui. Quindi 3 attacchi, colpisce al 4 e rolla l'1. Quindi... Ho su un obiettivo in cui c'è una grossa freccia luminosa con... al 3. È il suo standard quello. Un 6 va al meno 1. Un danno. Questo è l'attacco danno 1. Fa 3 danni. Adesso è a 3 attacchi, questi sono danno 2. Sì. Quindi 3 colpi al 4 rollano l'1. Zeri. Perfetto. Giusto così. Il Datasmith. Lui con la sua pistola... Gli fa 3 danni adesso e lo uccide. Che tra l'altro... No, scusa, pistola come funziona? È uguale. Può sparare a qualsiasi... No, lui è un veicolo, non può. Quindi, ma la pistola puoi sparare in corpo a corpo, nel tuo corpo a corpo. Sì, esatto. Quindi la spara nel suo corpo a corpo. Esatto, sì. Quindi la spara dovrebbe essere al 2. Al 2? Sì, perché... Ah no, giusto, lui non ha la dottrina, scherzavo. Al 3, quindi forza... Ti vorrei dire 6, ma...
Che pistolone è? Una pistola. Una volta. Pistola del Mac, le fan bene. Lo chiamavano. No, no, no. Non solo. Una volta queste si chiamavano Archeotech Pistol, ma adesso hanno cambiato il nome perché ho detto pistola del Mac. Adesso è Mechanicus Pistol. Il nome più creative bankruptcy possibile. Forza 6. Al 3. È un save a meno 1. A posto. E, ok, fatto anche quell'unità. Adesso passiamo a quell'unità là che spara tutto quella, certo, che era sulla tre squad. Perché fa, non fai fare una cosa, fai prima qua sulla. Ah, ok, bravo. Cominciamo con il cannone laser. Perché sì. Sì. Un colpo al 3. Colpisce. Sustain hits. Va bene. Due colpi al 2. Non rerolla questo. Ah, sì, quindi. 2 6, vulnerabile. 1. Di 6 più 1. Sì, dai. Morta. Visto? Era facile così. Quelli sulla Strike Squad, sì. Non è morto nessuno di quelli. È morto il plasma? No, non è morto il plasma. No, sono pieni. È l'unica unità. Tra l'altro, questa unità qua è sbagliata. Questa era morto il plasma. Mi sono morti 3 plasma. Non dovrebbe essere giusto. C'è l'archeo. Questo è l'arche. Pareva strano. Ho spostato l'obiettivo forse. Ma va, più o meno giusto, dai. Là penso che vedano tutti. Sono. Sì, sono tutti, dai. Sono. E occhio, due sopra. Quei sopra sono armi speciali? Sì, le armi speciali sono. Le tre armi speciali sono sopra. Quindi sono 14 colpi di fucile. Sì. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Loro si sono mossi, quindi spareranno ai 4. Non rerollano un cazzo. Scusate. Giusto così. No, è giusto così. Io toglio abbastanza gli olio. Pardon. È abitudine. Cioè, io già non sono venuto prima, ma queste 4 save meno 0. In realtà è più comodo giocare a sinistra perché se non sei mancino, una ferita. Perché così hai il braccio più comodo. Una ferita. Solo entro 15 pollici per rapid fire. Lo dico subito. Eh sì. Ok, quindi sono due attacchi di Arc Rifle che colpiranno al 4. Colpiscono in 2, forza 7 al 3. Devastating Wounds. Quanti danni? Di 3 in 1. Tira il primo, è il primo muore. Il primo muore, il secondo fa un danno, quindi resta vivo. Ok. Cazzo, doppio Devastating Wound, così è immorale però. E il cecchino al 4. Colpisce. Al 3 entra e meno 3 in tutto. Al 6, no, al 5 è morto. Ha una ferita subita, quindi, di 3 danni. E il plasma sparerà sovraccaricato, chiaramente. Due colpi, perché è l'unico che deve ancora morire per questo. Due colpi al 4, manca entrambi e vediamo se muore. E muore! Sti plasma, ragazzi. Esatto. Memento morto. Adesso lo tolgo subito di questi qua, ragazzi. Vabbè. Qua sopra. Okay. Quindi. E manca ancora l'ultimo granchio che spara, sì, tutto su quella stessa squadra. E avrei dovuto farlo prima perché aveva blast, ma va bene. Quindi così. Colpi. E quindi due colpi al 4 perché lui si è mosso. Sì. E uno entra al 2 sicuramente. Meno? E meno 4. E 6. Onesto. Occhio. No, muore uno. Sì. E poi? E ancora i suoi 12 colpi di stabber. Ok. 9. E 12 che colpiscono al 4. Lui non rolla niente. Un sustain hit. Io devo dare una cosa che non ho mai fatto. Voglio verificare un dato. Poi un gambit. Al 4 questi. Hai 3 save almeno 0. 3 save almeno 0. Yes. Yes, indeed. Indeed. Ok, direi che il tiro è finito, finalmente. Ce l'abbiamo fatta. E possiamo andare alle cariche. Abbiamo una carica facile da qua a qua, dei Sicarian. Quindi i Sicarian proveranno ad attaccare quella squad là. Con più uno entreranno facilmente, si metteranno, scusa, tolgo questo un attimo. Aspetta, prima faccio altre cariche. In realtà solo un'altra carica, cioè? Perché questo tizio qua... Daigo, o i miei polli. No, se avessi dovuto attaccare Daigo sarebbe andato là. Attaccherai i Terminator. Okay, vai. Ti sovraccarica di bersagli, tanto. Sì. Ce l'ha. Solo che vedo il metterlo, hai il muro, ricordati lì. Quindi gira e basta. Ok, perfetto. Dopo rimettere quel muro. Ok. E
qua adesso li metto un pochino. Avevo 8 pollici perché più uno. Metti pure bene come vuoi. Conti che io ho 6 DOC, quindi hai almeno 7 sull'obiettivo. Sì, me li metto tutti sull'obiettivo. Perfetto. Per sicurezza. Così anche se ne muore un paio posso fare... Lui può attaccare, l'importante è questo, sì, perché lui è il sergente. L'unica cosa è il muro. Ah, giusto, non posso essere sul muro. Vabbè, li metti per quel muro, comunque sono mezzo pollice. Posso metterlo tipo così. No, tanto basta spostargli un po' la... Sì. Ma tu stai prendendo i dadi qua sotto. Sì, ok, semplicemente li mettevo... Ravaniamo. No. Non avevo neanche visto all'inizio. Vai. Che potevano andare là sotto. Va bene così. Allora, quindi cominciamo. Tu non mi puoi interrompere, se non sbaglio. No, un 0-0. Quindi cominciamo semplicemente da qua. Però tu potete attaccare per primo là contro la gente che è già in sustain combat. Quindi cominciamo da questi. Questi sono intanto 4 attacchi del sergente, che sono quelli più forti. Perché sono 4 attacchi che colpiscono al 4, purtroppo. Sì. Ovviamente. Al 4 sì. Fai devastating. Al 3 devastating. Al 3. Team Fatri 3 più. E quante sono? Una. 3 danni in tutto, qui muore uno e uno un danno. A questo punto sono gli altri, sono 4 attacchi a testa, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 28 attacchi. Ok. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, faremo due volte questi. 14, così vedo entrare 7 attacchi, mm-hmm. E di nuovo questi, quindi perfettamente in media, il primo... E il secondo è... Salute! Grazie. E il secondo sono 4-5 attacchi. Quindi sono 12, quindi questi, che hanno forza 4, quindi feriscono il 4, ma il 6 sono mortali. Sono devastanti. E siamo un altro morto e un altro ferito. Sono due morti e uno ferito. E sono 3 save almeno uno. 3 del 3. Muore un altro, quindi siamo a 3 morti, rimangono in 2. Yes. Vanno due spalle, ti rispondo. Se vuoi rispondere subito, vai. Ti diamo subito lì. E ho fatto il Psy Cannon. Ok. Resistenza 4. Resistenza 4. Sono 4 save almeno 2. E ognuno di questi ne ammazza uno. Esatto. Quindi 4 save sull'invulnerabile. Sono quelli. Yes. 4 save sull'invulnerabile sono questi e muoiono in 3. Perfetto. Ah, è combat pari. Sono morti 3 contro 3. Giusto. Effettivamente bilanciato, come direbbe Thanos. E io tengo l'obiettivo perché io ho 5 o C mentre tu ne hai 4. Già, questo mi fa male perché farò... E quindi faremo un bel gambit. Si gambitta. Allora, 4 attacchi del tacchino intanto che ha caricato. Quindi 4 attacchi al 4. Al 4, sì. E i 6 sono doppio sustain. Okay. E rollo gli 1. Non ci sono doppio sustain, però sono 3 di queste, forza 7 al 3. Hai lance anche? Sì, giusto, quindi al 2, giusto? Al 2 e non rerollo gli 1 perché non sei nel mio position. Quindi 3 save al meno 2. Quanti danni? Porca puttana, 2 danni l'1. 2 morti. Muore quello ferito e muore un secondo che rimuovo qua. Yeah. Poi togliamo quel dado. E adesso puoi attaccare tu e attaccare come vuoi perché io quelli là sono sustain combat. Allora, posso... Allora, tanto io attivo, posso fare così. Quante ferite attacchino 6? 7. Diciamo che... 7 ferite, resistenza 7, armatura al 3, invulnerabile al 5. Yes. Un tacchino, sono obbligati. Via, resistenza 7? 7. Al 5. Due armature sul tacchino. Due armature al meno 2, immagino, quindi al 5, invulnerabile. E danni. Prende 4 danni, va a 3 ferite rimaste. Metto queste. 3 su Crow, 2... 3 sul Castellan e uno su Crow. Solo poi sono obbligato a fare su Crow. Ci sta. Crow. Sommandoli. Che miseria. Sul Castellan. Non facciamo così più. Una su Castellan, questa sì. Era. Su Castellan al invulnerabile. E salvo. Salvo. Rispondimi. Tocca a loro. 5 attacchi del Castellan intanto, perché lui ha danno 3, quindi ha senso farli subito. E colpiscono, non sei nella acquisition target, quindi colpiscono al 4. Rerollano questi 1 però. Quindi 4 al 2, con forza 12. Quindi 3 save sull'invulnerabile. 3 save sull'invulnerabile. 2 morti. 2 morti. Abbiamo quelli sul tacchino, uh-huh. E questo tacchino libero.
E a questo punto devo continuare a attivare la unità di Castellan, quindi il Datasmith, due attacchi al 3. Scusa, al 4 penso in realtà. Mi pedi l'1 però. Sì. Ah no, sono al 3, scherzavo. Sono potenziato. 2 e al 3. Forza 8 al 3. 1 entra, quindi un save. 2 danni. E 2 danni segneremo. Ferita rimasta sta quello destra. Tocca a Cole, quindi Cole cominceremo con gli attacchi piccoli perché è una ferita rimasta tutta di tizio, quindi 4 attacchi di Arc Claw al 2, sì, questi. E sì, vabbè, non commento neanche. Questi al 4. E non ho reroll, quindi un save al meno 1. Ok, quindi 2 di 6 attacchi di Shamei di Mecadendriti. 10 attacchi, 4, 6, 8 e 10, al 3 roll agli 1. Al 3? Al 3, esatto. 5, 6? 4. Al 5 va? No, questo è per colpire. Ah, scusa, stavo per ferire. No, tranquillo. Questi qua non rollo niente per ferire. Al 5 non rollo niente. Sono 4, 6 comunque. Potrei morire quello ferito, non muore. Non muore, quindi 4 attacchi di Asha. Vediamo se riescono a sgomberare un altro Terminator. Al 2 rollano gli 1. Forza 8 al 3. 1. Un save all'invulnerabile. Salvo. È a posto. Bene. Ok, quindi è turno tuo. Tu fai un po' di secondaria, mi sa. Io faccio behind enemy lines. Però con... Non è aircraft? Sì, ma lui non perde la keyword aircraft. La perde? La perde. Ah, okay, perché se tu metti un'unità in hover, quell'unità non è più un aircraft. Ok, perfetto, l'ho risolto. E ho behind enemy lines e ho engage on all fronts con due unità. Okay. Ah, giusto, behind enemy lines però ce l'ho con solo un'unità. Quindi prendo tre punti, perché in tattiche, e poi ne prendo 5 per engage on all fronts, direi. Allora, quello che farò io sarà rimuovere quei modelli lì da mettere in serva, dopo li tolgo. Vado a una ferita rimasta qua. Resuscito un Terminator così non perdo il Nofer Battleshock. Yes. C'è. 0 CP faccio. 0 punti di vittoria. No, stavo controllando l'engage. No, quello è tuo. Ah, però quello non fa punti? Esatto. Ah. Così. Allora, pesco due secondarie. Mangiare un pochino. Overwhelming Force, che è fattibile in realtà. Sì, direi Bring sì. It Down, che è fattibile uguale. Mm-hmm. Overwhelming basterebbe distruggere il tuo veicolo sul tuo obiettivo base, in realtà. Yes, che Draigo è là apposta. Esatto, ma Draigo forse potrebbe avere un altro obiettivo. Bring It Down. Bring It Down. Quando mangi. Ah, sì. Ah, adesso svitilo, stacchi il volo. No, non sei sicuro. Così? No, svitilo. Ok. Allora, quindi, nelle fase comando non devo fare nulla. Posso passare alla fase di movimento, direi. Ah, sì. Ovviamente dichiaro un bel gambit. Faccio Orbital Strike Coordinates. Così mi divertirò a tirare da dire la fine partita. Orbital Strike, quindi qual è? Allora, alla fine del quinto turno, se una più unità della tua armata non sono Battleshock, sono entra 9 da un angolo del terreno, e queste unità non sono completamente nella tua deployment zone, ti ha 2 di 6, aggiungi un risultato per ogni altro angolo del tavolo in cui hai una più unità. Se fai 12 o più fai 30 punti, considerando lo schieramento noi abbiamo 3 angoli possibili in cui farlo, perché lì puoi essere nell'angolo, entra 9 dall'angolo, e non essere nella zona di schieramento, perché è l'unico... Vinci due schieramenti che puoi farlo, sono... In realtà solo il Dawn of War non puoi farlo questa. Perché hai lo schieramento lungo e ti blocca due angoli. Certo. Quindi farò il Gambit. Quindi l'unità è rimossa. È rimossa. Ah, è rimossa? Sì, sì, così avete il Battleshock. È vero perché hai il lato core lungo, esatto. Però avendo le diagonali posso farlo. I tre bibliotecari li ho lasciati in campo. Quindi in questo turno faranno cose. Dovranno fare delle mortali e caricare. Bene. Allora, se la regia mi dà... Ma posso dichiarare le mie cose di inizio battaglia? Ah, tu... Quello in cui hai più una lista... meno una lista quando si entra in schieramento? Sto pensando, perché comunque Heavy non è male perché tu sei nella mia zona. Sì. Assalto me ne faccio qualcosa? Non inizio a muovere io? Sei nella tua zona di schieramento, più uno di tutti contro la gente nella tua zona di schieramento, non me ne faccio niente. Cole farà comunque 3 rovagli 1 per colpire, certo. Mm-hmm. E vabbè, sì, resteremo sul Heavy e meno uno allo tutti. Ok, come questo. Questa non c'è più. Lui ho già messo il modello. Poi devo mettere un po' di cose. C'è queste due unità qua, devo mettere dopo.
Ok, posso fare un po' di movimenti buffi adesso. Questi faranno qua, lui cosa può fare? Può fare un po' di attacchi qua e poi andare a prendersi lui. 5 polli. Allora, posso sposto un attimo questo, un po' più stiamo meglio di 3 metri, così facciamo stare l'edificio di nuovo. Questo cambia niente, facciamo così, starci. Ha rotto il cazzo, ha rotto il cazzo l'apotecario, e l'apotecario poi non posso neanche toglierlo. Quelli avevo due a prenderti, posso fare un MP. Lui ha mezzo pollice, ha un pollice così può farti la carica. Qui vediamo cosa posso fare a 9. A 9 posso arrivare qua. Deve essere a 9 da lui. Quindi qua posso arrivare volendo. Arrivare, spararti un sparucchiarti e poi farti una carichina. Devono tornare in questo turno. Sono obbligati in un turno in cui vanno via. La fase di rinforzo dopo sono obbligati a entrare. Stai chiedendo davanti. Almeno un paio di colpi facciamo. Gli altri dietro. Non spareranno, ma mi fa comodo avere lui anche qua. Che ha un'arma anti-infantry. 9, bene. Oltre 9. Oltre 9, oltre 9, bene. Beh, lui no, lui no, tanto lui non ha NIP, quindi è posto. Ok, 1, 2 e ho rischiarato. Quelli devo mettere a quelle parti, quindi metteremo qua indietro. Se li vuoi prendere, vieni a prenderteli. Mm-hmm. No, cosa posso fare? Quelli sono bloccati in corpo a corpo, non posso spararmi. Dovresti ammazzarmi questo turno. È fattibile, quello può muoversi più rapido, posso metterli. È bella domanda. Posso mettere qua e al massimo fare un... una fuga tattica fuggendo fuggito. Perché non ho altri modi di posto in cui nascondermi sta partita? Cosa? Sì, posso tirare la granata, lo so. È che metterli qua il rischio è questo, che lui con Nagel me li faccia fuori. Devo mettermeli. Lo so, ma mi servono per fare il gambit questi. E questo è il problema. Lui può fare la granata. Lui può fare la granata perché lui ha la keyword granata. Lo so, che se per questo ho un inquisitore per un motivo. Ho un inquisitore per un motivo. Che mi permette anche. E ricordo il titolo, mi permette anche di recuperare il CP. Ok, bene. Io non ho granate con nessuno, quindi queste cose me le. Davvero non le hanno? Neanche i citari? Allora, bene. Io ho fatto tutti i miei movimenti. Perché non ho tante cose a muovere. Posso fare cose che fanno bua. Allora. Puoi provare a fare le cose che esatto. Fanno bua. Prima cosa, facile. Primo Tech Marine, quello dentro lo scenario. Vediamo se fa il mio attacco psionico sul tuo destroyer. Là. Di sì, come si chiama il... Quale? Il... Dunkrawler. Ah, il Onager, sì. Oh, no, non c'è l'altro. Ah, e Disintegrator. Disintegrator, ok. Sul Disintegrator. Due di tre mortali. Ne fa quattro. Ottimo. E quello riparato, quindi quello col Finopay in questo turno, e l'Onager, invece. Cosa? Quello che avevo riparato e l'Onager. Quindi fa uguale. 4 danni hai fatto, ho detto no? Ah, ok. 4, che palle, spero fosse un 6. 2 di 3. Una, qua. Altre 3. Quindi 7 ferite totali. Quante ne ha ancora? Ancora 5. Ancora 5, ok. Io le metto qua. Allora. Così le vedi. Facile. Gli due psichiano le unità su di lui. Tutte. E... Scusa. Oh mio. No, aspetta, devo... Vabbè, e tirando anche la granata, okay? Perché devo dichiarare prima, quindi dopo devo stare con il CP. Sono due tir armatura. Due tir armatura, almeno due, giusto? Meno uno, e io sono nella mia zona di schieramento, quindi... base, armatura al 2. Quindi al 2. Tre ferite. Con due ferite. Ha due ferite rimaste. Altro più recupero il CP. Aspetta, ci sto pensando, potrei rollare questo. Io ho recuperato il CP per la granata. Sì, io uso il rollo su questo, perché tanto... I prossimi tiri grossi c'è una fase di no, ho ancora un botto di cose da sparare lì. Ho i tre psionici, fanno un meno 2-2, tutti meno male. Sì, ok, ma questi sono tre danni secchi al 2 più li riblocco, okay. Quindi uso un CP roll qua.
E lo blocco. Okay. Quindi 0 te lo fate subito. La granata. Granate sono 6 di 6. Ogni 6, no, ogni 5 più, sì. Mortale. Una mortale. Una mortale. Va a 4 ferite rimaste. Ma dimmi cosa lì ancora. In teoria ho un no, solo il suo. Ok, la sua arma combi arma. Che non so il profilo, solo un attimo controllo. Che non mi ricordo il profilo del combi arma, giustamente. Ah sì, volevo controllare se i miei tizi hanno le granate, ma sono abbastanza sicuro di no. No, la sua combi arma non andrà là, ma andrà sul... No, non ho granate. Sì, va là, dai, sia mai che... Colpisce uno. Niente. Ok, lui è finito. Beh, in realtà se ti caricherò, ma spero di non caricarti. Allora, cosa obbligate? I melee ti sparo con i... Terminator in mezzo. Distanza 8, Cole, giusto? Cole 8, Lunager 9. Scusa, il Lunager, il caster 9. Cole. Colpisco il 4, quindi 3 al 4. 1. Un save all'invulnerabile, penso. No, ah no, meno 1, che va a meno 0. 2. Tre ferite subite, va a 4 ferite rimaste. Quanti bolter ho? 1. Un bolter. 4 colpi di bolter. No, 2 bolter dovrebbe essere. Sì, 2. C'è un secchino in più, sono 2 bolter. Poi 4. 1, 2. E al 5 una no, al 6 scusa, è forza 4, niente. Ok, ok, allora adesso le cose più divertenti. Sì, grazie, stiamo a vedere. Togli quello di sinistra, tanto l'ho premesso. Ma uguale, sì, si può dire. Uguale, tanto uguale. L'altra sinistra. Sinistra. Ok, allora, ho ancora il bibliotecario in cui sparare con tutto. Allora, quasi quasi bibliotecari sparando a Crow. Quante ferite a Crow? Ancora 4. Okay, ti ho tolto lo sì, sticky sì, dall'obiettivo qua sulla... Yes. Abilities. Allora. Abilities. No, è ranged. Allora. Prima di tutto. Il attacco psionico. Quello normale, non tocca niente. Perché anche... sì. E... non ho aperto, giusto lui però. Lui era un operative, sì. Quello mi cambia. Lui dovrebbe essere 112. Sì, c'è. Sì. E anche l'altro, perfetto. Ok, ci siamo. Bibliotecario sull'obiettivo. Hai... Niente. E chi sono quegli altri due psionici che ho votato prima sul disintegrato? La vita e l'oro. Ah, ok. Quindi questi sono i colpi. Questi sono i tiri. Sì, sì, ah, mi da tiro. Sì, ok, ok. Poi il bolter. Al C4. Simili. Niente. L'altro. Psionico. Non colpisce, ovviamente. Bolter, 4 colpi. Peccato non abbia vita strane. Veramente. O fosse per fallire. 6. Una. Un save al 2. Tre ferite rimaste. Si tocca a Draigo. Draigo anche lui farà tutto su di lui. Allora, Draigo anche lui l'attacco psionico. Scourging. 3 attacchi. Al 3. Yes. Polter. 4 attacchi al 3 perché è il meno 1. Niente. Signori, oh. È un esorcista. Veramente. Per i caccia dei demoni. Ho fatto la spada con tutto, direi. Perché dunque due sono dietro. Sì, e le cariche allora. Yes. Adesso. Quante fai da 4? Le Draigo. 3 sono... rimaste. 3. Cole. No, no, pensando. Il disintegrator. Disintegrator. Termito a T-Nipe. Al 9. Niente. Non un CP. No, un CP, ma. Lo ridollo. Sette, niente. Bibliotecario sul veicolo. Sì, ci arriva. Sì, c'è, sicuro. L'altro. Te lo sposto? Per l'altro? No. Traigo sul veicolo. Sì, dove sul veicolo? Culo. Ok. Bene. Si sposta ogni tanto. Tu hai... Dove vuoi metterli? Sull'obiettivo? Restano sì, sull'obiettivo? Sì, sull'obiettivo. Tipo così e lui allora, anche inizio lui. A Draigo, così poi in caso interrompi. Yes. Se attacchi, non ha niente. Fortuna, colpisce 2. Forza 8, 2 all'invulnerabile. Danno 3. Non c'è invulnerabile su di lui. Ok, sono 6 danni. Meno 4, danno 3. Meno 4, quindi dal 6. Ah, ok, è andato a 2, scusa. Sì, tranquillo. No, pensavo il 2 6. Sta mortissimo. Vediamo se esplode. Giustamente. Esplode. Quanto è di 3, giusto? Di 3. Direi di 3. Perché non è niente che sia sopra di 3, mi pare. Lui di 3. Fammi su Draigo. Su Draigo. Vediamo se succederà io così. Una volta che no. Due danni su Draigo. Va una ferita rimasta. Il bibliotecario. Sì.
Uno sul mio ingegnere. La tre rimaste, sì. Muore. Crow. Su Cole, giusto? Cole, sì, Cole. Sì, tranquillo, tranquillo. L'ingegnere muore. Cole muore. Deve esplodere anche lui. L'onager. Esplode Cole. Ah, bella domanda. Bella domanda. Ti direi di sì. No, invece no. No. Peccato. Onager? Su l'onager, che ha un film no pain, però. Su l'onager 2, film no pain al 5. Ne salva una, quindi ne prende... no, sono quelle là. Sono 8 ferite sulla, sul fiumicello. E poi sui Castellan direi che ci arrivano. Sono 6 pollici, sì, ci arriva. Arriva la tua squadra di Terminator. Sì, io arrivo al cimitero Terminator. Ok, quindi sui Castellan prima. Sì. 3. Azzo. E sui, Terminator. 3. Ok, è morto. Ha fatto una bella esplosione sto disintegratore. Ha spaccato un mese esercito, si chiama disintegrator per un motivo. È Vegeta quella roba. Cioè, disintegratore proprio. Grazie, grazie. Bene. E qui ho fatto anche due secondarie con questo. Ah, e Cole anche. Eh sì, puoi rispondere, puoi interrompere col Castellan suo adesso. Ma non serve che interrompo, no? Perché semplicemente sarà come sì, attacco. Sì, no, perché attacco il bibliotecario, vero, per questo. E tu hai ancora 4 Terminator là, no? E non 5. Ho messo... No, 4. Quindi se metto giù il bibliotecario e la bibliotecario... Se io ti interrompo, però dopo comunque... No, non posso interrompere, attacchi tu adesso tanto. Sì, ok, ma devo attaccare con una delle due unità. Esatto, poi e l'altra attacchi tu. Sì. E... A casa apprezzano le citazioni con Vegeta. Vabbè, è fondamentale, dai. E... In realtà era più... Come si chiama? Mikita Tensing? E quello che si suicida? Jaozi, tipo, una cosa del quello genere. Che... Addio Tenzing! Addio Tenzing! Sì, vabbè, ma quello è piccino, mentre questo ha detonato e no, ucciso... è piccino quello qui da dentro, magari. Adesso è sceso già, guarda il vehicolo, addio Tenzing! No, penso che ti attaccherò col Castellan, sai, vai. Perché qua, okay. Se non fai sono benissimo... Attacchi, se non attacchi. Fai benissimo, almeno lui sopravvive, sì, che lui è quello lui, importante. Lui è mezza, Beh, no, perché convince come piace al 4. Sì, ma sono 4 ferite... Però, vai, colpisce al 4. 5 attacchi di Castellan. Lui stavolta colpisce al 4 senza reroll perché Cole è morto. Sì, veramente. Abbiamo finito il reroll. Dottore, abbiamo finito il reroll. Vabbè, però comunque... Però comunque tiro bene, quindi non c'è niente da dire. Al 2. Sono 4 save invulnerabili. Ognuno è morto? Sì. 3 morti! Dottore. Rimane l'apotecario. Ma tanto non servono. Non ci servono. 2 attacchi di Datasmith. Al 3. Colpiscono entrambi. Forza 8 al 3. Hai un invulnerabile, quindi resta vivo. Perché danno 2. Un reroll, giusto? No, l'ho usato. L'hai usato. Il Jimmy Nicole su CP, ok. Bene, una ferita ancora rimasta. Una ferita rimasta. Oh. Sì. Con cosa vuoi attaccare? E l'altro qui non puoi attaccarmi, quindi attaccherò lì. Sì, abbastanza ovvio. Mi sembra ovvio. Prossimo il turno tuo, quindi il Drago verrà scoppiato male. Ma quello è l'obiettivo. 4... Al 3, dopo li recupero in qualche modo. Beh, sono 3 in salvezza lì. 3 invulnerabili? Sì. Al 4. Vabbè, almeno il sergente rimarrà vivo. Sì. No, rimane almeno 3. Cioè, 3 più sergente. Quindi togliamo questo, gli altri restano sull'obiettivo. E risponderò perché non ho nient'altro comunque con cui attaccare, quindi farò così. No, dopo perché è uscita la scritta. Ma posso, per una volta posso. No, perché l'ultima volta abbiamo avuto Remy, saltava la live e si ripartiva da sola. Ah. E quindi dopo scaricarla e montarla a mano. E dopo ti rimane il trauma, immagino. Non il trauma, aspettare ore che... Ah, certo. Vai. E 4 attacchi di sergente, intanto cominciamo da quelli importanti. Potrebbe bastare. Quindi questi qua... Esatto. 2 al 3. 2 al 3. Muore uno. Muore uno e 12 attacchi degli altri. 8 e 12 attacchi al 4. E che sono andato io per primo. Che palle. Se ero per secondo, è più facile fare il. Sai che se ero per primo, davvero non sapevo cosa avrei. Non so cosa avrei fatto. No, cambiava la partita talmente. Sicuro. In meglio al 4. I 6 sono devastati. Morto preciso. Di solito, vedi? Facile. Rispondo col Terminator su. E loro consolideranno sull'obiettivo. Per finire. Sì. Terminator. Che ha deciso di non colpire con niente facendo un poker di 2. Madonna mia. Bene, turno tuo. Qui turno mio faccio... E quante ferite aveva? Il carro? Sì. Allora, il carro, 11, però anche giusto. Cole, giusto? Conta anche Cole, è un mostro Cole. È vero. Quindi Cole aveva 10 ferite, quindi ti fa 3 punti. Sì.
e invece è anche uguale, identico al Disintegrator, che aveva 12 ferite. Quindi no, tre... no, meglio di 4, perché sono... Ma Cole anche ha 10 ferite, eh? Sì, sì, ma quell'altro aveva più di 10. No, ha 12. Scusa, 12. Ragione, sono 6 punti di vittoria, quindi. Che non capa la 5, giusto? No, 8. Se... Ah, capa 8! Più bello, bello. Che ho fatto un nemico sull'obiettivo, quindi sono 11 punti di vittoria. Yes. Io di nuovo ho fatto le mie secondarie e non riesco a prendere CP oggi. Vediamo come va col gambetto allora, perché adesso mi sa che una buona parte delle cose sono ancora sul campo, muoiono e rimarrà quell'unità là, tipo. Sì. Dipende cosa fa adesso con te. Vai. Vediamo le due missioni intanto. Caccio nel mio outpost. Di conquistare l'obiettivo lì. No, questo. Ah, quello. Nella tua zona di schieramento. Te la vedo dura perché non so se arrivi. Forse lo farò il prossimo turno. Non so se ha senso scartarlo adesso. Intanto vediamo l'altro. Clans, Clans, due obiettivi devo fare per ammazzarlo, no? Uno e due è finita là. Sì, anche qua è da più farlo. Sì, in realtà questi quattro non penso che li manderò a morire là, perché... Un po'... ci arrivino, ci vorrebbe un po' di turni, quindi credo sia abbastanza facile. Yes. E... Fai 15 punti di vittoria per la primaria. Sì, uno, due e tre sono miei. A questo punto... Devi fare un battle shock? Sì, giusto, sul Castellan. Sì. E anche qua. Ah, vero. Il Castellan fallisce il Battleshock. Mi piace. Niente CP per lui. E i quattro Sikran rimasti falliscono e quindi non possono fare Clans. E qui fai solo 10 punti di vittoria. No, ma lo farò. Ah, giusto, no, non controllo neanche. È vero, c'hai ragione. E quindi. C'hai ragione, solo 10 punti di vittoria. Sì. A questo punto, io praticamente ho finito l'abilità nella fase di comando. Sì. Perché. Se c'è l'obiettivo che è quello lì, direi. Sì, l'obiettivo prioritario sarà quello, anche se tu ti potrai teletrasportare. Cosa che prende farò con almeno un personaggio di due. Però io quasi quasi non vengo là. Sto fermo e non ti faccio teletrasportare. Eh sì, esatto, il trucco è quello. Però se sposto il tacchino, tu ti puoi teletrasportare, perché sono entro 9 pollici, penso. No, forse dal termine in corpo a corpo e basta, non credo Drago, sai? Sì, in realtà, guarda, 9 pollici, ci sei. Quindi il tacchino dovrà stare fermo. Esatto. E va bene così, loro restano fermi per sparare, mi sa. Sì. Anche se forse ha senso che vengano qua a far clans. No, ma loro e loro faranno clans. Sì, chi me lo fa fare? E Caldo Drago ha una ferita. Drago ha una ferita, sì. Potrei ammazzarlo sparandogli col Castellan in corpo a corpo. Come il tacchino, quindi anche se li muovi posso muovere. Esatto, Drago. Esatto. Io devo star fermi. Quindi loro resteranno fermi, i Datasmi chiaramente resta fermo, lui resta fermo e mal che vada spara a loro, mal che vada, non c'è nessun target. Lui resta fermo per ottenere Heavy e sparare al bibliotecario, mi sa, oppure alla squadra qua in fondo. Perché li vede, giusto? Sì, 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 assolutamente. E quindi a Blast sì, magari lo sfruttiamo. Assolutamente, sì. Sì, sì, mi pare sì, la linea qua è sì, buona. Sì, si vuole la basetta, a posto. Va bene, va. Allora, azione. Quindi sì. Clans è maxato. Caccio nel mio outpost. Sto pensando se rollarlo. L'unica roba puoi fare è l'ho. È già cambiato Assassinate. Giusto. Non puoi neanche bravo. Cambiare la produzione. Mi ero dimenticato. Quindi questo me lo tengo e lo farò il prossimo. Secondo me puoi vedere di muovere. Con loro mi muovevo per stare in bordo, esatto. Per fare clans e dopo non mi assalto? No, quindi no, per gli attiri pesanti, quindi no. Giusto, quindi farò tipo così, esatto. E il prossimo turno proverò a avanzare fin là. Sì. Lui si dovrà spostare per sparare, perché tanto qua non sta facendo niente e quindi si sposterà e si metterà tipo ti do un metro 20 direi qua ci arrivava, no? No, sai che no, guarda. Allora no, allora si metterà qua. Esatto. Si mette qua e spara verso Drago. Non si mette a 9 pollici a Drago, ma tanto lui non si può teletrasportare, no? No, perché è bloccato in milizia. Se è ingaggiato non può farlo. Loro, stesso problema degli altri, devono stare fermi per sparare là. Clans, abbiamo detto, lui sta fermo per Heavy. Loro in realtà si possono muovere. Puoi metterli a bordo obiettivo per prendere l'obiettivo del tuo prossimo turno. Non penso di riuscire a avanzare fino no, al no, prossimo. No, ma stavo pensando per anche loro per cacciare negli outpost. Forse se li metti in conga, loro possono avanzare, no? Tanto? Sì, non posso semplicemente fare azioni. Avanzo con loro. Comunque mi piace come Derito l'abbiamo ignorato talmente creare obiettivi. Ah, è vero, sì, vabbè, ma c'era sempre roba da fare, c'era sempre nemici a cui sparare, far cose. Lui si sposterà di 11 e gli altri li metto in conga per far sì... Quant'è la coesione? Due pollici. Che tocchi un obiettivo. E il prossimo turno 8 più un pollice, cioè più avanzata un pollice in più. E due pollici. 15. Non posso andare sull'obiettivo comunque. Può essere 16 pollici l'obiettivo. Tu non ci arrivi. Però hanno due pollici di avanzata se finiscono l'avanzata entro 6 pollici da loro. E qui dove si muove? Prima loro, metterli qua. Ma che bella conga però. E dove si arriva però qua. Cosa vuol dire?
Ma non ci frega comunque, sai, mi sa. No, ok, vabbè, vedremo il prossimo turno, ma intanto loro non avevano niente meglio a fare, sì, quindi fatti. Tanto vale provare a fare questa cosa. Sì, no, il punto è che fisicamente a 16 pollici è qua, e non riesce a mettere l'oro in modo da prendere questi due pollici, lo metti tipo qua, perché se loro avanzano dovresti metterli con un'avanzata almeno di 11 pollici qua. Sì, perché devono pollici. Essere che finisca. Aspetta, devo vedere se finisce o inizia l'avanzata perché entro 6. Certo. Se forse se inizia è più facile. No, e la distanza dei mentre sei entro 6 pollici da quell'unità avanzi di uno in più. Però in questo caso dovrei avanzare con loro in questa esatto. direzione qua e non ci arrivo. Quindi siamo a posto così. O il muovere beh, in realtà no, ci arrivo. Muovere su verso di là. Ah, beh, potevo fare una conga un po' più così, tipo. Esatto. Facciamo una conga di questo tipo. Anche perché in quel modo lì vai più certo. dritto verso l'obiettivo senza fare il giro dell'edificio. Non ci avevo pensato. Devi fare giusto un 11, cioè un 5 di avanzata lì. Se fai 5 avanzata per prendere obiettivo con l'oro. Sperando che non spariscono il Battleshock di nuovo. Certo, certo, questo è un problema. Va bene, allora questo devo tenere perché abbiamo detto è a posto così. E cominciamo a sparare perché sì, tutto il resto non si muove. Ci sia molto. Allora, cominciamo dalle cose semplici. Noi vogliamo ammazzare Draigo, no? Fai. Noi vogliamo ammazzare spara Draigo. Spara con l'uno c'è su Draigo fuori. Finisci Draigo. No, penso che comincerò con i colpi di questo qua. Che mi dà cover. Ti toglie cover con il Phosphor Blast. Ok, fai Phosphor e via. Quindi il Phosphor Blast è su di lui, sì. I Stabber su di lui e invece il cannone laser lo spariamo sul bibliotecario. Okay, vai. Quindi un cannone laser sul bibliotecario intanto e lui ha avanzato o non ha avanzato, quindi non ha fly. Non ha avanzato, giusto? No. Quindi colpisce al 3. Sì, non mi dà cover. 3, esatto. E ferisce al 2. Salvo. A posto. Su Draigo. Comunque cambia niente, sì, non abbia il 4. Cover. Sì, vabbè, comunque era meno 4 questo, sì, quindi sì, comunque arriva bene. Che mi dà almeno 1. Esatto, quindi 6 colpi di fosfor al 3, perché neanche Caldro, sì, sì. neanche Draigo ha avanzato. No, rollo gli 1 per ferire, non per colpire. Esatto. E questi qua al 3. Rollo gli 1, c'è un 1. E ci sono 2 save almeno 1. Al 3. Salvo. Uff. E ci sono gli Stabber, che sono i Rapid Fire, direi. 3, 6, 9 e 12 stabbe che colpiscono al 3. Non rerollano niente. Dove ci daremo quest'oggi il mio nome? Su che cuore? Un sustained hits. Questi al 5, rerollando di 1. Rerollando questo 1. Facciamo un 5. 2, 5. 2 save almeno 0. Io ho ancora un reroll, Ma è salvo. Peccato. Poi, a questo punto spara con l'Onager, fidati di me. Tanto non ha altri bersagli, Onager, sì, sparo con questo. Ah, il tacchino. Un colpo di pistola. Al 3. Una volta con un colpo di pistola ha ammazzato un Dreadnought, quindi ci potrebbe stare. No. Niente da fare. Non c'è che rivolgo. Niente da Unità. Fare. Tutti i colpi dei anti-infantry su di lui. Caro sul biblio? No, sparo con tutto su di lui. Cioè, devo cercare di ammazzare. Esatto, non dividere. Sono ancora tutti vivi quelli, no? 3, 6, 9. Sì, era morto solo il plasma. 6, 9, 12, 15, 18, 19. Eccoli, sono là in fondo, maledetti. 19, 20. E 21 al 3. Non reroll. Questi qua, anti-infantry al 4. Di uno. Ah giusto, qua c'era un 1 e nessun altro, quindi questi li togliamo e basta, e questo 1 lo rolliamo. Sono 3, 6, 9, 11 save per Draigo, signori, Draigo almeno 0. Tiriamo una alla volta, dobbiamo mettere la suspense more. Roll? Sì. No, non tiro roll, cazzo dico. No, non ha senso. Draigo moriva, questo turno avevo attraverso questa cosa qua. No, non è roll. No, perché tu saremmo contempt lì dopo, quindi va bene. Non ha senso. A questo punto, l'Onager, quello là, spara il neutron laser là con Blast. Non sono in 10, no? 2, 4, 6, 8, 10, sono 10. Ah, ok, hai tornato prima, è vero, sì, perché è morto. Quindi sono 4 colpi di neutron laser. Ferito, mi pare. In prima uno dove era una ferita rimasta. Ma l'abbiamo persa quando sono stati trasportati fuori dal campo, ci sta. Mettiamo da qua su uno, via. È rimasto fermo, quindi al 3. Sì. Ne colpisco 2.
ferirò al 2. Ne ferisco 1. Un 6, un invulnerabile. VP? Meno 4. Meno 2, è il 4 comunque. No, quello con una ferita, ok. Sì. E gli stabber, che avevo dovuto tirare prima come al solito, 3, 6, 9 e 12 stabber al 3. Che generano almeno 3 colpi. Che generano 4 colpi, quindi come al solito... Cosa? No blast, però. Questi sono due... Ah, erano due dell'altra squadra? Sì. Cazzo. Cazzo, ho tirato un colpo in meno. Facciamo... vuoi spareggiarla? Possiamo spareggiarla al 4+. Vabbè. Questi colpi... Ah no, volevo inserire nei 4. Questi colpi qua, come al solito, gli stabber entrano più colpi di quelli che sono stati sparati. Che quindi imbarazzo. Questi al 5. Sì. E entrano 5, 6, va meno 0. 5, 6. Due ferite. Due ferite. Ah, e comunque ho Defense Stronghold, non è più uscita. Ho messo è vero, le carte. È vero. Erano 8 punti gratis. Cioè. Non è. Continua a non essere. Lui continua a non essere in range di. È giusto così. Di raggio e di radicazione. Quindi questi qua spareranno. C'è un bolt di mezzo. C'è un bolt. Guarda, quello è il martello. Quello è il martello. Vai. Questi sparano la loro anti-infantry su questo tizio qua. Sì. Lui spara l'eradication ray su di loro. Ok. E il cecchino sparerà ancora su di loro. Perché ha ancora il psionico. Inquisitore. Quindi intanto cominciamo col cecchino al 3. Entra. Però avevi usato l'armor content, giusto lì? No, non l'ho usato alla fine. Perché andò a fare meno 1000 o meno 0. No, sì, esatto. Adesso ti sto per sparare con un casino di armi meno 0. Comunque hai cover a meno che. Tranne che contro questa fanteria. Con questa fanteria ignoro cover. E quindi questo colpo l'ho colpito al 3 per ferire. Entra precisione sul personaggio. Facciamo. Quindi ferito. Di 3 danni. Un danno. Un danno. Ancora 3, 2. E no, 3. Gli altri. Quindi c'erano ancora. 1, 2, 3, 4, 5, sono 15 colpi, 6, 9, 12, 5, 3 ferite. 15 colpi sul bibliotecario, vai. Al 3, rollerò gli 1 per ferire, perché sei sul mio acquisition target, quindi questi qua al 4 anti-infantry, rollando gli 1. Rollo questo, questo, questo e questo. E quindi ci sono 3, 6 save per il bibliotecario. 6 save e a 3 ferite rimaste. Al 2? Yes. Una ferita, ancora 2. Ancora 2. E mi rimane ancora l'eradication ray che avevo detto che sparavo su quella squadra là. Sì. È dissipato, quindi di 3 colpi normalissimi. 2. Due colpi al 2, perché sono heavy. Aspetta, no, forse lui non si prende la cosa. Ora ci penso. No, lui non ha dottrina imperativa, perché è una cosa di Skitari. Ah, ok. Al 3, quindi questi due, forza 6 al 3. 1 al meno 1, e ignoro cover. Danno. Un danno. Rimane una ferita, quello ferito. Quindi quello ferito si prende ancora una. Quella squadra l'ha fatto, mi manca ancora un onager. Sì, che immagino stabba sul bibliotecario e resta sull'unità. Esatto, esatto. Quindi ho un colpo di blast solo sull'unità. Sì. Quindi sono 3 colpi sull'unità, cominciamo subito con questo. Al 3. Entrano 2. Al 2. Entrano 2 invulnerabili. Muore quello ferito e ti dai per il secondo. Muore un altro, un bolter. Dove poi c'era un bolter, sì. Non lo stendardiere, magari, o un altro. Invasione. Da cosa resta? Perché sono meno di 6. Questo? Se un... Chi è? No, poi mi decare, non so parte di vita. No, togli ora lo snap. Non sai che non te l'ho adesso. Sì, in effetti. C'è ancora l'apotecario dentro. Sì. E intanto comincio a sparare i colpi. Non sono rapid fire, quindi sono solo 6 colpi. Al 3. Sì. Sono questi e ne esplodono altri 2. Vediamo se fanno una ferita, dai. Al 3. Al 5. Ci fa avere lo sport 3.
rerollando gli 1. Un 1, un save. Vai. A posto. Ho finito il tiro. Ah no, ho ancora il tiro del Castellan. Che non so se sparare sul tizio che è in melee con lui. Perché mi attaccherà quello che è in melee. Sì, vabbè. Fa 4 attacchi. Non credo che lo ammazzi mai più. No, è difficile che non ammazzo, quindi sparo al bibliotecario. Quindi sparo 3 colpi al bibliotecario, questi sono quelli che danno 1. Quindi questi 3 almeno 1, e non ho heavy perché lui non è un coso. Quindi 3 colpi al 5. 1. 1 entra, non rerolla niente neanche perché non c'è più call. Al 3 rollando gli 1. Un save almeno 1. Salvo. I 3 colpi di danno 2. Sì, spero di salvare questi, magari. Entrano 2. Sto tirando benissimo. Al 3 rollando gli 1. Ne entra 1, 1 lo rollo. Mi è scappato. Grazie. Questo lo rollo. 2 save almeno 1. CP. Ridol. CP reroll. Salvo. Anche per te. No, io non ho usato nessun CP. Okay. Salvo. E salvo, benissimo. E quindi io penso di aver finito il tiro stavolta. Puoi davvero cercare, se vuoi. Proverò una carica del... Non so, non aggiar carica. Stavo pensando di questo qua per la verità, ma penso che siano un po' di pollici. No, è tanto, mi pare sia 12 proprio. Mi sa che sono un po' di pollici, sì. È proprio 12. Sì, è pronto 12. Per 6, dai, dopo senti allora. Guarda, eccolo qua. Doppio 6, subito, fatto. Mamma mia, veramente l'ho visto. E quanto ha di OC il bibliotecario? Si carica l'orange per l'obiettivo. Sì, infatti carica l'orange. Carica l'orange. Sì. Mi farà anche un 3 attacchi, immagino. Sì, 3 attacchi. Che mi ucciderà adesso. Vabbè, sapevo. Sì, dai. Colpendo ai 4. Devo iniziare con... Sì, può fare il tank shock. Può spendere un CP e farmi fuori col tank shock. È vero, spenderò un CP per fare tank shock. Regia, torni a fare la regia. Torni a reggere. Torni a farsi i cavoli suoi. Quindi tank shock. La cosa più temibile di un carro. Quindi tank shock, quanti dadi sono? Quanta forza ha? La sua forza è solo 6. Allora c'è 8 dadi. 8 dadi. 4, 5. Un dado per ogni punto di forza, più 2 per... E più 2 se la tua forza supera la resistenza. La sua resistenza, certo. Quindi sono un CP usato, 8 dadi per questo. Una mortale. Una mortale, va a 1. Dai. Giusto così. Giusto così perché non l'ho pensato io neanche tank shock. Dai, quindi è giusto che non ammazzavi. Da un giocatore ammazzassi. Knight... Che ha molto senso, ha molto senso. Entrano tutti. Forza 6 al 3 rollando di 1. Ecco, doppio 1 ovviamente. Giusto per dare un po' di stress. Ah, vedi, voleva restare a doppio 1. Vedi, se ci questo? No. Sarebbe stato. Rispondo là, tanto abbiamo un sonno. Beh, puoi rispondere là, sì, insomma, più là, senso. 4 attacchi, colpisco a suo giro. Al 5. 2, 1. Un save al invulnerabile. Fallito. 2 danni. Va a 2 ferite rimaste. E ucciderlo per fuori. Vediamo. Se no mi tocca attaccare il prossimo turno. 5 attacchi del Castellan al 4. Entrano 2 al 2. 2 invulnerabili. Morto. È morto. Ok, finalmente è morto. 4 attacchi bibliotecario al 2. No, 3. Forza 6 al 5. 1. Un invulnerabile al 5. Era il turno prima. Sono due danni? Sì. Aspetta, 2 danni l'uno? Quanti tiri ho appena fatto? Uno o due? Uno. Al 5? Sì, era 1. 2, ho fatto 4. 4 danni, no? Sono... Aspetta, allora era il 4. Era il 4. È 4, ok. Sei invulnerabile, è 4. 5 ferite rimaste. Quello è morto, loro non ce la fanno a consolidare fin là, no? Non toccano l'obiettivo con 3 pollici, mi sa. Aspetta un attimo, potrei spendere un 2 CP e farei 6 pollici. Il mega. Però non ha senso perché tanto questi qua arrivano e me li cancellano. Non ci arrivano fin là 3 pollici a contare con l'obiettivo? Si tocca no? Mi sa di no. Se no, per pochissimo, purtroppo. Mi sto già spostando adesso. No, non ci arriva per un millimetro. In campo, ancora 4 unità. 4 unità. Sono 2 bibliotecari, 2 tizi rimasti di Sky Squad e una unità di Terminator. Fine fase turno tuo, io non rimuovo nulla per una volta. E io faccio cleanse per 5 punti, perché ho fatto 2 obiettivi cleansati e non ho fatto capture enemy outpost. Io ho capture enemy outpost e behind enemy lines. Perfetto!
Beh, devo dire. È un bel turno, signori, per morire. Vuoi tirarmi un paio di Battleshock? Sì, direi proprio sì. Strike. Cannato. Aia. Biblio ferito. Fatto. Sì, sarà a posto. Inquisitore. Cannato. Benissimo. Aspetta, come la squadra lo faceva? 1, 2, 3, 4, 6. No, aspetta, quanti sono? Sono 5, ne sono 11. Non lo faccio. Ah, giusto, ne resti uno. Giusto. Giustamente. Quindi benissimo, benissimo. Avanti, così. Quindi l'unico patto scioccato sono la Stai Squad, che comunque era abbastanza importante, purtroppo. No, perché non deve fare niente questo turno. Ah, perché hanno già fatto l'azione il turno scorso? No, l'azione fa la fine partita. Ah, fine partita. Sì. E questo è il quarto turno? Terzo? Ah. No, è quarto. Quarto. Ah, sì. Dica. Finito il terzo turno. Ah, giusto, quello è il suo inizio del quarto turno. Faccio 0 punti finale, prevedo il Gambit. Mm-hmm. Non so se è stata una buona idea, ma non è una cattiva idea in realtà. Ma comunque non li facevi comunque. Esatto, fase di comando. Non esiste? Fase di movimento. Che veloce, mio turno. Sono io quello lento qua dentro. Allora, cose facili. Quello che faremo è prenderci l'obiettivo. Tutto tuo. Faremo un po' di mortali in giro. Il senno di poi, forse quel paio di OC in più sull'obiettivo. Loro restano lì. Quali? Cosa? Ah, di i Castellan? Sì. Però adesso me l'avrebbe caricato e l'avrebbe ucciso, molto probabilmente. Quindi non avrebbe cambiato tantissimo. Già. Adesso se mi vuole ammazzare i Castellan si mette in una posizione un po' bruttina e gli servono le unità per fare l'azione a fine partita. Quindi non vuole farlo. Già. Allora, quello facciamo facile. Attacchi psionici. Biblio che è sbloccato in melee, si scoppia solo? No, 2-3 mortali. 6 mortali. È morto. Si esplode. Esplode? Poi rido se esplode. Ammazza il bibliotecario. Ammazza mezzo mondo. Una volta sono stata gemma per questo. Uff. No, bene. Peccato. E già una cosa è fatta. Peccato. Il Biblio adesso può sparare. C'era una stratagemma una volta per farlo auto-esplodere e adesso l'hanno trasformato nel detachment, quello dei veicoli, l'hanno trasformato in un enhancement. Prima l'altro Biblio fa uguale. 2 6 mortali su Castella. 9 mortali. È morto, penso. Sei di modo, sì, mi sa. Vediamo tanti demise. Quanti mortali erano? 9. Erano 2 di 6? Sì. Ah, ok. Ho fatto l'unico segno della partita. È morto anche il sì. Datasmith, allora. E vediamo se esplode il Castellan. No. Non esplode. Bene. Possiamo sparare. Bibliotecario, sull'obiettivo, sulla gallina. Attacco psionico. Non colpisce. Bolter. Entro dolce, quindi... A bordo 12. Ricordi che hai stealth? Sì, è 4. Ah, ok, 4. Sì, ok. Te lo sto ricordando. Non ho trovato un'ultima matura. No, uno. Senza 7, 2. E senza 7? Sì, scusa. E VP? 0. Ok, quindi al 3. Anzi, al 2. No, scusa, non posso andare al 2 di cover. Non ho neanche cover, cazzo sto dicendo. Un danno, giusto? Sì. Altro biblio. Spara attacco psionico. Yes. Non ha colpito niente attacco psionico nella partita. Bolter. 1 vediamo. Sì, un tiro matura al 3. Salvo. La vede la gallina. No, che devo allora. È il battle shock su quei Grey Knight. Questo che è in 4. No, è in 5. Anche il sono in 5 con l'inquisito. Sì, no, sotto la metà, è fallito. Allora sì. Vale, tanto c'è il bibliotecario. Sì, altro. Tega ancora anche l'apotecario. Per tirarmi su. Devo su. Ah, ok. È per quel che sì, devo. No. Se te no, ferito, sono ah, io avevo fatto il calcolo sbagliato sì, perché no, mi dimenticavo sì, che sì, c'era sì. Un bibliotecario là accanto sì, che sì. Non è della squadra. Ok. Sparo loro sulla gallina a sto punto. Psychenon sulla gallina. I due Psychenon. Yes. Bolter sui sfigati. Tanto due Bolter. Psychenon. E 4. Ne vanno 2. Anche okay, senza il stealth. Forza 8, 2. Meno 1. Che diventa meno 0. Perché se non 3. Si andrà schieramento mi sarà. Metti secondo la top. E in effetti potrei non esserci. Quello? No, questo. La gallina. Mi sa che. Mi sa che sono leggermente fuori, in effetti. Fuori. Sì. Sì, è fuori. Bene. Ok, allora 2 al 4. Sono 3 in 1. 6 mani. È morto. Cresce del mese 1. Sì, del mese 1. Ok. 4 colpi di bolter sui fantaccini. Sta ammazzando tutto quello che rimane negli ultimi turni di partita. Un colpo di bolter che ferisce. E un save. Loro sono nella mia zona di schieramento? Uno di loro penso di sì. Sì, sì, loro sì. No, neanche uno. Ah, ma tanto questo è un VP0. Sì. Ok. Copiarma no. Hai 4.
Muore uno, combi arma, due colpi, colpiscono entrambi, hai 4 mortale. Però forza, non so, forza 4 sarà almeno, sì. Io i save li tiro. Sì, combi arma, quindi. Sono due morti. Ok. Sì, forza 4 danno VP 0. Ok, beh dai. Beh dai, dai, questo è un bel turno di tiro. Quelli non fanno niente, non vedo niente. E posso entrare da carica solo. E ho tolto quelli più vicini a te, adesso ti dico sì. quanti poli ci sono. Tranquillo. Bibliotecario. Ok. 9 pollici, lui carica. Quello questo in... qua? Sì. Ok, questo sì ci arriva. 9 pollici, mettiamo in contatto. Sì, arriva. E uno. Un invulnerabile, immagino. Morto. Un morto, e facciamo questo la ragazzo qua. C'è una formica lì, fianco i tuoi modelli. Lascia, mese grinder. Ok. E... Allora, io ti contrattacco, perché sono fortissimo. Certo. Sono 4 attacchi normali. Quindi 4 attacchi colpiranno al 4. 2 in caso. Sì, 4 attacchi al. Esattamente. State a vedere. 2 attacchi, quindi forza 3 al 5. Entrano entrambi. E fanno la ferita. Che forti! E 2 attacchi di sergente che attacca con la sua arma alfa. 2 attacchi al 4 sempre. Entrano entrambi. Al 4, forza 5. 1 al meno 1. Un'altra ferita, sì, da nulla. Guarda come muore il bibliotecario con una cazzata enorme. Lo stanno spaccando. Ok. Uggio, uggio. Allora, con l'archibugio. Allora, vediamo un attimo. Io, fine turno tuo. Faccio entrambe le secondarie. Yes. Mi faccio 8, 5, 13 punti di vittoria. Yes. Io devo smettere di fare le secondarie. Non riesco a prendere CP. Te non ho usato il roll per tenere un CP. Che turno ignobile. Ma dai, hai recuperato un po' di svantaggio che era guadagnato ingiustamente dall'altra parte. Tanto adesso Lonacer mi fa fuori gli ultimi terminator. Ah, vediamo. Stiamo a vedere. Perché ho una ferita sola e li porto via. Mi mancano 2 modelli per fare dopo il... tentare... sì. Vai. Adesso devo vedere quanto riesco a fare con questi qua. Quindi sì. Devo tirare un paio di Battleshock che sono importanti. Quindi Battleshock su questi. Prima pesco. Ah, sì, una. Deploy Teleport Homer. Nella tua zona di schieramento, qua, però qua. Se avanzi non puoi farlo, non hanno esatto. Assalto, quindi esatto. Non puoi farlo con lui, sai, credo, perché Aircraft non è Aircraft, è Flyer. Non c'è scritto che non puoi farlo con... Esatto, lo farà con lui. Allora lo farà lui, purtroppo che significa che non potrà, però se lui va qua può sparare e fare quello. Sì. Quindi lo... se lo metti qua... Ah no, giusto, no, cosa sto dicendo, non può fare l'azione e sparare. Però credo che l'azione sia più utile sparare. Sì, mi sa di sì. Perché ammazzarti un paio di unità è importante, ma... Cioè, se tu non riesci a fare il gambit... Chiaramente se riesci a fare il gambit... Non riesco a fare il gambit, tranquillo. Allora... Paolo 11, probabilmente. Mi conviene, piuttosto che fare il deploy al centro, cercare di farlo nella tua... No, era quello che stavamo dicendo. Questo qua, non mandarlo zona, qua spara, da qualche parte e fare l'azione. Allora, Battleshock qua. Sì. Ti di 5 giorni fuori fa il Battleshock. A posto? Sono 7. Perfetto. Sì, sono 7 gli schitari, sì. Sono 7 anche loro. Dicevo, peccato di sì. Non ammazzare un altro in più, se no faccio un Battleshock anche lì. Basta. E a questo punto loro sono in 5, erano in sì. 5, loro sono in 5, erano in 5, a posto. E fa l'avanzata qua, importante. Vediamo come va. Allora, loro avanzano? Sì, baffo, tranquillo, non lo faccio all'11. Tranquillo, baffo, non lo faccio all'11, te lo dico. Avanzano 11. Dove mi passi un metro? Sì. Non so perché qua non ho più già un metro. Non ho fatto io, mi sa. Devo in giro. Come sa sto il codex? Allora, se ho loro. Fatto quanto? 5? 5. Dovrebbe essere fatto. Se loro arrivano qua a 11. Sì, sì, ce la fai. Però loro non arrivano con 12 all'obiettivo. No, ok. No, sarebbe stato scemo. Quindi loro arrivano 12, qua in range, tipo una cosa del no, genere. No, un profilo, sai? Uno lo tengo là perché non sono Rangers. Esatto, uno metti lo filo qua. No, basta, sono a 6 pollici già così. A 6? Sì, sì, 6 pollici. Dentro 2. Primaria? 15. No. No? Sì. Ah sì, loro non erano batto scioccati, 15. Quindi 15. Quindi, questo hanno fatto, hanno avanzato e sono mossi giusto un pochino per tenere anche il centro. E loro devono avanzare, vediamo quanto fanno. Devono fare 5, tipo.
Quindi loro hanno 8, 13, 17. 17. Scusa, 15. 15 a bordo obiettivo arrivi. Come avevo calcolato. Il che significa che non terrò questo, però 8 punti di caccia degli auto sono più importanti. Esatto. Sono una conghetta di questo tipo. In realtà puoi mettere lui, no, per veloci zero, scherzavo. Questo qua si sposterà e andrà anche lui nella tua zona di schieramento, tanto tipo uguale, qua, e chi esatto. Se ne frega. Lo mettiamo a bordo. Sì, bordo. Un po', basta che tocchi, no? No, dentro. Deve essere wholly within. Così dentro. Boh, ok. Va bene. E allora lui sta a posto così, lui resta fermo perché vuole i heavy. Esatto. Loro restano fermi perché vogliono heavy anche loro, vogliono sparare. Loro... Non posso fare altro, tenendo l'obiettivo. Non penso che riusciranno... Questa line forse per vedere... Per sparare, ma non vedono nessuno. Non ce la fanno. Comincio a spostarli per sparare il prossimo turno, che sarà il quinto. E il prossimo turno, e il prossimo turno magari ti sparo col cecchino là in fondo, tipo. E facevo a sto punto avanzavo anche con loro, perché sì, non, ti rubo un dado. 3, va benissimo. Si spostano di 9 pollici, il che mi basta per fare una cosa tipo qua in fondo, mettevo qua anche con loro. Alcuni restavano fuori, alcuni, cioè alcuni stavano dentro l'obiettivo, alcuni invece andavano un pochino più avanti. Cioè che non farmi sparare magari, però va bene così. Va bene, quindi questo hanno fatto, mossi, quindi loro... Io faccio un'ultima carrellata. Loro far fallback non ha senso. Anche se restano là in melee, probabilmente il bibliotecario li schianta. A meno che loro non schiantano il bibliotecario, c'è una certa possibilità. Non si sa mai. E... Va bene. Andiamo a sparare. Aspetta. Stacco l'attacco. Tu vai, tranquillo. Ok, va bene. E, il laser a neutroni. Il laser a neutroni sui Terminator. Neutroni. Sì, sì, un colpo di blast, quindi 3 colpi in tutto, al 3. E chiaramente il priority target era quello. Sì, sì, un colpo di blast. Cerco un attimo. Due colpiscono. Da quello lì sotto, così si vede l'overlay. Perfetto, ci si va, così passo e di danni. Ok, ho colpito con 2 su 3, al 2 li ferisco e rerollo gli 1 perché sono priority target. Ho fatto doppio 6 perché quindi non mi serve rerollare, va bene così. Quindi sono 2 invulnerabili sui Terminator. Due dadini. Sì, sì, sì. Sono in 2, giustamente. Allora, mi sposto per i dadi. Tanto mostriamo un po' la carriata dei morti. Sì, sì, qua c'è il cimitero. Mamma mia, monnezza, sì, ne abbiamo fatto. Tipo che mi sto... Mostriamo anche il codex. Bellissimo, aperto sulla pagina dei Rangers. Sì. Lo mostriamo là. Là. Un morto. No, aspetta, di 6 più 1. Ah, scusa, potrebbe essere un potrebbe essere vivo. No, muore. Quindi un morto. Grazie, regia. Mostriamo questo corpo a corpo ignobile dove... Dove, penso, i Ranger e i Vanguard hanno fatto più danni della, del bibliotecario. Sì, perché hanno fatto... Beh, sì. L'archimugio! In testa. Bene. Bene. Boh, ti resta tanto io porto via sì. Qua questa... Allora, l'Onager sparava il resto dei colpi e sparava sul bibliotecario, chiaramente. Quindi sono 6 colpi sul bibliotecario, vediamo se muore. Al... Sì, vai, vai. Al 3. Ha una ferita. 4. Che però... E non generi. Al 5, rollando gli 1. Sì. 2. 2 save a meno 0. Io ho 2 CP. Io ho 2 CP. Vediamo se te lo facciamo usare. Ok, sta bene. Riroll. Salvo. Okay, ok, ok, ok. Allora, vediamo, possiamo ammazzare... Perché io mi piacerebbe molto ammazzare quella... Quel io ho 2 CP, io avevo 2 CP. Esatto. C'erano una volta. Sparano tutto sul bibliotecario. Perché pensate a ammazzare l'unità. Là è morto uno, giusto? Dell'unità. Sì, ah, sì. Ma il bibliotecario era su un'altra. Ah, no, non c'è più il bibliotecario. Quindi deve morire uno di quelli, ok. I momi, giusto. Come può arrivare lì? La snarriere, i momi. Sei. Non può arrivarci nulla. 9. Sperando 12, di superare il Battleshock. 15. 15 colpi di. Vabbè, di carabina. Sul bibliotecario al 3. Là. Questi qua
anti-infanteria al 4 rollando gli 1. Non è un bellissimo tiro. Ce lo facciamo andare. 4? 4 save, almeno 0 sul bibliotecario. Signori, deve rimanere vivo. No, di solito. Al primo. Bene. Hai finito il fuoco. Sì. Pistoli corpo a corpo, se ne hai. Ah, no, non ne ho. Perfetto. Perché il sergente ha una, un fucile. Rimuovilo. Abbiamo basta, posso... Sì. Sì, posso, non ho nient'altro. Posso menarti? Sì, menami. Non così, però. Credo che colpisca il 3 o power emili. No, dai, continua. Non lo so. Tira il 2. Il 2, sì. Ok. Ma abbiamo fatto più 1. Ah, 3. 3 invulnerabili al 5. Sì. 2 morti. 2 morti, ma il sergente rimane ed è pronto a darti una botta. Vai. Una botta via. Una botta e via. Quindi due attacchi della squadra, due attacchi al 4, niente, due attacchi del sergente al 4, al 4 di nuovo, un save almeno 1. Peccato, salve. Mamma mia, quell'uno come sperato, si è fermato, come sperato. Si è fermato l'uno. Okay. Tuo quinto turno. Il tuo secondario. Giusto, io ho fatto caccio nei miei outpost e ho fatto deploy teleport homer. Quindi sono 13 punti di secondari. Io presco 2 secondari, faccio quei 2 Battleshock, Assassination, hai ancora personaggi? Sì, uno. Sì, merda. C'è il tizio là sopra. Ah, giusto, perché altrimenti lo facevi punti automatici, no? Se non c'erano più personaggi sul campo. Boh, in realtà investi... Allora, fine turno tuo comunque rimuovo 1 e 2 unità. Certo, sono andate, chiaro. Perché devo andare sugli angoli a fare... Bravo, quindi... Le 2 carte pescate. Assassination, che per un CP la metto via, così resto a un CP. Yes. Scarto proprio e ne prendo un'altra. Defense Stronghold. No, è fattibile. Non rinuncia al Gambit. Con l'altra? Investe i Signals. Non c'è il Gambit. Che farò, direi. E non so quanti punti siamo. No, siamo a 68, 57 per te. Tu fai un punto di scoring. Faccio quei 2 obiettivi là. Andresti a 77. E questi qua per togliermi o li ammazzi a tiro, che comunque non è automatico. Oppure fai una carica a 9. Dovrei arrivare qui, spararti, farti 4 morti con i Terminator. Che non è facilissimo, anche perché ho stealth. Sì, e non ti carico perché sennò non posso fare l'Orbital. Ah, alla fine del mio turno. E comunque non faccio il Battleshock, quindi posso fare con tutto. È alla fine del mio turno. Ah. Quindi vediamo subito se succede. Allora, quello che farò sarà mettere la Strike Squad, resterà più o meno lì, in Deep Strike. Alla fine del tuo turno, quindi anche se io devo ammazzare l'unità... No, non fai ammazzare l'unità, perché dopo okay. Il tuo turno... Sì, sì, certo. No, pensavo che fosse alla fine della partita. E a quel punto, se ti dico... Allora, posso scegliere se fare l'azione... Qua. Ah. No, non posso arrivare sul... Ah, ok, quello lì, punto. Se a fine partita c'è qualcosa... Tizoga! Sì. La Defense Strong non posso comunque prendere a quel punto, devi farti comunque la carica, quindi non posso prendere in nessun modo. E tra l'altro se fai la carica non sei più sull'angolo. Esatto. A fine partita, lo so. Quindi può fare 15. Sì, deve arrivare là e riprendere questo obiettivo qua. Quindi questi qua dovrò fare una corsa. Qui devo fare una corsa, poi arrivare lì fisicamente. In realtà questi... su quello là posso anche andare con quelli. Sì, però questi qua devono arrivare qua. Quelli la vedo difficile. Sei a 11 pollici. Quindi se non mi ammazzi quell'unità, posso anche fare fallback. Spero posso... ci ammazzatevi. Anche perché non ti fate immortale tu prima. No, ok, non c'è. Devo farti immortali, giusto. Abbiamo indicato. Ah, e anche in corpo a corpo? Sì, perché è un'abilità. Ah, ok, però mi avevi già caricato. Era già passata il turno la fase di tiro, no? L'avevi già fatte le mortali quel turno. Sì, è vero. Perché il turno. Ok, il turno quale faccio i mortali muoiono. Questo tuo fase di tiro me li ammazzi. Okay, esatto. A meno che un bell'uno. Guarda. Non ce lo leva nessuno. Non posso neanche in È vero. Ah, quanti punti mi dai questi Signals? 2 punti. Dai, a me sono morti 3 plasma. Gli potrà morire un bibliotecario per i. Allora, sono mi sembra il minimo 2 punti per ogni angolo. Penso 2 punti 8 plasma costino come un terzo di bibliotecario. Allora, io tento la carica. Metti il Terminator 9 pollici a te. E lui cosa posso fare? Passo. Quindi rinuncia al Gambit? No. Ah, lo fanno comunque? Devo essere entro 9 talmente. Tu sei a 21. Questo lì che io metto entro 9 devo mettermi qua e avrei una carica di 12. Ok, non ho capito questo. Proprio come funziona il... Un angolo fuori zona schieramento, mi dicevi. Bravo, non posso farlo qua. È risolto facile. Ah, devi farlo là o qua. Là o là. No, i strike andranno qua, i Terminator lì e faremo. Non faremo niente strong. Quei 2 angoli lì. O questo anche.
dalla mia zona di schieramento. Ah, dalla tua sì, zona sì, di schieramento. Sì, sì, sì. Mia. Not your own deployment zone. Fa così semplice, abbastanza semplice. Qua, questi sono fuori dalla linea di vista del crawler. Non puoi arrivare fisicamente a sparargli. Questi ci mettono qua, uguale, non puoi arrivare fisicamente a sparargli. A loro forse posso sparare con lui. Dovresti, tanto cambia niente. Basta che li metti molto dietro di là. In realtà no, perché riesci arrivare a 20, non ce la fai arrivare dentro l'edificio. L'edificio in mezzo. No, no, sì, ok, non sapevo dove li avevi messi. Lì, vabbè. Sì, sì, ok. Basta che li metti abbastanza dietro. Facciamo subito. Allora, azioni. Vai. Azioni non ci sono. Attacco psionico lì. Non detona. 2-3 mortali. Sono 2 mortali. È ancora vivo. È vivo il sergente. Ti meno. Con i 4 attacchi. No, fammi prima tu. Ah, giusto. 2 attacchi di sergente. Sì. Hai 4. Perfetto, risolto. Siamo meno io. 4 attacchi. Morto. Allora, tiro l'invulnerabile, io l'invulnerabile li tiro. Poi non posso spostarlo. Io l'invulnerabile li tiro. Quanti erano? 4? È morto. Okay. Allora, Gambit, signori. Oh. Quindi sono più 4, giusto? No, no, che è più 4, più 2. Più 2. Quindi faccio al 10 il Gambit. Al 10, dai. Al 10 sono della punitore, al 10. O 6, o 6 e un 5, ma devo tirarlo dentro. Allora, sei riuscito a... No! Sei riuscito a mancare, tira da. Non me lo conti, vai, dopo il tavolo, Se vuoi puoi ritirarlo, perché il primo era fuori dal tavolo. Non te lo conto, però puoi ritirarlo perché prima è andato male. Ecco, l'hai fatto. Bene. Signore Regina. Ha gambettato. Mi regali 30 punti vittoria. Quindi sei 87 adesso, vero? No, più 4, perché ho fatto anche investing signals. 91 punti. Vabbè, dai, ci sta, per il gambit ci sta. Per aver osato a rinunciare a un turno. 91 turni, io non penso di poter recuperare. No, tu fai 15. Dipende 15, dalle missioni, dalle secondarie anche. Tu fai 15 primaria, probabilmente. No, non ci arrivo qua. Arrivi, ah, no. Sì, ne fai 3 di Investigate Signals, perché le secondarie sono cappate a 40. No, 90 punti. Ho fatto talmente tanti punti di secondaria. Hai fatti 40. Oh, cavolo. Overwhelming Force, no, non posso farla. No, e Investigate Signals, posso farla là in fondo. Sì, no, puoi farla con lui, lì, puoi farne 2 e far 4 punti. 4 punti. Sì, ma devo vedere i Battleshock, sono importanti. Vero, loro. E basta. C'è uno stratagemma per i Battleshock, sì, vero? 2 CP e poi sì, automatico. E io uso... Quanti CP hai? 6. E uso... Devi usarlo... Prima di tirare i dadi. Allora lo uso subito perché... Quindi questi sono ignorano Battleshock, questi non Battleshockano, quelli non Battleshockano, là mi sposto e faccio Investigate Signals, qua mi sposto e faccio Investigate Signals. Sai che in realtà quanto ho segnato l'obiettivo con loro? 15. Cioè di nuovo un 5 per la linea avanzata. È uguale da loro, hanno 4 pollici. No, in realtà sono 4 ma loro. Ma ci guadagno qualcosa? Scusa, perché questo non... niente. Puoi fare Investigate Signals con loro in realtà. Sì, ma scusa, ma no, posso anche farlo con questo Investigate Signals. Però non puoi farlo. Lo faccio con questo e con l'Onager. Sono 2 se è maxato. E mi ricordi un attimo, come funziona per i primari questa partita? Alla fine del tuo turno li fai tu. E lo faccio per ogni... No Man's Land. In No Man's Land, quindi sì, devo arrivare qua. Puoi creare un nuovo obiettivo. Puoi creare con un nuovo obiettivo e conquistarlo con questi. Posso farlo? Fare 5 punti in più così sei sicuro di farlo. Posso farlo? Sì, perché tu fai l'obiettivo nella fase di tiro e alla fine del turno tu fai i punti. Quindi okay, tu potresti mettere l'oro qua. Avanzi, metti qua. No, giusto, questo obiettivo non mi serve a niente. Non c'è niente, infatti. Ok, allora sì. E allora faccio un obiettivo qua. Con loro ci dovrei fare comunque. Sì, avanzi qui per essere fuori zona di schieramento. E ne mettiamo qui, deve essere tipo, se non sbaglio, a 9 pollici esattamente o 6 pollici esattamente. Quella zona, lo metti qua. Esattamente a 9 pollici da quello. Lo metti qua. Sì. Loro anzi, non sai che avanzare, sono 8 pollici, sì, lo prendi sicuro. E quindi farai, lì fai un'azione. Quindi sono Investigate Signals e maxato per 5 punti. No, puoi fare massimo 8 punti, ma fai 2 punti per angolo. Ah, 2 punti per angolo, sì, va bene. Quindi sono 4 punti, Overwhelming Force chiaramente è andato, niente perché da fare. Devo distruggere una tua unità entro un obiettivo e... Fisicamente no. Puoi fare, rubarmi i punti del... Quindi faccio 15 punti in primaria più 4 in secondaria. Secondaria e non ce la faccio di 3 punti. Che vergogna, veramente. E mi mandano in campo... Lì non posso essere un modello, restano in campo 7 modelli. 4 di Overwhelming, 15 primaria. No, 4 di Investigate Signals. Io per me non ce la posso fare. Sì, Overwhelming, sì, Investigate Signals. 4 Investigate Signals. Perché può fare massimo 2 angoli. Esatto, perché non ci arrivo. Stavo anche guardando questo qua, ma sono sicuramente... No, non ci arrivi. Semi il tuo turno. No, non sono più turni, ho finito. Sì, scusa, ma nel senso se all'inizio il tuo turno, perché abbiamo skippato allegramente la cosa che dovevo dichiarare.
No, no, non ce la facevo, sai prenderli. Se facevo Conqueror e potevo fare avanzare e sparare. Ah. E allora potevo fare l'azione, in teoria, no? E, sì, potevi fare questo. Però non ci arrivavo, non ci arrivavo. No. Per fare tre obiettivi. E comunque dopo ne facevo due e facevo uno con questo e uno là e non facevo. Sì, sì, l'unica. E lui che è rubare un obiettivo creandolo. Finalmente crea un obiettivo a fine partita. L'abbiamo fatto. Mamma mia, che la regia ci dà i punti finali, la tabellina bellina. E no, l'altra pagina qui, finali. Pagina 2. Beh, vediamo la grafica super sweep. Wow. Bene. Non pensavo aver maxato la secondaria, non mi sono reso conto di quanti punti ho fatto, ma effettivamente non ho mai scartato una secondaria. È vero. Non penso neanche sia stata praticamente una questione di fortuna, cioè sei riuscito a usarle, a farle bene. Mi pare che i Grey Knights si giochino bene a questo punto. I Grey Knights hanno la flessibilità di poter fare appunto Gambit, poter fare le secondarie tranquilli perché facendo upsi dupsi possono muoversi. E soprattutto hanno un gioco che non è farti male, perché in realtà hai visto quanto male ti ho fatto lì. Sì, sì. Allora, e più bloccarti. Cose, ma certo era... Più bloccarti e basta. Certo. Ma infatti cioè, hai una mobilità che io mi sono chiaramente, però è giusto così. E questo è... Però non ho niente altro, perché hai visto quanto ti sparavo, cosa ho fatto? Niente. Vabbè, solo le mortali d'oro. Ma infatti il tiro fa bella resistenza, perché se mi spari a un'unità, mi spari a un'unità di Skitar in cover, io salvo al 3. E sono... Cioè... Oh, ovviamente alla fine, questo è... Speed Ice. Proprio, ok, insomma. Allora. Eccoci qua, dicevamo. Adesso va il microfono. Dovrebbe andare. Sì, è altissimo. Ovviamente la regia ha parlato il tempo muta, non si sa perché. Allora, dicevamo. Ovviamente mi avranno sentito nei microfoni vostri prima. Allora. Esatto. Ricordiamo, per la terza volta che prossima torneranno i NEC contro i nuovi Necron col nuovo Codex, ringraziando il negozio Fantasylandia per la terza volta. Che riproviamo a farlo. Allora, mi chiedevi come ho fatto la lava. Allora, la lava è l'effetto AK su una base di sughero e texturizzato marrone scuro, aerografo di nero un po' dal basso per dare un po' di ombra, aerografo di rosso scuro per dare un po' di tono, poi puntinato barra lineette qua, come si nota, dal rosso scuro al giallo, e poi per riprendere un po' il tono cupo si va con un marrone nero, quindi Green Oxide, credo sia in GV, a riprendere le parti in rilievo come i detriti per dargli un po' di contrasto a tutto qua. E se tutto va bene, se il microfono si accende, è altissimo adesso, direi che per oggi possiamo concludere qua senza i nostri microfoni, perché sono morti stranamente in anticipo rispetto al solito, e ci vediamo prossima settimana.